No! Siamo live! Vi prego, un secondo. Fra po'. Sì, ma adesso iniziamo. Vi prego, state calmi, un secondo! Adesso iniziamo e poi... Vabbè, andate a fanculo, io vi muto da qua e non rompete i coglioni. Dai Poli, leva, sembra che stai in ascensore, dai, leva un po'. È vero che eravamo ad ascensore. Leva sta merda, dai, leva, leva. Dai, basta, facciamo la manche, prima manche, dai. Sento la storia. La faccio anche io, aspetta. La faccio peggio che mai, eh. Parla per forza. No, senti, io non... Ma io l'ho fatta normale, dai, adesso la rifaccio. Io non metto il link. Io non metto il link. A meno che non mi arrivino. Non ho messo nessun link adesso. Dai, ragazzi, è incredibile il Poli Quiz Show, va visto, cioè, che cosa è qui? Incredibile, se ci pensate. Ma perché si chiama HS? Sto stupido. Perché ha campato per anni e anni su Hearthstone e adesso è un fallito. Timore il gioco, non vali più un cazzo. Come me su FIFA. Dai, vi prego, un secondo. Intanto posso avere due minuti, vi prego, due minuti. E poi andiamo. Vedo poi un secondo, ok? Poi inizia. Io ho messo poi Sara, fa il cavallo, vabbè, non c'è più niente di regolare. Dove cazzo è sta musica di merda? Rotti i coglioni anche a me. Lili, piedi in chat. Vedo puzzi di merda. No, non puzzi. No, perché? No. Poli, dimmi Edo, dimmi Dario, dimmi. Mi consigli un deck per Hearthstone? Voglio iniziare a diventare competitivo per fare il content. Content. Sangue chiama sangue. Io non so più che cazzo dirvi. Mi tocca infrangere, nel culo c'è una frangia. Vedete che vi sentono, cioè, stiamo calmi. Ma come si sentono? Ma sì che si sentono, è 35 minuti che te lo dico, Dio Cristo! Hearthstone Gaming. I want a deck for my Hearthstone deck. Ma adesso faccio la storia, Rubino, ma hai sentito cosa ha detto? Cosa ragazza, Rubino? Allora, facciamo una cosa. Aspetta, adesso si vuole il content. Aspetta. Non è possibile comunque. Eccoci qua. Però metto il link. Hearthstone Gaming. La sigla. Chi è che l'ha fatta? Io. Poli Quiz Show, Poli Quiz Show, certo. Venite a correre, è iniziato il Poli Quiz Show. Ma sei nudo? A posto. Certo. Entusiasmante. Adesso vi chiedo due minuti, io vi presento e poi iniziamo, va bene? Poi potete bestemmiare, uccidere, fate quel cazzo che volete, vi posso un minuto...
Okay. Va bene, via. Però ci stai ledendo la libertà, eh. Cioè, ma un attimo, io mi sento triste ora. No. Avevo l'entusiasmo, me l'hai spento poi. Eccoci. Allora, un secondo. Si parte con la musica del cazzo. No, 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 l'ho passata, Dario, l'ho passata. Adesso non ti si vede e inizio e poi si fa. Beh. Poli, sto cenando, Poli. È tipo signor sì, signore. Cioè, Poli, sto cenando, Poli alla fine per chiudere le frasi. Buonasera, buonasera, signori e signori, bentornati. Benvenuti a questo show, qui, ma come l'ha buttata dentro, Dio cane. In ordine! Addio, boia. C'ho 26 pagine di copione, Dario, fammi iniziare così finiamo. Ok. È un coglione. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Allora, buonasera, ragazzi. Benvenuti al secondo episodio del Poli Quiz. La partenza non era un copione, sei improvvisazione Twitch. Sei un cretino. Dio Cristo. E non posso mutarlo, questo è il mio problema. Ma secondo te con noi puoi seguire un copione? Benvenuti al secondo episodio del Poli Quiz Show. Io adesso veramente. E eccoci qua. Allora, prima di cominciare un po' duro, Prima di cominciare un paio di cose. No, veramente. No. Ma chi è che viene presentato per primo? Tu! Te! Ragazzi, no, no, aspetta! No. Un attimo, in ordine. Il personaggio di Ratchet character, Dario Macha. Per la storia, Regno delle Ombre, Regno delle Ombre. Concilio. Allora, benvenuti al secondo episodio di Poliquizio. Prima di cominciare, lo dico veramente veloce, tre robe al volo. La prima, vai. Teoricamente, durante tutto lo show... Stai andando benissimo, Poli, stai andando benissimo. Bravo, ragazzi, presentatore coi fiocchi. Ma veramente... Ma com'è bravo, ragazzi! Adesso mi è scappato. Prima di cominciare, vi dico che, teoricamente, durante tutto lo show non ci dovrebbero essere alcun tipo di pubblicità, perché ho disabilitato tutto. Teoricamente, però, forse una allora passa. Ti monetizza! Non monetizza sui nostri volti! Basta! Così piano. Ti denuncio, vuole. E questa è la prima cosa. Conseguentemente a ciò, non verranno ringraziate le sub, non ci sono gli anni che li allerta schermo, perché mi romperei i coglioni a ringraziarvi ogni 20 minuti. No, ma è un errore questo, però. Questo è il mio show! Questo è il mio show! Questo è il nostro show per stasera. Mi sa che è probabile questa cosa. Detto questo, va ringraziato Sampi che ha supportato in modo più diretto la cosa con una donazione. Grazie mille, Sampi. Un bacione, va ringraziato. Hai detto Zucca, che non ringraziavi, Bobby. Ma prima che iniziasse l'ha fatto. Zucca. Ok. Se non fai una legge, deve valere per tutti. Poi allora, Sampi, vai a fanculo. Sì. Perfetto, va bene? Meglio. No, io non so niente. No, ma non è possibile che anche Sara mi gioca contro. Comunque, ragazzi, io mi ero fatto tutte delle linee perfette su Sara. So che questa mi tratterà di merda. La tua ancora di salvezza. Io non ho. Sara è un pasticcino ricolmo di. Cos'è? No, di crema. Era crema, eh. Eccoci. Allora, io stronzo. Ok. Cosa Sara? Stanno succedendo delle cose particolari. Sara, cosa è? Guarda che è un orgasmo se sento queste cose dalla bocca di Sara. Allora, stavo dicendo che poi il tutto verrà reuploadato su YouTube. Quindi, anche su YouTube non ci sarà montaggio. Di cane. No, non ci sarà montaggio. Lo scarico lo metto così. Ok, lo metto così. E il tutto non avrà pubblicità neanche su YouTube. Quindi, se lo state vedendo su YouTube. Vabbè, ma Poli, ma sei un grande, il cavaliere del lavoro. Mario Sturniolo. Eccoci. Quindi. Ma per caso fai il formaggio? Lavori 7 giorni su 7? Non somigliamo. Giovanni, come cazzo si chiamava quella? Via, dai, buttiamo dentro i concorrenti. Dai, basta. A te, ultima cosa, perché questa è colpa tua. Te ti porti appresso, tu che non ti si vede, dei freebooter. Ok? Ci sono per stasera, dico a tutti i freebooter che sono passati, eccetera. Non dovete ricaricare un cazzo. In realtà, il cazzo. Cioè, potete ricaricare finché ha senso. No, cioè, no. Spolpatelo, ragazzi, massacratelo. Deve rimanere nemmeno un brandello di Poli. No, ragazzi, no, devo scaricare io il VOD e lo faccio. Allora no, allora basta. Allora non tutto non mio, fate. Tutto mio, cazzo. Tutto metto una pubblicità al secondo. Va bene. E però domani ci sarà una stream dove si spiegano tutti i retroscena di quello che vedranno e vedrete, eccetera. La live di domani la potete freebuttare come cazzo vi pare. Quella di oggi con un senso. Ma tipo il dopo festival, hai visto il post Poli? È una bella idea. Domani
domani si torna a 100 spettatori di lusso. Innovativa, innovativa, nuovissima. Bene. Poli. Dimmi, Edo, cosa cazzo c'è? Sei stato in questura, ti hanno distrutto il PC. Ti hanno rapinato. Che cazzo c'è? Hanno rubato i portafogli ai miei amici. Per rispetto, dai, chiudiamo la puntata qui. Dai, no, chiuderemo la puntata qui. Non chiuderemo la puntata. Ho fatto due denunce. Io mi sento triste. Ho perso il mondo. Infine. Visto che Poli. Ci saranno The Ratchet Clank Rivet, molti mi hanno detto: ma ci saranno spoiler? Non ci sono spoiler di Ratchet Clank Rift Apart. Io mi ammazzerò Poli. Su GTA Roleplay, se ci pensi, è una cosa goliardica. Quindi Poli. Godetevelo senza problemi. Dimmi, Dario, adesso deve essere importantissimo quello che stai per dire. Poli. Dimmi, Dario. Poli. No, beh, non mi dispiaceva per i miei amici. Ok, a posto. Detto ciò, si possono presentare finalmente i concorrenti. Che sarebbe anche ora, no? Poli. In un certo momento. Perfetto, allora il primo concorrente, vabbè, c'è scritto, io non, sinceramente non, ha ragione Edo su questo, non so perché presentiamo nonostante ci sia scritto chi cazzo è la persona indicata. Sostanzialmente, vabbè, Dario Moccia, dai, tutte le frasi belle. Dario Moccia, benvenuto! Ciao amici! Eccoci, e Dario come stai, tutto bene? Perfetto, mangiando, a posto. E ok, secondo concorrente. Allora, Dario interpreta Ratchet. Non è importante ai fini della trama, però è divertente. Ho detto, diamogli Ratchet. Soprattutto perché così possiamo dare al Masseo quello inutile, ovvero Clank. E il secondo concorrente è il Masseo. Eccolo lì. Guarda lì, c'è Lentano. Davvero. Eccoci. Benvenuto Edo, come stai? Tutto bene? Sei contento di essere qua? Poli, arriverai Poli, ultimo. Poli, TikToker a 90, Poli. Ma zitto, che mi devi presentare? No, Rubino. Rubino. Poli, Sara, Curulili, il volto di Twitch Italia, il pasticcino ricordo di Smegma, proprio lei. Stacchio. Sara, Curulili, tanto l'ha fatto lui, quindi approfittiamone, no? D'altronde. Eccoci. Esatto. Benvenuti a Sara, tutti qua. Presentation. California, con i nuovi capelli. Con i nuovi capelli belli, abbiamo belli. L'esclusiva. Li ho lasciati a Rimini i capelli. Vabbè. Hai visto? Allora, voi non sapete un cazzo se non che è un quiz sui videogiochi. E questo è purato. Prima di cominciare, perché vedo tutto pixeloso su sto Discord di merda. E questo lo buttiamo via, ok? E questo lo togliamo adesso. Allora, la chat, voi concorrenti, potete vederla fino a che non ci sono i round. Lo dico per Dario, che so che è dipendente dalla tale, quindi se vuoi, guardala. Io ho già tolto la chat e non la sto guardando per niente. Non è, secondo me non è molto vero, però dimmi tutto, Dario. Edo, dimmi tutto, Edo. Ma non le ciabatte, Poli. Fai vedere le ciabatte se ti interessa. Ma io, scusa Poli, posso dire, possiamo far vedere un bel buco di culo per iniziare? No, Dario, non puoi farlo. No, Edo. Ecco, dai, facciamo. C'è scritto, vedere, c'è scritto il nome del canale. Verrete bannati voi. Non ne vale la pena rovinare tanti anni di lavoro. Poli, mesi, direi, Poli, no? Non dire così, Poli. Era per mettere così a proprio agio la chat. Insomma. Esatto, per scaldarli un attimo. Un bel buco di culo, Poli. Fa sempre cerchiamo bene, di capire. Salute. Ok, detto ciò, è giusto fare una piccolissima premessa. Questa proprio 60 secondi. Visto che c'è teoricamente, ci dovrebbe essere, ma tanto non gliene frega un cazzo nessuno, una trama di questi show che si collegano. Il concilio delle ombre, ragazzi. Chissà cosa succederà. In questo concilio, esatto, i misteri ammanziscono la trama di questo Poli Quiz Show. Ha fatto tutto lui. Quindi, e visto che se ve lo spiego a parole è una rottura di coglioni, faremo vedere una cosa che aiuta per far capire cosa succede nel primo episodio. Quindi, buona visione. Ah, il recapone! Beh, non vedo l'ora, lo posso commentare. Prima, non vai, commentare un cazzo! Quella faccia di cazzo di Power, dai! Non c'è Power! Dai, vai. Gli hai pure schiamato il logo a Power, Poli. Ma non c'è. Oh, guarda, delle animazioni. Belle. Questa è la roba di Crash 4. Poi entertainment, ma vatela via del culo, ma cos'è sta roba? Ah, questo è quello di Crash, Sì, bellissime. Sono belline. Non penso. Butka. Vediamo. Okay. Ah, vedi, ci sono delle isole. Cosa c'è scritto? Localdiere Tiki. Spyro. Ecco, vedi che sono proprio leggendari, brodo. Sono rubia. Aspetta, io conosco la nostra storia. Ma non avrei mai immaginato. Localdiere di Arthas.
Oh, mi è rimasto un dubbio. Come avete fatto a scoprire? Beh, è un video di Sciarchello questo. Tutta la birra. Che succede? Ma è eutanasia, la mia skill preferita. Oh. Oddio, è successo qualcosa. Cos'è che è successo? Il concilio delle ombre, raga. Perché sta strisciando? Ma poi perché appaiono in dissolvenza? È successo il casino? Ah, non c'era budget, non c'era budget, non c'era budget. Ok. Oddio, i vari Crash 4, come è stato tutto collegato perfettamente, ragazzi. Guardate quante citazioni. Guardate quante citazioni che si collegano tra di loro in maniera così perfetta e pulita. Sei Guybrush? Se non c'è Guybrush mi offendo. Ma cazzo è? Li riconosci tutti? No, no, quello a destra non so chi sia. Quello so come lo sai? Ma come? Hollow Knight? Allora, ma che cazzo ne so io cosa bellissimo, sia, mamma mia, è entrato un Rathalos. Un Rathalos, ok, prego. Prolasso, prolasso allora. Nave. Prolasso dimensionale. Bello. Vi prego, ragazzi, no, veramente, per favore, un pochino, tanto c'è, così c'è meno. Crostata? Oh, oh, crostata. Allora, per fare un riassunto, nel primo episodio... Bello che ormai è un effetto Pauli, Pauli, è più, è tutto, vai, vai. Pauli. Nel primo episodio tutte le dimensioni dei videogiochi collassano, perché ci serviva una scusa per metterli tutti insieme. È pazzesco, è un'idea completamente innovativa, non lo stanno facendo in qualsiasi studio cinematografico. E che hai indovinato Hollow Knight, posso avere un punto? No, non puoi avere un punto, Sara, non puoi averlo. Quindi, quello che succede è che... Avere il mio culo in chat privato dopo. E, arriva una certa questo collasso, si scopre, come diceva Dario, che ci sono dei cattivi che stanno facendo tutto questo collasso per un motivo che non è ancora chiaro a nessuno e mai probabilmente si saprà. Chissà veramente. È pazzesco, è veramente inarrivabile il colpo di scena e conseguentemente a ciò la storia prosegue su di voi che siete Ratchet, Dario, Clank, Edo e Sara e Rivet, ok? Rivet. Voi siete lì per farvi i vostri cazzi, tutto quanto. In modo tranquillo, siete lì che vi fate i vostri cazzi, tranquilli, e a una certa, di fronte a voi, piove un villain, un nemico. Che? Il Rathalos! E vediamo chi è, se il regista fa vedere, è semplicemente, è Cortex. Non è che tutto sto granché, però è un'idea così un po' innovativa, no? Pazzesco. Quindi, voi vi armate... vedete che di là nell'overlay diventate tutte più cattivi, no? Vi incazzate tutti quanti, tantissimo, è incredibile. E però, cosa vi dice Cortex? Vi dice... Ma c'è visto che è stato Cortex? No, sì, no, è una novità della seconda stagione, che questo è Mecha Cortex, novità della seconda stagione. Ma era Mecha. Mecha sì, perché... Galaxus. Vabbè. Perché? Poi lo scopri, ma lasciate il concilio delle ombre opera per via importantissimo. Quindi è un cervello quello... verde, non è verde il cervello. No, no, vabbè, è un riflesso della luce. Quindi mentre lui è lì che vi dice pronti allo scontro, in realtà vi dice no, tanto io sono è uno sborone, Cortex, sappiamo essere un imbecille, e vi dice no, io non vi sfiderò perché tanto vi batterò dal punto di vista psicologico, mentale, quindi lui certo pensa di saperne più di voi. E quindi certo, primo round, un'idea innovativa, novissima, certo, primo round, prego. Dai, primo e ultimo round, tra l'altro, incredibile. Primo e l'ultimo, ce ne sono non leggo diversi. Un cazzo, non leggo. Adesso te lo spiego, Edu. Cosa vuol dire Veneto? Non sta adesso. Ah, un attimo, mi sa che lo spiega il polone, attenzione. Secondo me, se ci pensi... C'è scritto Veneto. C'è scritto Veneto, sei contento? Allora, spiego che cosa è questo primo round. Allora, Cortex vi dice... Cazzi vostri, io vi batto dal punto di vista di conoscenza, quindi non arriverò a fare uno scontro fisico con voi. Ma è molto importante, è molto importante, non dovresti sottovalutare. No, guarda che è veramente una cosa secondo me assurda, quella che stiamo per sentire. E quindi c'è il primo round. Il primo round funziona così. È il primo round, è un round di riscaldamento dove ci sono un totale di 25 domande, come vedete a schermo, ok? Questo è l'unico gioco che abbiamo sempre copiato, si chiama Geoparino in americano, però lo facciamo a nostro modo. Riscaldamento, 25 domande. Beh, ma non a testa, Sara, attenzione. Sì, però... in totale. Dai, andiamo nel vivo, dai. Ma diamo il via, regista, diamo il via alla prima manche. Vai con la musica. Via. Non c'è nessuna musica. Vi spiego come funziona. A turno, partendo da Dario, dovrete cercare di far giuste tre domande di fila, che scegliete voi. Tre risposte a tre domande di fila a vostra scelta. Sono 5 categorie di 5 intensità diverse, quindi 100 la più facile, 500 la più difficile. E ogni categoria rappresenta una serie di videogiochi, quindi ve le elenco rapidamente. A biura di me sono... Veneto. Adesso te lo spiego, no? Se ci pensi, è il secondo, ci arriverò fra poco, no? Che videogiochi ci sono in Veneto? Adesso ci arriviamo, Edo, pazzesco. La briscola. Esatto, la prima categoria è a biura di me,
Quindi a Biura di Me sono solo risposte di videogiochi della famosa canzone di Caparezza, a Biura di Me. Rapper, come? Eh sì, lui ne dice un sacco, dice fino alla Biura di Me e poi cita un sacco, no, di giochi. No, è pazzesco, chi è una novità. Caparezza. Esatto. Poi si sta andando. No, Edo, sei un pezzo di merda, Edo, dai. Tanto arriverai ultimo lo stesso, Edo, non serve che fai questa cosa qui. Seconda cosa categoria. Sto mangiando la torta, porco Dio, Paoli! La torta, che torta stai mangiando? La torta, come cazzo faccio a cercare le robe? La pasqualina? No, è una crostata con la crema. Buona. Perché tu guardi il petto, Poli? Sto molto caldo in questo momento. Ma perché c'ho la giacchetta? Levati. Adesso mi do fuoco, ok, alla giacchetta. Sembri un testimone di Geova, togliti il coso, vai. È un presentatore serio, no? Seconda categoria, sì. La categoria Veneto, sono tutti giochi considerati rage, cioè giochi che fanno bestemmiare, quindi rage game, giochi che fanno bestemmiare, citazione Veneto. Ok, va bene. Seconda categoria, terza categoria è nostalgia. Sono solo giochi famosi della PlayStation 1. Quindi noi facciamo la domanda e la risposta. Eccoci. Giochi famosi della PlayStation 1. Non li conosco. Allora non chiedere quella categoria. Quarta categoria è high tech. Senti che. Come? Pronuncia. Ah, minchia, mi sono cagato da sotto. Pensavo ti bannassero già dopo 5 high minuti. High tech. Ah, okay. Ovvero tecnologia avanzata. Sono tutti. Pazzesco, se ci pensi. Sono giochi cazzi. Dove la tecnologia nel gioco è molto avanti. Molto avanti. Sì, giochi di fantascienza. Diamo punti a Dario Moccia. E infine lo faccio per voi. Questa è una categoria di 5 domande. Ciccio Gamer? Potrebbe anche esserci. Ci sono 5 dei meme dell'internet. Piatelo. Però legati ai videogiochi. Cioè meme dell'internet legati al mondo videogioco. Mastino Lavico, signori. Tipo se dici MotoGP, ladri. Sì, la risposta non può essere ladri, perché non c'è un gioco che si chiama ladri. Però magari può essere un gioco di ladri. No, c'è guardi ladri, sì. Però videogiochi. Sì, sembrano. Vedi che non capisci, Poli. Dimmi tutto. Attenzione, ho detto se c'è MotoGP, la risposta è ladri. Beh, cioè, ladri non ha, a parte che non c'è il MotoGP, ma non ha senso, non la capisco, risposta. Vedi che non capisco i meme. Benvenuti al chest opening più grande d'Italia. Vabbè, non ho capito un cazzo. Ho capito tutto. Grazie mille per la delucidazione. Come funziona a livello proprio pratico di punteggio? Partirà Dario. Se Dario mi fa giuste 3 risposte, guadagna la somma delle 3. In realtà ogni volta che fai giusto, prendi la quantità di punti che hai selezionato. Se Dario sceglie 100, prende 100, se prende 200 e via così. Però, se sbaglia una domanda, immediatamente interrompe la sua streak, diciamo, la passa a quella di Edo, cioè ricomincia Edo a fare 3 risposte corrette, e perdi la metà della domanda che non hai risposto. Se tu scegli 200 e non la sai, perdi 100 punti. Non ho capito. È non ti preoccupare, semplice, Sara, molto semplice. Ma sei l'ultima comunque. Ma frega, Sara. Ma sei cazzo l'ultima, quindi ci arriverai. Ok, posso aumentare la qualità? Puoi aumentare la qualità perché ho pagato Discord per così tu lo posso. No, vabbè, Polone. È spettacolare. Ok? Dario. Come si aumenta la qualità? Sblocca lo streaming di video in HD con Discord Nitro. Sì, sì. Dov'è che si fa? Come devi si premere, fa? Devi premere. Ah, qualità Nitro, guarda. Devi premere il tasto. Pazzesco, pago anche per farvi vedere bene. Posto. Però dice abbonati. Devi premere il tasto, mi sa. Sentite, ingrandite se no lo schermo. Ci avete 8 miliardi di sub a testa, non pedi coglioni. Dai, avete gli schermi che sono 68 pollici. Non pedi cazzo. E non toccare la mia community, la mia no, community. No, ho toccato i tuoi soldi, non la tua community. È diverso. È uguale, la mia community. Ah, fai money shaming. Bravo. Attenzione, mi guardi dentro il borsello, non me l'aspettavo da te, Poli. Look at this finger. Look at this finger, man. Ok, Dario, partirai te. E scegli una di queste categorie e una domanda e dovrai darmi la risposta. Prego, Dario. Allora, io dico Cerbero Podcast. Nostalgia per partire bassi 100. Ok, nostalgia da 100. 100. Prego. 100. Prego. 100. 100. 100. Beh, Dario, tutto a posto? C'è la domanda, aspetta, comunque. Aspetta, allora la guardo. C'è va a tempo, no? Ecco. Vabbè, ma non preoccuparti. Non... Te le leggi tu le domande, Poli? Sì. Ah. 100. A posto? Viva! Allora, ehi, che succede, Viva! Amico? Questa... Allora, stiamo parlando di Bugs Bunny Lost in Time. Dai, forza, andiamo avanti. Easy. Forza, dai. E questi sono 100 punti. Adesso, se Dario ne fa giuste altre 2, è a posto e passa a Edo. E poi adesso okay, la Dario, vai con un'altra. Allora io voglio volare a livello intermedio. 300.
Nostalgia sempre? Per forza. Beh, vada. I maiali sono i peggiori nemici dei cavernicoli. Tombi. Hai cazzato parecchio. Esattamente tombi, bravo. Tombi, bravissimo. Tombi, ma che cos'è? Sono cazzi tuoi, no? Tocca dire. Non sono domande, sono enigmi, no? Sono domandine così. Dario va a 400 e se ne fai giusta un'altra sei salvo fino a che non tocca a te di nuovo. Non 500 nostalgia, dai, proviamo. Cazzate come una bestia. Vai. La Madonna. 500 nostalgia. Ma se oggi è uno, ieri cos'era? Due. Vabbè, bella questa. Devi indovinare il gioco, non il... Se ci pensi, sì, è sempre il gioco. La risposta è sempre un videogioco, Se ieri... Se oggi è uno, ieri cos'era? Ieri era Hearthstone. Siamo gli eroi di Warcraft. Lui? Non la conosco. È giochi PlayStation 1 sta categoria, Dario. Giochi PlayStation 1 famosi. Quindi... Famosi? Molto famosi, incredibilmente famosi. Potenzialmente MVP. Oli. Edo. Posso... Non puoi aprire la chat, Dario, non puoi, no. No, ma non è, volevo chiedere questo. Ah, ok. Allora, secondo me... Dimmela. Aspetta che chiudo. Sono un attimo casato perché pensavo rispondessi correttamente. Allora, vai. Parliamo... Forse dico... Hercules. Taglio, non ci credo. Hercules. Yes! Zero to Hero! Vabbè, stai tranquillo. Hercules! La canzone, no? La canzone ieri era Zero di Hercules. È vero. Domanda bellissima del Polipiccio. Bravo. Perfetto. Allora, Dario, tu sei a posto. Hai fatto tre domande, quindi sei a posto. Edo, tocca a te. Edo, stai molto calmo adesso. Puoi farcela. Allora, io... Quindi, scusami, Poli, ma... Cioè, erano veramente così tricky? Cioè, ci deve essere anche un indizio all'interno... Cioè, stavi citando la canzone per farmi indovinare il gioco, quindi. È pazzesco, che ci abbiamo messo due mesi. Scusami, scusate, un attimo, mi ha preso mesi, un attimo. Mamma mia, Poli, che lavoro. Edo, non rompere i coglioni, scegli una domanda. Dai, adesso fai la figura di merda, adesso, 200 Veneto. 200 Veneto. Nonostante sia famoso grazie a questo, il gioco non si chiama Megalovania. E che cazzo ne so? Dai, questa è una cazzata. Questa è messa qui è perché è a livello Edo. Io che cazzo lo so. Un po' più facile, vuol dire, no? Cosa vuol dire Megalovania? Vuol dire che c'è qualcosa in quel gioco che si chiama Megalovania. Forse qualcosa di molto famoso. Il mio Pipo. La risposta è il tuo Pipo? È un videogioco? No, la risposta è King Jump. Purtroppo non è la risposta corretta. Jump è Undertale. È Undertale, un gioco. Non so neanche che cazzo sia Undertale. È un videogiochino importante. Vabbè, Edo, perdi 100 perché perdi la metà di quello che hai scelto. È un buff, è un bonus, è stata nerfata. È facilissimo, è potentissimo. Bello, ma allora quindi si può ribaltare subito. Tutto con un filo di gas proprio. Potevi dirmelo subito, va da meno un milione di punti. Non si può, credo. Sara, tocca a te. Come no? Vai. Allora, io vado su Abiura Me 200. Abiura di Me 200. Abiura di Me 200. L'uomo pacco terrorizzato dai fantasmi. Vai. L'uomo pacco terrorizzato dai fantasmi. Cilissimo. Domanda da 200. Boh, Luigi? Come Luigi's lui? Mansion, no? Io, prima che dirti, è nella categoria di giochi citati da Caparezza, nella canzone Abiura di Me. Quella fino alla biura. Ah, è vero, sono cogliona. No, io non vabbè, non preoccuparti, dai. Allora, purtroppo... Non lo so. Ma io, sì. Allora che cos'è sta canzone? Non lo so. Allora la risposta è Pac-Man. A parte che è l'uomo pacco perché Pac-Man è molto triste. Due mesi per concepirla questa. Questa ci avevo messo, secondo me, un paio di minuti al massimo. Però non l'ho sentita io quella canzone. Non c'è problema, Sara. Perdi poco, ti rifarei dopo. Dario, si torna a te. Allora, io vado di Abiura di Me, però sempre basso, 100. Anche se la conosco bene quella canzone. Corri, scappa! Bene. C'è il Nemesis! Vabbè, dai, Resident Evil 3. Non so se bisogna aggiungerci 3, però vabbè Resident Evil. Comunque Resident Evil andava bene, non osare. Vai, un'altra, Dario, vai a mille. Facciamo... Oh! Dimmi. Facciamo, migliore di me, sempre 300. Io vado così, a step. Con tutta questa nebbia, mi sembra di essere nella fottuta pianura padana. Silent Hill. Pazzesco, quest'uomo sembra scriptato, se ci pensi,
Beh, ma sono solo cheat nella canzone o dice anche i titoli? Sono solo cheat, dice proprio i titoli di ogni singolo. Non sempre, Poli. Comunque facciamo l'85% sono titoli comunque. E abbiamo non usato sempre. Quelle. Abbiamo usato a quelle. Di me, a biura di me 500. Vai, proviamo. Tanto se... Rosso, giallo più, verde, arancione, blu. La faccio inesperto più. Questa è una citazione di Power Rangers anche. Sì, chiaro. Però ecco, vedi, queste sono un po' quelle tricky di merda che ti garbano a te. Pazzesco, eh. Giallo blu, verde, arancione e blu. La faccio è l'arancione che mi tilta. Che cazzo citava? No, non voglio perderla. Mi sa che rosso, giallo, blu. Aspetta, beh no, vabbè, in realtà è universale. No, ma non credo c'entri il colore, cioè se sono daltonico, allora, non è un problema. Non credo sia un problema perché comunque sono universali e li chiamano anche così, quindi secondo me non dovrebbe essere un problema la risposta. Poi mi dirai te se è un problema. La madre è universale. Forse sì. Sono due indizi. I colori sono e esperto. Vabbè, esperto più, chiaramente. Guarda, l'unica cosa che mi viene in mente... Qual è, Dario? Sono i colori dei tasti di Guitar Hero. È Guitar Hero. Era un problema per il daltonismo. Scherzi a parte. Questa volevo toglierla alla fine, ma l'ho tenuta. È un problema per il daltonismo. Ma queste sono difficili, comunque. Eh sì, sono da 500, valgono una sbordello anche. Esperto più è la difficoltà aggiuntiva delle canzoni col doppio pedale su Guitar Hero World Tour. Sì, sì. No, io non l'ho mai affrontato più di tanto perché quello mi ci vuole un po' più di tempo. Però ci Edoardo, il Masseo. Scelga. Io vado sempre di Veneto, però 100 stavolta. Veneto 100. Per ritornare a zero. Vai. Vediamo un po'. Qui si fa la storia. E questa me la potrebbe leggere Dario. Secondo me questa la legge meglio, Dario. Qui si fa la storia, ragazzi. Smettete di intermi il game. Pezzi di merda, stronzi. League of Legends. Molto facile. League of Legends. Un saluto, peraltro, a... Un saluto. Brizzone. Eccoci. Edo, amici, altre due. Easter. Vai, un'altra. Lo faccio per voi 200. Eccoci. A categoria più... Capiamo. Ecco a te 200 punti. Vabbè. Volevi. Ma cosa dovrei dire, scusa? Allora, qua si cita uno famoso youtuber, streamer, creator. Ma devo dire il nome? Cazzo, allora, se tu mi sai dire il nome di questa cosa, meglio. Mi devi rispondere con un videogioco. È comunque ma davvero? Però questo è un po' fuorviante. È un po' difficile. Ma più che altro, posso dare un trasversalmente un suggerimento a mio fratello? Vai, certamente. Che perché prima Zeb, ok, perché tanto l'ha capito, ovviamente, di chi sta parlando, aveva un main. Ok, ne ha un altro, capito? In realtà, però, cita, ricordo che la categoria sono meme. Ah, storici. Che video citava? Che gioco nel video? No. Sarà un video di giochi di merda, una roba del genere. No. È un po' questa categoria è bastardina perché bisogna che conosciate i meme dell'internet. Edo, prova a sparare qualcosa. Però non ha senso. Io sono spiegata. Allora. Non ha senso questa domanda. Chiedo il fact checking qua. Puoi chiedere il fact checking, ma sai la risposta? Perché? Ma che cosa vuol dire? Allora, io penso questo video qua. Attenzione, non c'entra il video, c'entra Zeb 89, un gioco famoso grazie a Zeb 89. Ma è fuorviante perché c'è un gioco che esiste grazie a Zeb 89, un gioco esiste. Realtà, ora ce ne sono esiste due. Grazie a Zeb 89, esiste. Serious Sam. Esiste anche senza Zeb 89, c'è un gioco che esiste. Ha risposto Edo. Ho risposto. Non allora. È Serious Sam, Serious Sam esiste anche senza. E la risposta ma te intendi il gioco dei vicini, vero? Assimetrena. Pensavo quel gioco che era diventato famoso grazie a lui. Questa era fuorviantissima. Quello dei vicini. Poteva essere Dead by Daylight, poteva essere Serious Sam. Allora, facciamo una bella cosa, visto che io voglio venire incontro a mio fratello Edoardo, il Masseo. Edo, sto che te l'annulliamo. È incomprensibile, non si può. Me ne scegli un'altra e non hai perso niente. Vai. Ultima. Perché è giusto, potrebbe essere vero. Era molto complicata. Per essere da 200. Vada. Veneto 300, vado Veneto 300, Veneto 300, Veneto 300. Un pentolone così resistente da fare invidia a Giorgio Mastrota. Giochi Rage. Questo è Rage. Sta zitto, Dario, aspetta. Ti volevo aiutare. Come cazzo si chiama? Questa, mannaggia. Mi ricordo.
Il tizio dentro la pentola col martello, come cazzo si chiama? Vabbè, in realtà se non ti viene il titolo esatto, va bene, andrebbe bene lo stesso. Aspetta, aspetta, no, 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 no. Non lo ricordo. È qualcosa app. Bella questa cosa, bella questa gag fisica, cioè di Chaplin. Sì, è quello che fa così. Vabbè, sì, dai. Ma come cazzo il movimento chiama, vale Giorno? Come risposta corretta get up. È... No, non è get up. Getting over it. Va benissimo. Getting over non mi ricordavo it, assolutamente il titolo. No, molto no. Difficile, molto difficile. A me veniva Mango getting io. Up, una roba del genere. Non c'è problema, non c'è problema. Get up, va benissimo, è giusta, è giusta, è giusta, è giusta, è giusta. Sara si tocca, non è tocca giusta, a me. Non è giusta. Ma sì, ma hai detto il gioco, hai capito di cosa si cita? Hai detto che lo conosci o ti ricordi il titolo, va bene come risposta. Non potete vabbè. Ricordarvi sei incazzato, No, no, va per farmi capire il mood. Non voglio scammare. Voglio scammare. Vai, proviamo Nostalgia 200, vai. Eccoci qua. Non voglio Edu scammare. E Merrino concordano sul fatto che questo gioco sia Dio, ma per due motivi Dio. Diversi. No, anche questa boh. Chi è? No. Edu e Merrino, quindi Edoardo, il Masseo e Marco Merrino, concordano... Pokémon? Da un indizio aggiuntivo, da un indizio aggiuntivo solo perché... Io la so questa. Per due motivi diversi, quindi Edo pensa che sia Dio... Probabilmente per un suo modo di suo parlato. Mentre Merrino forse perché proprio lo elogia molto. Oh, mi è venuto in mente solo Porco, ma non credo che fosse quello che tu avevi. In realtà è giusto Porco, ma non esiste un gioco che si chiama Porco. E infatti. Ah, ma vaffanculo, ho capito. Hai capito qual è? Io ho capito. Sì, sì. Certo. Sara, vediamo. È un aggiuntivo, è un dettaglio. Bisogna conoscere un video molto famoso di Marco, peraltro. Questa è carina come formulata, insomma. Ti ringrazio. Quell'altra faceva capra. No. Se non lo bello, so, mi viene in mente. No, non lo so. Mi viene in mente solo Pokémon. Nati per soffritto. Ox of War. Ox of War. Mm. Che ha messo nella top. Nel primo posto della ci sua. Ci pensavo oggi, cazzo. Ci pensavo oggi. Perché a quel Edo video, dice Dio e poi associa al. Diciamo al. Animale, no? Non la sapevo. Mentre Merrino. Lo so, al primo gioco, il gioco che più l'ha stupito quando era ragazzino, quindi Dio in quel senso, elogiandolo. Ok. No, allora no. Andiamo da Dario Moccia, prego. Allora, proviamo a biura di me. Non preoccupatevi, è molto lungo. Facciamo a biura di me 400. Prego. L'ultimo a differenza rimasto. Di questo titolo, se qui sbagli la risposta, non puoi tornare indietro. A biura di me Caparezza. Ah, mi hanno detto che Edo è a 200 punti, peraltro, regista, cortesemente. Perché era il meno 100 di prima. Ah, sì, giusto. Non giusto. C'è problema, non si preoccupi. Differenza? Di non lo so, che... Poli. C'è un gioco che viene citato nella canzone di Caparezza dove se fai un errore si torna indietro, no? Quindi c'è uno strumento che ti permette di tornare indietro. Prince e ovviamente la risposta era Prince of Persia, esatto. Che Fedan cancella, rimane comunque a 200. È giusto 200. È inutile che fai così. Era Prince of Persia, ovviamente. Sono meno 200 per Dario, perché era quella da 400. Perché usa le sabbie e torna indietro. È l'unico gioco dove si annulla la mossa come errore. Data così. Edoardo, si torna da lei. Prego. Rischiamo? Dai, lo faccio per voi 100, via. Lo faccio per voi 100. Sì. Vabbè, questa. Cosa è un videogioco. Citare? Vabbè, un videogioco. Vabbè. Sempre videogioco. Sì. E allora è FIFA. Pulito. Semplice. PES. Facile. Quello che cazzo. Perfetto. Sì. Questa è proprio per Edo. Perfetto. Ah, un'altra, vada. Un'altra. Questa era per voi 300, vai. Lo faccio per voi 300, eccoci. A forza di costruire case in questo gioco, c'è chi si è comprato la villa a Milano. Ah! A forza di costruire case in questo gioco. Ah, è Minecraft. È proprio Minecraft, vabbè, ovviamente. Real Power. Su non faccio nomi, ovviamente. Poi la villa 50 metri quadri. Non è che dovete rompere per ogni cosa, è fatta per fare la domanda divertente. Poi ci voleva buttare dentro la lanza, ma non è andata bene, insomma, le solite cose. Ok. Mia madre. Minchia raga, io le spero ve le so zero proprio. E allora sai cosa? E do l'ultima, vai. E dopo qua non so dove andare se non Dai, 400 Veneto, via. 400 Veneto. Dai. Yeah. Scusi cameriere. Va bene che l'ho ordinato al sangue il filetto, ma non mi aspettavo che saltasse via dal piatto. Pozzi.
Pozzi? Sì, Pozzi, scusi, Pozzi, cameriere. Va bene che... Vedi che l'ho ordinato al sangue il filetto. Filetto. Però... Sempre videogiochi. Videogiochi? Guarda, guarda Edo, ti do un indizio. È, videogiochi, è, credo che sia l'unico dove tutti siano d'accordo che sia Rage. Videogiochi, Rage. Ma io tra l'altro, Rage, io tra l'altro, Edo, non l'ho mai giocato. Non l'ho mai giocato. Io non l'ho mai giocato, basta. No, io. Dread l'ha giocato, secondo me è Super Meat Boy. E buttati. È Super Meat Boy, certo. Eccolo. È proprio Super Meat Boy, esatto, perché il filetto è il pezzo di carne. No, nel gioco è sempre pezzo di carne che salta. Di Dread, me la ricordo questa. Si va da Sara, visto che ne ha fatte giuste tre. Sara. Oh, io provo, ma io ste cheat non le conosco, sono ignorante. Siamo stronzi, siamo stronzi. Allora, vai, proviamo 100 ai test. Vediamo se ne indovino una. Vale. Luke, io sono Volpesco. Oh, è sempre nome di un videogioco? Allora, categorizziamo. Nome di videogioco estremamente con tecnologia futurista. Vabbè, Star Wars. Certo che Star Wars, Luke, sono tuo padre, Volpesco, mi pare. Sì, 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 sì. Bellina. 100 punti per Sara, vada. Carina questa. Allora, dammi high tech. Dai, proviamo 300. Cazzo, passata. Tutti questi bug mi lasciano, tra virgolette, senza fiato. Dai. Giochi, sottolineo sempre, estremamente con la tecnologia avanzata. Quindi molto avanzata. E ci sono due indizi, quindi bug e senza fiato. Utol, mi pare. Sto pensando. Utol non mi sembra un videogioco. Allora, buggatissimi, recenti, con tecnologia super avanzata. Mi viene in mente Cyberpunk, però... Dimmi la risposta e io segnalerò. Dai, Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Yeah. È l'unico, sì, perché bug e poi senza fiato è il Keanu Reeves che dice breathtaking. Stavo pensando tutta la roba di Bethesda in realtà, però hai detto you are breathtaking. Sara, se ne fai giusta un'altra non perdi niente sta manche. Vada. Va bene. Cuto. Dai, allora proviamo nostalgia 400. Proviamo nostalgia 400. Pensi veramente che venire a sapere che Babbo Natale non esista sia un trauma? Beh, pensa quando sono andato al cinema e non ho sentito Flipendo. Cosa vuol dire Flipendo? Cuto. Cuto è un altro videogioco. È ricorrente questo videogioco. Ricorrente questo videogioco. Non mi venire a sapere che Babbo Natale non esiste sia un trauma. Pensa quando sono andato al cinema e non ho sentito Flipendo. Quindi vuol dire che è un gioco dove che c'è anche un film, no? Ma è nostalgia, quindi è vecchio. È nostalgia e PlayStation 1. PlayStation 1 questo. Forse famoso della PlayStation questo. 1. Forse l'ho giocato questo. Flipendo. Dio buono te. Dio buono te. Non lo so. Dio buono te. Non mi viene in mente. Tu sparami, guarda, spara un gioco di cui c'è anche un film, perché della PlayStation 1. Ed è facile. Un gioco di cui c'è anche sarà, boh, il Grinch. Purtroppo non è il Grinch. È Harry Potter. Che c'è la sua spell principale è Flipendo. Ah, Flipendo e Harry Potter. Ma questa era... E poi al cinema... Non l'ho mai sentita Flipendo. Appunto, al cinema non c'è Flipendo. C'è nel videogioco, ma non nel... Fact checking. Cioè, in realtà, vabbè, c'è una citazione, ma comunque principalmente non lo senti nella saga di Harry Potter. Nessun problema. Ok. Devo recuperare un po', perché Edoardo mi sta al culo. Vai, Dario. Recuperare, dai. Allora, facciamo... Boh, lo faccio per voi 400. Eccoci. Proviamo. In questo gioco i compagni di merende girano spesso nei condotti di aereazione. Ah, allora ecco, vabbè. Giochi che... Sono indeciso tra due. Allora, facciamo Among Us. Dimmi qual è la tua risposta e via. Anche se sono... Vabbè, facciamo Among Us, dai. È Among Us, esattamente. Ma mi sono cagato addosso. È Among Us, perché sai, no? Sì, era un... che schifo di gioco di merda. È sempre degli youtuber streamer, quindi in realtà ci stava la categoria. Dario, tu ci hai giocato, hai fatto le altri stream, due, che cazzo dici? Sì, due. Allora, high tech 400. Eccoci. Se Minecraft può essere definito open world... Questo è definibile open world. Ma questa è una stronzata. Dio Cristo, però, aspetta perché non mi viene in mente il titolo. Cristo Dio, zitti!
Nome Sky. Esattamente, Nome Sky, Open Universe, Open World, quindi esattamente. Ma questa non era da 400, sì, devi scrivere procedurale. Ma nei test era difficile questa. Ma senti, se io seleziono una domanda da 500 e la perdi, perdi 250. Ok, allora facciamo rischio, dai, me la rischio un po'. Che? Facciamo, lo faccio per voi 500, dai. Se non c'è una domanda sulla... Tra moglie e marito, non metterci Curo Lili. Allora, stiamo sempre citando un gioco, chiaramente. E questa non la so neanche. Ah, la so io! Forse è It Takes Two, perché io e Matteo abbiamo giocato It Takes Two. Perché moglie e marito siete voi due e c'è Curo Lili che è in più in questo trio, no? Certo, certo. Io non l'avrei indovinata mai questa. Meta! Cazzo, pazzesco! Questa era devastante. Devastante, vai. Qualità questa pazzesca. Poi l'inquizione, episodio 2. Lo show più merdoso di Twitch. Certo. Dai, Edoardo e Masseo. Vada. Dai, Edo. Veneto, 500. Andiamo lì. Fatto come una bestia, incredibile. Una merda. Oh sì, questa è perfetta. Questo platform ti fa venire voglia di diventare vicentino. Vabbè. Mario. No, è capitata facile, però questa era facile perché lui poi mangia i gatti. No? Certo. Get Mario, perché i vicentini si sa, mangiamo i gatti da un paio. Mangiano i gatti. Edo, ne hai due, quindi se le fai giuste le becchi entrambe, se no ti fermi prima e lasci l'ultima sala. Hightech 200. Ecco. Andiamoci piano. Una produzione vabbè, il cazzo immenso di Kojima, non fatemelo urlare. Il cazzo immenso di Kojima. Cos'è, una citazione a qualcuno di memorabile? Dai. Sono indeciso. Bene, sempre. Ogni tanto sento un problema dal tuo microfono. Sono indeciso. Quant'è che perdo? Perderesti 100 da questa, perché è da 2, quindi perdi solo 100. Sempre tutto a posto. Cazzo. Il cazzo immenso di Kojima. Non so, ho Hai due? È quello del postino di merda. Come vabbè, cazzo si chiama? È giusto, aspetta, però, postino. Aspetta. Dammi qualcosa in più. Death. Vabbè, anche se è metà, va bene lo stesso. Death Stranding! È lui. Bravo. Kojima, no? Creatore incredibile. Di qua. È proprio... Ecco, questa pura. Edo, c'hai l'ultima. Stavo dicendo standing. Se la fai giusta, sono 500, se no perdi 250. 500, vai. Quattro ruote? Nah. La mia macchina la preferisco a quattro zampe. Tucoli, eh? Tuco è sempre Salamanca. Questo videogiochi con tecnologia molto avanzata. Va bene, abbiamo capito. Avanzata. Questo è il simbolo dell'avanzato. Ruote, no, la mia macchina la preferisco a quattro zampe. Non la so. Spara a caso, meglio che niente, fidati di me. Quattro ruote. Spara a caso. Zekrom? Zekrom, no, non Zekrom è un videogioco. Pokémon. Non brava, è un particolare. Ma scusa, macchina a quattro zampe Vabbè, ma non zio. Ho giocato quel gioco, ma non sono sicuro che... Non, ma non tu so spara se una risposta! Horizon Zero Dawn. Vedi che è più semplice del previsto? Bravo! È Horizon, perché le macchine diventano le bestie, quattro zampe, perfetto. E dove spara a caso? Ah, per Horizon, perché sono tutte e due, ok. Capito, l'unico gioco con le bestie, con le tecnologiche, è quello, un livello... ma non l'ho mai giocato, non so se ci sia una situazione del genere dentro. Ma no, no, ma perché... Lui. Vabbè, non so spiegarla. Bene, allora, fine primo round. Ci vediamo, un Dario... Cazzo! Tranquilla, Sara. Ah, ma ora si va. Adesso succedono cose. Allora, quello che accade è, avete sfidato, ricordo che eravate qui per sfidare, diciamo, Cortex. Mecha Cortex. Mi dicono 2002 a Edo. Vabbè, palesemente il regista è incapace di matematica, scusatemi ragazzi. No, è 1700 più 500, 1700 più 500. Sono la più finta, tu che spieghi, tanto ti sento. Vabbè. Allora, il recap in questione è il seguente. Dario Moccia, primo posto, con 2900 punti. Edo, secondo posto, 2002. E poi Curo Lili, terzo posto, con 0 punti. Allora, io vi dico sempre, tra un round e l'altro, non ve lo spiegherò, ve lo dico, cioè, aprite la chat a vostra scelta, non fregatevi nel cazzo perché potete leggere senza problemi. Cosa succede? Dovrò aspettare Sara perché devo farvi vedere una cosa.
E cosa accade? Che Cortex lo mandate a fanculo perché lui voleva mega prepararvi a distruggervi mentalmente sui videogiochi, ma voi ne sapete più di lui. E ovviamente, ovviamente non si fa da parte come promesso, perché è un villain, quindi quel cazzo che si fa da parte. E abbiamo preparato una cosa da farvi vedere, appena torna Sara ve lo mostriamo. Eccomi, vai! Quindi, ricapitolo, eravate lì, sconfiggete Cortex mentalmente, diciamo, però lui si arma e... Quindi adesso possiamo riaprire la chat o è pericoloso? Sì, 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 guarda, guarda. Cortex, non erano questi i patti? Voi scienziati pazzi siete tutti uguali. Ratchet, ah, no, ma non si... No, con le voci originali, Poli! Si adottori ma voilà, davanti al nome, serio? Non ti puoi fidare. No, questo è Mario Sturniolo, un saluto. Te la facciamo passare noi, la voglia di ridere. Scusate ragazzi, ma quanti videogiochi avete giocato? È stato bravo, eh? Bravo, fede alla sua parola. Ma poi non è Cortex. Zitti però, Cristo Dio! Ne abbiamo almeno giocati adesso. Sicuramente più di te. E se c'è una cosa che sappiamo... È che questa è la scena. Ragazzi. Dove ti spacchiamo il culo? No, ma non credo dicano così nel gioco, eh? Ecco, vedete, non è riuscito a trovare il giocatore di Clank. Dio Cristo! Clank, ma non potevi farlo subito? Ehi, figurati. Oddio, ma è un cazzo! Ha vinto, Dio Cristo, Dario! Clank, che ti è successo? Si è trasformato in un 2D. Ragazzi, cosa sta succedendo? Che ha fatto le animazioni? Oh, Edo, Dio, calta, zitto. Cristo Dio. No, ho bestemmiato, credo, eh. No, è l'occhio del millennio. No, il turbo. No. Poli, che fenomeno, Poli. Buonasera, miei nuovi amici. Benvenuti nel mio mondo animato. Purtroppo per voi avete avuto la sfortuna di far parte dei mondi che ho scelto di controllare. Gli altri membri del concilio mi hanno detto che non sarebbe valsa la pena sporcarsi le mani con voi. No, vabbè. Ma sapete, non volevo lasciarmi sfuggire l'occasione di divertirmi. Dopotutto, questo è un grande show. Nonostante io non riponga molte aspettative nelle vostre capacità, spero che siate almeno in grado di farmi divertire un po' prima della fine di questi mondi. Fate del vostro meglio per non deludermi. E diamo il via allo spettacolo! Fa paura l'occhio strecciato. Che serio, fico. I personaggi, le musiche, tutto ciò che è stato utilizzato in questo video appartiene ai rispettivi proprietari. La cinematica è stata creata solo a scopo intrattenitivo. Porca puttana. Esatto. Ma qualche... Poli, veramente ma guarda, cavolo. Guarda, se ci pensi... Dio, veramente, Dio con voi due adesso, mi cazzo, regà. Allora, piccolo recap. Vai, cos'è vai. Cioè, l'avete visto? No, l'avete visto un cazzo perché l'avete sentito una minchia. No, in realtà, stanno insultando. Faccio io il riassuntone, va bene? Riassunto, allora. Testa di cazzo. Allora ci sono Reshet, Clank e quell'altra Rivet, che praticamente sono stati trasformati in Toon da Pegasus, perché bello. Pegasus fa parte del Concilio delle Ombre, sì. E quindi adesso dovremo affrontare probabilmente Pegasus, perché appunto vuole divertirsi con i nostri anni, con i nostri corpi. Esatto, ecco. Esatto, vi siete diventati dei cartoni sostanzialmente, no? Cartoni. Quindi siete entrati nel mondo di Pegasus. Prima di andare avanti, un ringraziamento al volo ai doppiatori Alessandro Rigotti per Ratchet, grazie. Katia, Sorrentino, Claudio Moneta e Mario Sturniolo per ultimo. Mario, ho sentito che diceva, Dario diceva non hai trovato Clank, in realtà Aldo che si saluta e si ringrazia, Aldo Stella non può, Aldo esatto, non può, non ha potuto farlo per ragioni che non rivelerò qui, però vabbè, perché era stato contattato, aveva mal di gola. È un po' di più di mal di gola, ma va bene, non andiamo a indugiare. Prima di andare avanti, però, un cazzo della gola. C'è una seconda cosa che devo dire.
E questa è importante. Questa è importante per me, ma non per voi. Voi non ve ne fregherà un cazzo. Ovvero, vai, dici un po', Poli. Ovvero, visto che tutto quello che viene fatto, non ci sono sponsor, non ci sono pubblicità, non si mette un cazzo, non si ringrazia allora, non è che devi fare, cioè, devi stare zitto, Dio Cristo, un secondo. Abbiamo, abbiamo. Di fare paladino dei soldi. Ma l'ho deciso io e adesso me lo fai dire, ok? Abbiamo aperto un Kickstarter per finanziare il progetto Poli Quiz Show. No. L'episodio 3. No, va fa culo. Allora, ok? Non darmi il cazzo. Dammi, a cui io mi dissocio, tra l'altro. Dissociatevi tutti, ovviamente non riguarda voi, riguarda completamente, direttamente, solamente me. Quindi il Kickstarter è attivo, punto esclamativo Kickstarter. Chi lo sta vedendo su YouTube lo trovate in descrizione. Ci sono ricompense per chi supporta. E anche dei gol per fare altri episodi spin-off. Che ricompense sono, Poli? Il copione del quiz per giocare, avere tutte le domande, giocare con gli amici, partecipare alle beta, i best-off. Non c'ho i soldi, Edo! Dio Cristo, non ce li ho! Me li dai te? 20k? Via, al volo, ok? Ecco, lo trovate lì, punto esclamativo Kickstarter, ci sono tutte le cose segnate, non vi voglio rompere i coglioni ancora. Poli, ma che ricompense ci sono? Dici un po'. Allora, i ringraziamenti. Il copione per giocare a tutto lo show a casa. Un calendario intero delle foto del mio gatto. Ma stai scherzando? No, assolutamente vero. Regà, assolutamente vero. Tutto reale. Possibile mentire. Partecipare alle beta, partecipare a scrivere il quiz insieme a noi. Tutto vero. Trovate tutto lì. Basta. Non voglio fare altri sell out, quindi togliamo questa cosa a schermo. Non voglio prendervi altro tempo e andiamo avanti noi, perché sennò non finiamo mai più. Voi siete stati tunizzati. E mentre siete lì, dimmi tutto, Edoardo. Aldo, c'è il copyright sul video di domani? A posto. Secondo lavoro. Aldo Vib, facci sapere. Ma scusa, però posso fare... Ma quindi Cortex va levato ora qui dallo schermo? Dario, mi fai... Adesso ci arriviamo, un pochino alla volta, ok? Una cosa alla volta. Perfetto, Aldo. Ah, una domanda. No, ti dico che adesso arriviamo a tutto quanto, ok? Vai. Ok, quindi succede che passa dalle vostre parti nel pianeta dove siete, che avete visto prima in questo luogo desolato, eccetera, passa una mascotte del Poli Quiz Show, ovvero il locandiere di Hearthstone. Passa Perché è una gag, ci serviva un modo per mandare avanti la trama, sostanzialmente. Passa da voi, Gianluca Iacono, e sentiamo cosa vi dice. Il Masella. Ecco. Non è mai andato a genio quel tizio. Ogni volta che si parla di carte, crede sempre di essere superiore. È vero. Se solo ci fosse... Chi? Aspetta. Chi? Mi è venuta un'idea. Vediamo se la trovo. No. Eccola. Questa, ragazzi miei, pause. Fa il caso nostro. Tenete questa pergamena, una volta decifrata avrete la possibilità contro Pegasus. Il locandiere, Gianluca Iacono. Ah, quindi la seconda mancia, il secondo gioco è su decifrare pergamena. Andiamo a vedere la pergamena. Eccoci qua. Questo è il secondo. Quindi è cruciverba. Esatto, la pergamena che vi ha dato il signor mio fratello Gianluca Iacono è sostanzialmente... Mi sa che le fiammelle nascondono un inghippo. È un indizio che adesso spiegherò. Un indizio. Ovvero, ogni singola fiammella è una runa che se attivata, quindi se rispondete correttamente alle domande dove ci sono le fiammelle, andate a risolvere questa pergamena. Quindi su quello che vi ha detto il locandiere si avvera, ok? Cioè vi arriverà una mano di qualche genere. Può essere qualcosa, qualcuno, qualcuni e molte altre cose. Okay. Come prima, a turno, partendo da Dario, perché teoricamente è il più svantaggiato, visto che non ci sono lettere, ed è quello che ha più punti, quindi per pareggiare partirà lui, dovrai scegliere uno dei numeri a schermo, quindi 4 orizzontale, 5 verticale, quel cazzo che ti pare, ti verrà fatta una domanda, e se la risposta è corretta guadagnerai 150 punti, se la risposta non è corretta non perdi niente, semplicemente la risposta non viene data, la darà un'altra persona. Da adesso in poi basta chat a tutti e tre. Figata. Ve lo segnalo. Vabbè, tanto non l'ho aperta mai. No, vabbè, ve lo dico. Quindi Dario, scegli una scritta e parti. Faccio 4 orizzontali, ma la fiammella? La fiammella, una volta che tu rispondi a tutte le risposte, appunto, la fiammella si attiverà alla fine. Quindi alla fine del cruciverba queste fiammelle prenderanno una forma. Ok? Cosa ci vuol dire, Edo? Cosa vuol dire? Modalità aereo. Ok, a posto. Quindi, Dario, scegline e via. 4 orizzontale. Eccolo lì. C'è chi lo fa guadagnando esperienza e chi guadagnando soldi. Aspetta, do una piccola lore. Non è solamente videogiochi qui. C'è anche lore vostra, meme vostri. Meme vostri, lore vostra, sono 6 lettere.
Quindi può essere sesso. Qualsiasi cosa riguarda, che riguarda non voi. Non c'entra, non c'entra sesso. Secondo me... Però, guadagnando esperienza e anche soldi. C'è chi lo fa guadagnando esperienza, c'è chi... Beh, sarà giocare, cioè qualcosa legato al gioco, al gaming. Vediamo. Gaming, no. Forse. Non è gaming, oh. Purtroppo. Niente. Aspetta, però non ho detto nulla. Hai detto gaming. Vabbè, allora è gaming. Vabbè, non è gaming. Vabbè, se vuoi darmene un'altra, ma non è gaming. No, no, gaming. Non è gaming. La risposta non è gaming. Apposta. Edo, vai. Non perdi niente, non guadagni niente. Quindi avete spam di tentativi. Cosa devo fare? Scegli un numero, un cruciverba e una domanda e ti verrà fatta la domanda. Basta. Sono indeciso. Ah! Vai. Qual è che avevi scelto te, Dario? 4 orizzontale. 4 orizzontale. Io faccio 3 verticale. 3 è un 3. 3 verticale. Vai. Per giocare a Elden Ring te lo devi attaccare al culo. 4 lettere. Bello questo. Questa 4 sarà lettere, me le vostri. Questa purtroppo la so anch'io. È tutta roba vostra questa. Te lo devi attaccare al culo. Allora, c'è poca roba che ti puoi attaccare al culo. Beh, allora, posso chiedere se è una cosa a sfondo sessuale? Non è una cosa... Oddio, potrebbe essere usata a sfondo sessuale, no, ma non lo è. Non lo è, non, no. Ti direi di no. Quindi non è quello che pensi, inizia per P. Un catetere? Sì, 4 lettere. Catetere! Ah, no, non lo so, un po' di più. Come 4? 1, 2, 3, 4. Allora, scusa, se non è un catetere, che cazzo puoi attaccarti nel culo? Dammi una risposta da 4 lettere. No, queste sono 5. Tubo. Cioè, tubo. È il tubo. È tubo. Ah, ok, è tubo. Perché è il tubo, cosa, è il che meme. Cazzo devo fare? Sì, devi darmi la risposta. Senti che non me la dai, Dio Cristo. Ma meme, però. Da Sara che si mette il tubo nel culo perché sì, giocare al Elden Ring perché culo, non caga. Tubo della non merda, dai. È vero. Ho una quantità di tubi. Io non riesco ancora a capire cosa cazzo sia quel 4 orizzontale. Sto impazzendo. Adesso c'hai una lettera in più. Lo so, sto pensando. Sara, tocca a te. No, vedo, hai fatto, tocca a Sara. 15 orizzontale. 15 orizzontale. Magari disabilitiamo l'altra, Fedand, prima, visto che non si capisce una sega. Quante volte sei stato tentato di fare l'assicurazione solo per potergli spaccare il gioco davanti? Vabbè, dai. GameStop. GameStop, esattamente. Ah! GameStop, quindi tu li spacchi. No, 150 punti per Sara. No, qua si chiama Amazing Games, come la mettiamo? Vabbè, ma voi non è che... Vabbè, facciamo la 8 in Svizzera si orizzontale. Chiama Games. 8 orizzontale per Dario. Sì. Vediamo. Ma adesso che c'è la fiammella... Se non lo spegni, potrebbe saltare la stream. Ah, sì, lo so! Come se non lo spegni? Con una... Se non lo spegni, potrebbe saltare la stream. Se non lo sa... Ah, certo, sì! Il forno per cuocere quelle cazzo di uova! Ovviamente è il forno, esattamente. Saluto, Axel. Non li prenderemo mai più, questi spam! 150 punti per Dario, che mi fa la risposta corretta. Bella questa. E Edo inizia a sceglierne un'altra per il tuo 5 orizzontali. Comunque la fiammella non ti dà punti in più, no, cioè semplicemente alla fine per decodificare la pergamena. 5 orizzontale, vediamo. Orizzontale, via. Per chi la conosce, per chi la sta scoprendo e per chi la scoprirà. Beh, dai, zio, questa è easy, no? La figa. Ma cosa c'entra la figa? Io che cazzo ne so? Per chi la conosce, per chi la sta scoprendo e per chi la scoprirà. Ma che ne so? E la tua risposta esattamente è? Niente, tutte le risposte parlano di lui. La risposta è esattamente quella? Edo, se vuoi te la segno come buona. Sì, purtroppo non è figa, ormai. Allora. Mi spiace dirti che purtroppo non è. Scusami, posso riformulare? Ma vabbè, ma l'hai sparata un po' così, sembrava quasi un meme da come l'avevi detta. No, non era un meme, 4 lettere, figa. Nessun problema, vabbè, nessun problema. Allora, problema. Vado sempre in sci... Dario, tocca a Sara. Una volta. No. Sara, Sette verticale. Per gli unici modi per portare questo come? Gioco sono da ubriachi o in una live sponsorizzata. Vabbè, bellissimo. Bella vero, questo. Vero, questo è vero. Grande questo citazione vero. Quando ci siamo conosciuti io e Dario Moccia. Sì? Sì, bacheca, saluto. Da ubriachi o in una live sponsorizzata? Io faccio una cosa perché la musica non è andata in loop, quindi la riattivo. Aspetta, da ubriachi o in una live sponsorizzata? Da ubriachi... O in una live sponsorizzata. Dai, pensa, Edo.
Qual è la... Ma è per Sara, 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 è per Sara. Di buono. Che numero era questa, scusatemi, che non so le caselle? Domande, 7 verticale questa. 7 verticale. Questa. Che questo è un bel modo di parlare. Sì, però, però non è tutto il nome. Come no? No? Ah sì, non lo so. Inizia per F. No, aspetta. 7 verticale. Sì, inizia per F. Inizia per F, sì. Cazzo è con la F? Ah no, allora non lo so. Una live sponsorizzata, quindi è una roba allora che viene sponsorizzata spesso. Eh no, Dario, io pensavo fosse tipo la stream delle mattonelle. La stream delle mattonelle? Sara, ti chiedo una risposta, se no... non la so. Niente. Questo problema, non guadagni e non perdi. Si torna da Dario. Allora, io vado di 5 orizzontale, quella che ha fatto Edo. Per chi la conosce, perché la sta scoprendo. Perché vabbè, lore. Ed è ovviamente lore. La lore. Ma era saluto. Meglio la fica, dai. Era meglio, però purtroppo... Per chi la sta scoprendo e per chi la scoprirà. Però purtroppo è così. Di Sabaku. Sabaku dice ogni giorno da 5 anni. Esatto. Ma non la sapevo. Edo, si torna da te, vai. Scegliene una. Comunque confermo che la figa è meglio della lore, quello sicuramente. Ho capito, però lui lo dice questo, purtroppo non ho scelte. Edo. Ma vedi che la... No, aspetta. Stavo cercando di capire quale fosse la... Vabbè. 14 verticale. 14 verticale. Scorre più velocemente di lunedì mattina alle poste che non al day one di Lost Ark. Bella questa, questa è di Sara. Coda, esattamente, certo. la coda sullo Stark e la coda alle poste. Porca puttana, fantastico, messo in giocare pazzesco. Per quella merda. 2005 al Maseo. Sara. 17 orizzontale. 17 orizzontale. Ogni mattina, in Friuli, un volpe si sveglia e sa che dovrà correre più velocemente del giorno prima per battere il suo record. Porca troia, io non so un cazzo. Io questa è bella. La sai anche te, Edo, questa? Beh, certo, volpe fa solo quelle. No, non solo. No, su volpe non so. Allora, è una cosa comunque che lui fa per battere un suo record. Ti do un indizio. Lui fa per battere un suo record, quindi magari basati su questo. È la 17 orizzontale. Non ho assolutamente idea. Allora, skip, nessun punto, non perdi niente. Dario. Vado io? Sì. 7 verticale, Fall Guys. 7 verticale, Fall Guys. No, no, ti ho detto una cazzata. È giusto, è Fall Guys. No, sì, è Fall Guys, sì, scusa. Fall Guys. Era Fall Guys. Fall Guys alcolico. Io poi, Fall Guys alcolico. No, ma stavo pensando a giochi brutti. Ma 7 verticale c'è una R di mezzo, com'è possibile? Come? Dove? Dov'è la R di mezzo? Ma che cazzo? Era una G. È una G, non una R. Vabbè. 3250 a Dario. Edo. Scusami, che cazzo è? Ah, è uno quello, non 7, fanculo. Perfetto. Prego con Edo, vada. Oh cazzo! Qual era quella su volpe? 17. Se vuoi quella 17. Bella, era rileggiamo. 17 orizzontale. Ogni mattina in run. Speed run, esatto. Le speed run, no? Lui fa. Yeah. Le... Sì, fa solo speedrun di Dragon Ball. Di ma non le fa più da un po'. Dai, 2650 è buona. Si torna da Sara. Allora, proviamo 12 verticale. 12 verticale, via. Quando giochi a FIFA, è sempre meglio averne uno da parte. Perché questo si sa già che ne farà. Ah, beh, facile. Con una O subito dopo. Quindi, vuol dire che meglio però... averne uno da parte perché... Però posso fare una puntualizzazione? Sì, puoi farla, però dai, generalmente... Che cazzata, Poli, che cazzata! Però scusa, è una domanda, la domanda, ma no. Non è più con la S nel 2022, eh? Allora mi sa che non abbiamo, non abbiamo lo stesso... Sì, cioè, skip, vabbè. Ok. Skip Sara, skip, Dario. Skip. Allora, 17... Quella che di Sara è qual era? 17 verticale? No, la 12. Vai, 12. Quando giochi a FIFA sembra meglio uno venuto da parte, perché questo già si sa che fine ne fa. Allora, tecnicamente joystick.
Esatto. Sì, è perché però il joystick è quello dell'80. Ma ti serviva per fare funzionare, è quello con la leva, con lo stick, serviva, appunto. Serviva per fare, ci serviva per scriptare il tutto. Aspettate che devo andare a prendere i cazzi. Ok. Bene. Ti abbiamo dato i punti a Dario al volo nel frattempo. Edo, intanto tu pensa a cosa scegliere. La 2 verticale. La 2 verticale. Se mi nomini, mi guadagni. Io ti faccio notare una cosa. Se tu dici il nome, guadagni questa cosa. E ti faccio notare l'overlay. Se tu guardi l'overlay, l'indizio ce l'hai guardando la webcam. Non so come si chiamino questi, però. Hai giocato, vabbè, diciamo... Gli ingranaggi, dici? Non mi ricordo come si chiamano. E qua ti non devo chiedere la risposta corretta, quindi skip. Si va da Sara. Mi sono perso qual era, vabbè. È la 2 verticale. Proviamo 13 orizzontale. Come Sara, scusami? 13 orizzontale. 13. Perderli da OBS ti fanno bestemmiare. Comprarli dal tabaccaio ti fa morire, ma quando li apri sono sempre sgrodi. Oh, Polish è pessimo. Un po' di indizi. Qual è Poli? 13 orizzontale. È abbastanza lunga, quella là sono 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lettere, sono tante. Se OBS ti fanno bestemmiare. Quindi se li perdi OBS bestemmi. Se li compri al tabaccaio mori. E se li apri però è una figata. Cioè muori non subito, però muori. Ho capito. E quindi? Bello. Ma... Perché, però non è che... Vabbè, non è che muori. Vabbè, non è... Vabbè. Ma tocca a te dare la risposta, no? Tocca a me. A Sara, scusami, pensavo... Sara? Fate quello che volete, cioè... Siete concorrenti. Io non so un cazzo di ste robe, raga. Aiuto. No, ma in realtà è una cosa comune a tutti, Sara. Facile... Sono tutti tricchi, perdevi da OBS ti fanno bestemmiare e mi vengono in mente i settaggi, ma non credo che siano quelli. Comprarli dal tabaccaio ti fa morire, ma quando li apri sono sempre sgrodi. Forse sgrodi un po' fuorvianti. Sgrodi vuol dire che è bello, ti fanno godere, cioè è bello, è piacevole, è divertente, è figo, potente. E lo fai spesso anche, Sara. Ti do lo fai indizio. Anche, è vero, lo fai anche tu. Spesso. Boh, pacchetti. Pacchetti di OBS, pacchetti di sigarette, i pacchetti... Ah, ma dal tabaccaio. Perché tra l'altro io stavo pensando, che cazzo compri dal tabaccaio? Le sigarette o... le slot. Okay. Ah, i pacchetti di OBS. Questo era molto intelligente, sì, è carina, molto carina. Sì. Dai, io faccio la 2 verticale, che non ha sa fare... 2 verticale. Mi sono venuti in mente adesso, porco di Dio. Vai, Dario. Allora, io all'inizio ero un po' indeciso, però dovresti essere te, Poli. No, sì, se mi nomini mi guadagni. Allora io! Ah, allora vabbè, Bolt, vabbè. Purtroppo, la deve... la da Edo, perché... Certo, la, Edo è Bolt. Che a voi i vostri punti qui sono Bolt, no? Mi guadagno, pensavo Poli, era più carino Poli, era più carino nominare. Ci guadagno, vabbè. Sara, si torna da te, vai. Vai, proviamo. Fai la 1 verticale? 1 verticale, via. Uno stand potentissimo che ti permette di non incazzarti e bestemmiare quando perdi. Forse è la più difficile questa, mi viene anche da dire. Uno stand... Ti permette di non incazzarti e bestemmiare quando perdi. Permette di non... Esatto. Potente, quindi, no? Qualcosa di... Quadrato. Che ti permette di non incazzarti. E bestemmiare. Perché? Uno stand. Io vedo la chat, le chat le sanno tutti, però è facile la chat. Perché se mi... Cioè, non capisco. Perché dovrei bestemmiare se non mi incazzo? Non capisco. No, vabbè, il trick è proprio una cosa che qualcuno fa che non ti fa incazzare. Che ti fa rimanere... Ti fa rimanere... Ok. Pulito. Potente. Unico. Sì, ma qual è... Questa qua è la 1 verticale, quella tutta a destra. Ok. Skip. Si va da Dario, allora. Skip e si va da Dario. Vada. 1, questa qua. Questa qua, 1 verticale. 9. Expertise. Sabacco non mai. Michele del deserto. Cos'è expertise? È il meme expertise. Che lui rimane... È questa, in realtà me la... L'expertise.
E di rimanere zen, Ligi, a rimanere a non incazzarsi, a non bestemmiare, a non fare rage. Un meme un po' più nostro che di altri. Si torna da Edo, giusto? Sì. Sì, penso di sì. Vai, Edo. Tutta tua. Togliamo la domanda regista. 19 orizzontale. 19 orizzontale. Guardare la forma e la composizione di ogni singolo granello di sabbia non è un modo di giocare, ma uno stile di vita. Qui la risposta, questa è la 19, quindi è una roba legata sempre a Sabaku. Sai che c'ha la K come penultima lettera. Dimmi te la risposta e io ti dirò se è giusto o sbagliato. Sabaku. È Sabaku. E peraltro granello di sabbia. Ma quante domande su Sabaku ci sono? Un due. Bot te. Sì, due. No, anche expertise un pochino, due. Dai. Quella è questa. Due. E la lore? Expertise era una roba di Sabaku. Tre. Allora. Allora, scusami. Tre. Expertise di Sabaku, sì. Non lo sapevo. Ok, si va da Sara. Raga, ma che cazzo di tempo avete per guardare anche gli altri? Boh. Cioè, vi ha detto che non fa un cazzo sostanzialmente. Ogni tanto capita, Sara. Io come... boh. Vai, Sara. Allora, vai, Sara, 10 vai, verticale. Sara. 10 verticale. Momento. Dai. Che coglione, Poli. Vabbè, veramente. Sì, bisogna mettere queste cose. No, dai, Sara, qua non... Allora, io non me ne vado finché non dai sta risposta. Sara, ci sono... Ma io la so, perché per ora... Non è possibile che tu non la sappia se sei stata su Twitch negli ultimi 6 mesi. Qual è? Non esagerare. 4 mesi. 3 mesi. 10, verticale. È Dario che fa sempre momento. Non fa solo momento. Mai fatta questa cosa. Che lo fai sempre, sì. Momento è Peter Griffin. Momento. Non so di cosa. Edo ti sta dando un grande vantaggio. Senti, Edo. È gaming, il momento gaming. Buono, Sara. Guarda, Sara, però, Cristo Dio, adesso e che ne so, io pensavo a momento. Ma quando faccio momento? Non l'ho mai fatto. Lo fai a volte. Che fai così. Va bene. So, dai, okay. È andato qualcun altro. Facciamo 4 lettere. Facciamo 16 verticale. 16 verticale. Che lo faccia un boss o un DJ, ti carica comunque a bestia. Che lo faccia un boss o un DJ ti carica comunque a bestia. Qual è questa? Questa qua è la 16 verticale. 16 verticale. Quindi sono 4 lettere e la seconda è una R. Ok. Ma sei on fire, Edo. No, questa vabbè. Vabbè, qua è più anche... È giusto DJ. Mi sa di Matteo questa, Sì. Beh, per tutti, però. Beh, vai, Dario, prova. Spara sempre qualcosa che ha la R come secondo, quindi... Questo è facile perché è una... Potrebbe l'ho capita! Potrebbe essere... Srat. No. Run. Niente. L'ho capita. Il Masseo... Aspetta! Ci può... Vai. Aspetta, cazzo! Dai, che consigli solo a Sara! Non ti frega il cazzo. Vabbè, ma capito! Punti, io è giusto! Cazzo di è giusto, si robe. Aiuta chi è in difficoltà, si porta a combattere. Cioè io sto a giocare, capito? Sei primo, non rompere i coglioni, Dario! Esatto. Allora, che vuol dire? Voglio... Rubino! Voglio provarci. Che lo faccia un boss o un DJ ti carica comunque a bestia. Il DJ? Non lo so, via, passo. A posto. E Edo, la vuoi fare te? La lasciamo. Sì, la voglio fare. Vai. Io, è drop. È il drop. No, ma vaffanculo. Drop di un boss oppure il drop della canzone. La Rise, no? bam, e anche Edo raggiunge i 3K. Sì. Sara, a lei di nuovo. Vai, 18 orizzontale. 18 orizzontale. Arriva in subito. Drop. Si vabbè, ora che il tesoro di ogni vero giocatore è un combattimento. Si sa che il tesoro di ogni vero giocatore è un combattimento. Questa 5 lettere è un... La seconda è una I. Quindi è qualcosa che riguarda un tesoro e un combattimento. Questa è facilissima, Facilissima? No, non è facilissima, non è facilissima. Ah, ok. Sa che il tesoro di ogni vero giocatore è un combattimento. Ma qual è la? 18. Quella con 5 lettere al centro. Centro basso. No. No, non è Sabaku comunque. Ancora Sabaku. Non è Sabaku, chat, no. Non mi viene proprio. Almeno a me. Non è facile questa. Questa, se non la beccate, dopo vi do un indizio in più. Quindi al momento. Vai, Dario. Faccio 11 verticale, dai. 11 verticale. Un oggetto molto versatile. Ci puoi ascoltare la musica, videogiocare, frenare con la macchina o lanciarlo alle Olimpiadi. Ah, ok.
Facile. Mi sono inebettito. Sei qualcosa che comune a tutti. Questa? Questa è la 11. 11 la verticale. 11. Sì, facile, sì. I come seconda lettera, 5 lettere totali. Lei. È proprio lei. Quindi puoi farci varie cose ed è comune a tutti, si chiama nello stesso modo in tutti. Infilarti anche nel culo. Sì, però particolare. Beh, ma è interessante però, da capire. È una novità, è una novità. La piega, sì, sì, sì. Hai capito? Pensando. No, pensando. Non lo so. Non lo sai? No. Skip, allora. Andiamo da Edo. Edo? La faccio, è disco. Disco. Esatto. Sì, niente. Niente, oggi è il lancio del disco. Ma cagare, Dario! Frenia disco. Frenia con la macchina. Ok, ve ne mancano poche. Sara, si tocca a te. Vai. Vai, sei verticale? Sei verticale. L1 più L2 più R1 più R2 più Start più Select no, su Final Fantasy. Assolutamente. Anche questa non lo so. È ardua. L1, L2, R1, R2 più Start più Select Final Fantasy. Qualcosa che quando sei su Final Fantasy, se lo fai... Non ne ho idea. Succede qualcosa. E forse l'ho anche fatto, però che cazzo si ricorda? È probabile. Forse il reset dei salvataggi? Vabbè, in realtà è giusta. Ah, perché... però aspetta, no, aspetta, scusami, era 6. Reset, sì, vabbè, purtroppo ormai reset. L'avrei data buona lo stesso perché è reset. Sì, va bene, ma ci mancherebbe altro. 600, vai, reset. Dario. Facciamo 9 orizzontale, via. 9 orizzontale, eccoci. Anche perché ecco la 4 orizzontale ancora non l'ho capito. È il nettare degli dei, ma il suo preferito è Apollo. Niente. Inizia per S e ha una L subito dopo. Sì, sì, ho notato. Faccio il conduttore io, cioè non è che mentre tu pensi non è che possiamo rimanere zitti 25 minuti, scusa. È nettare degli dei, ma il suo preferito è Apollo. No, non è Sabaku, non è Salaku. Vedo dalla chat che... No, vedo che dicono Sabaku, aiuto. Salaku no Maiku. Dai, mancano queste tre. Diciamo che la prima parte è un consiglio riguardo a una pubblicità. Se posso, molto storica e anche famosa per la sua. Un po' idiozia. Ah, che vogliamo. Aspetta, però. Vabbè, ma così è facile. Soler, perché loda il sole, giusto? Affanculo. Okay. Soler e la gag sta anche con però Soleil. Però c'entra con Sabaku. No, vabbè, sì, scusa. C'entra con il Gran Soleil. Avevo pensato Soler, ma non la legavo con le 150 a Dario. Via. Perché Gran Soleil è il Apollo. Direi la 4, perché vai. La 4. Io la 4 ancora. Allora, adesso inizio a darvi consigli solo perché queste vi vedo stuccate. Diciamo che tra i tre, Edo, questa è molto per te. È veramente quella che è quando scriviamo le domande pensiamo, ok, questa chi la potrebbe sapere di più? Questa è proprio quella di Edo. Chi lo fa guadagnando esperienza? Quindi quando guadagni esperienza in un gioco succede una cosa. E quando invece c'è chi lo fa fuori dal mondo dei videogiochi e guadagna soldi. Ma io ci ho pensato, ma non c'entra mia, secondo me. Non dico altro. Ma... Ah, perché è proprio il nome del brand, quindi level senza up! La lettera. Level ho capito. Up, perché il nome del brand è Level Up, no? Sì, esperienza. Che è pazzesca comunque questa, è incredibile. Divertentissimo. Sì. Sarai l'ultima, non hai scelte. Vai, dammi la 18, allora, che me la ricordo. Ti do un'aggiunta. Si sa che il tesoro di ogni vero giocatore è un combattimento. Diciamo che quindi, tu quando sei un videogiocatore, no, il tuo personaggio apre un tesoro e non sempre c'è un tesoro. Magari talvolta in un tesoro c'è un combattimento. Ah, un mimic. Il tesoro che diventa... Queste erano un pochino più stronze. Questa era bastarda, serviva un po'... Sì, serviva la... Bravissimi. Vai. Allora, round finito. Sono i Clay Chest che diventano nemici, sostanzialmente. Eccoci qua. No. Allora... Lingua lunga. Allora, avete completato tutto, avete ordinato le rune, diciamo, e adesso appena decifrate sta pergamena, le rune si mettono in ordine e ogni singola lettera che avete messo si mettono davanti a noi e creano un anagramma. Ah, non dobbiamo indovinarla noi. Esatto, dovete indovinare questo anagramma.
Non prenderete punti. Appena mi date la risposta a questo anagramma, vi darò indizi un po' alla volta. Tutti e tre. Non ci sono punti in palio. È una risposta. Ma scusa, ma con cosa ha a che fare questa parola? Ha a che fare con voi, sempre. Alla sono... Mila. Appena mi date la risposta, non guadagnate punti. Ripeto, ma attivate il terzo round. Sì. La maiala di... No. No. Un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta. Io vi aggiungo indizi. Non è Sabacuno. Tesla. No, non c'è te. Sì. Ma io vi do un po' alla volta un indizio, Tesla. Io vi ricordo, vi faccio loro, che questa cosa ve l'ha data al locandiere e vi aiuterà per sconfiggere Pegasus. Quindi è qualcosa o qualcuno che vi aiuterà a sconfiggere Pegasus. Quindi state cercando... È un qualcosa o un qualcuno? È un qualcuno? È un qualcuno. È un qualcuno. Attenzione. È proprio lui. È lui. Chi è? È l'Erdo. Puoi dire? È il Masella. Il Masella? Il Masella. Ok. Eccoci qua. Okay. Che benvenuti. Bello Masella così. Allora, ovviamente abbiamo citato perché è l'artwork delle carte di Dario, quindi no, l'avete un po' modificato. Sì, è appena modificato. Ma mi sembra un attimo esagerato, ma ovviamente con il tutto. Allora, in questo round succede questo. Voi dite il Masella, quindi srotolate la pergamena, dite chi è lui. Sì. Il Masella, lui esce e il Masella non è, diciamo, sempre tranquillo. Quindi sentiamo cosa dice il Masella. L'hai fatta anche doppia braccia. Io evocarmi rompendomi il cazzo. Perché questa verve? Ah, or dunque siete voi. Quindi vorreste il mio aiuto senza nemmeno chiedermelo, per favore. Ma com'è contento Paul di questa cosa? Ma attaccatevi al cazzo e succhiate forte. Prima mi date una mano e poi forse vi aiuterò. Okay. Quel brutto figlio di una gran troia, Marcioleto maledetto, mi ha sputtanato tutto l'ordine della collezione. Mettetevi all'opera, forza, aiutatemi a risistemare tutto. Spiego. Cosa? Allora, spiego che cosa succede. Allora, oddio, no, cosa è successo? No. Fermo. Terza e ultima mancia. Vai. Vi vediamo? Ok. Vi spiego che cosa succede. Abbassiamo la soundtrack, per favore, Fedand. Pegasus, trasformando voi in Toon, non ha trasformato solo voi, ha trasformato tutto il mondo del Poliquid Show, compreso il logo, non so se avete notato, è diventato anche quello Toon, diciamo, in qualcosa di cartunesco, tra cui la collezione di carte e di videogiochi del Masella. Ok. Quindi il Masella non riesce più a riconoscere le sue carte e i suoi videogiochi perché sono frammentati, sono distrutti, no? E si è incazzato come una piovra con Pegasus. Ok. Questo round... Esatto, questo è un round di puzzle. Un po' alla volta vi mostrerò dei piccoli frammenti di una copertina, di un artwork, che può essere di un videogioco o di una carta, può essere Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E molto altro, e in realtà molto altro queste, e voi dovrete, prenotandovi, adesso vi passo il link per un buzzer, dovrete provare a darmi la risposta del puzzle che state per vedere. Ok. I pezzi sono 16, guadagnerete 50 punti se fate giusto, ok? Più 10 punti per ogni pezzo di puzzle non rivelato. Quindi se voi lo fate giusto con 6 pezzi, guadagnate 50, più 10 pezzi per 10, più 100, quindi 150. Ok? Non ho capito un cazzo. Ma è molto semplice in realtà. Vabbè, adesso facciamo una manche e vediamo. Allora, vi passo, io ve lo passo in privato a ognuno, perché questo me lo sono dimenticato. Il buzzer. Dove dobbiamo vedere? In realtà No, guarda, ve lo passo in privato a Dario, te lo passo su Telegram. Aspetta! Su Telegram? Sì, no, ma guarda, potete loggare su questo buzzer dove cazzo vi pare, da telefono, da PC. Telegram web, vai. Aspetta. Come vi pare. Ve lo mando in privato, eccolo qua. E vi registrate col vostro nome, quindi il Masseo, Sara, Edo, Dario, come volete, solo perché sennò non ci stanno, quindi... Ma dove me l'ha inviato? Ti sta arrivando su WhatsApp, Edo. Potete anche farlo da telefono, ragazzi, cioè è sviluppato anche per telefono il buzzer, quindi ok. Fatto! Ok, vedo Dario, prenotati, vediamo se compare. Eccolo là, Dario moccia là in fondo. Perché vengono sistemati i punti di Sara? Ok. Hanno aggiunto 1-0. No, ma poi se ci pensi poi lo cambia. Ok, appena arrivano anche Sara e Edo, verifichiamo. Qui vi dovrete prenotare, quindi attenzione. Vi dovrete prenotare per cercare di dare la risposta. Se fate giusto, guadagnate il punteggio, quindi... No, scusami, okay? Vai. Quindi 10K,
50 punti più 10 punti per ogni altra cosa. Chi è che si è chiamato Poli? Edo, no, chiamarti Poli. Si capisce un cazzo. Vabbè, Poli, ok. Poli, Sara, Kukuro e Dario. Io vi farò vedere un pezzo alla volta. Ribadisco, sono sia artwork che copertine che tante robe di videogiochi. Dario, non serve che ti prenoti a spam. No, no, è perché non so come... Ok, vai. Ti sei prenotato ancora? Sì, no, 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 è un bug, penso, Ok, il Masseo. Allora. Allora, stiamo calmi un secondo, no? Dario? Edo? Dimmi. Però puoi prenotarti, Edo? E Sara? Sara, perfetto, grazie mille. Ora, vai. Io vi dico solo che ogni prenotazione dove voi sbagliate... Perché c'è scritto uno? Perché è un casino qua. Ogni prenotazione... Ogni prenotazione che voi sbagliate vi costa 50 punti. Quindi spararla a caso non è è dannoso. Ok? Buona. E iniziamo col primo pezzo di puzzle. Resettiamo e appena volete prenotarvi, cliccate. Ok. Dario. Va bene. Qual è la risposta? Volevo dirti che è un bellissimo gioco questo. Molto gentile, grazie mille Dario. Non ti verranno tolti i punti solo perché è un complimento. Solo perché hai un sacco di punti. Via, primo pezzo. Verranno giunti un po' alla volta, Cosa dovrebbe essere? Un videogioco, una carta, l'ho detto. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Il Masseo. Ah, questo Bioshock. È esattamente Bioshock. Vediamo Masseo. Vediamo tutto il puzzle, sono 9 pezzi non rivelati, quindi Edo guadagni 90. 9 pezzi, quindi 90. Cazzo, era Big Daddy. Più 50 punti, quindi è Big Daddy con la sorellina, cara Sara. Big Daddy. 140 pezzi. Eccoci. Così lo fanno. Sì. 140. Vabbè, ora c'è bisogno di svilire così le persone. Ok. Insomma, un pochino meno. Vai a 3540. Aspetta che c'è il regista che è rincoglionito. E no, dai, ma smetti di offendere, bravissimo. No, è molto bravo, ma è un po' tricky. Vabbè. Prossimo. Pippi. Dai. Dov'è la... Ok, buzz pronto. Semmai. Questa è tosta, Poli. No, Masseo! Capitan Tsubasa! Capitan Tsubasa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esattamente Capitan Tsubasa. Bellissimo! Eccolo lì. Sono 150 punti totali, perché 10 più 10. Non capisci un cazzo. Orrendo gioco. Quindi 150 in più a Edoardo. Ok. Via. Non so quanto faccia, Fedan, buona fortuna con i conti, qua è un casino di merda, cazzi tuoi. Vabbè, ora ti cazzà. No, è un casino. Prossimo. Via, col primo puzzle. Puzzle. Oddio, non vedo un cazzo. Vai. Dario. No, perdo punti se lo dico, no? Sì, anche se non lo dici perdi punti, quindi spara a caso piuttosto. Spara a caso a sto punto. No, non ce la faccio, ho paura. Va bene, nel peggiore dei casi sbagli, se stai zitto sbagli lo stesso, Dario, nel senso... No, va bene, provo... Che cazzo è? Vabbè, non lo so, Bloodborne dico. Non è Bloodborne, purtroppo. Ok, ci sono 50 punti meno, Dario. Puoi prenotarti altre volte poi, ovviamente, no? Ok, dai, proviamo. Avanti, però il prossimo. Ok, il mio buzzer non va più... Ah sì, ora va. Sì, ti viene resettato ogni volta. Vada. Scusami. Ah no, allora no, pensavo fosse... No. Ah, ok, lo vedo. Lili. Vado? Devil May Cry? Devil May Cry. Ma come? Ma... Dario, è l'ordine, hai cliccato dopo evidentemente, no? Devil May Cry sono 6, 7, 8, vediamo tutta l'immagine. No. Sono... Stavo per dire Destiny. Devil May Cry 5 e sono 130 punti per Sara. Mosconi di merda. È un pochino tanto, no? Sono 130 perché erano 8 pezzi più i 50. Pronti, resettiamo e prossimo. Non conosco. Pronti? Forza. Via. Masseo. Yu-Gi-Oh. Ma che vuol dire Yu-Gi-Oh? La carta devi dire. Devi dire la carta. Non mi ricordo la carta. Aspetta. Vai. Hai un secondo. Drago bianco occhi blu tun. Drago bianco occhi blu tu. Esatto, sono un attimo incoglionito. Diego in branco, esatto. Giusto, vediamo tutto. Sono 180 punti a Edo. Ma aveva sbagliato, cioè. No, vabbè, ha detto Yu-Gi-Oh, ma poi ha capito che doveva darmi la carta. Non sapevo dovessi dire la carta, Dario. Ha detto Yu-Gi-Oh, ma giusto.
Dario avvilitissimo. E sono 180. No, 180, sì. Perché sono 13 più 50. Quindi 180 punti. Aedo. Pronti, 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 pronti. Prossimo. Via. Assurda questa cosa. Scuro Lili. Elden Ring. Elden Ring. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 150 per Sara. Elden Ring è potentissimo. Via. No. 150 per Sara. Guarda, ma è una cosa del caricamento. Che cazzo è? È una personale. Io non ho giocato Elden Ring, quindi non... Ma come l'hai giocato? Non ancora, zì, stavo facendo un casino qua. Stavo facendo tutto questo. È stato un casino. È uno spoiler? Non penso, non penso, non penso. Porca di quella tana. Diciamo non è... che è un'immagine che ti viene fuori. Basta, esatto. Io quando faccio le copertine cerco immagini, ti viene subito fuori quella. Ah. Precisamente, precisamente. Un po' spoiler. Vabbè. Un pochino. Prossimo. Vabbè. Tutto nero. È difficile. Sì, sì, no, anche perché... Ma che cazzo è sto video? Che cazzo è sto? Curo Lili! Ho alzato la mano! Vivi di Final Fantasy! Vivi di Final Fantasy! Sono 70 punti Final perché 50, 50 più 2. Quindi sono 70. Ma è Vivi di Final Fantasy. Che cazzo sia sta roba? Da come? Punti. Non so quasi, non ho mai giocato a Final Fantasy, Dario. Scusami. Secondo solo, punti. Ho giocato a quella merda di Capitan Tsubasa. Andiamo avanti, dai. Però intanto punti. Avanti. Prossimo. 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 Bellissimo. Dovresti giocarlo, divertente. Sì, 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 aspetta, quando voglio di dormire magari. Aspetta un attimo. Masseo? Ghost of Tsushima. Azz, sta annichilendo qua. 1, 2, 3, 4, 5. Azz. 160 punti al Masseo. Mi hai fregato. Aia. Questa è molto iconica come immagine. Basta vedere qualcosa e si vede subito. 160. Potentissimi. Vai a 4030. O no? Sì. 4030. Incredibile, cazzo. No, 4003. 4030. Eccoci. Pronti? Con il prossimo puzzle. Via. Do. Ah! Dario! Ora ce l'ho fatta, ora posso? Ok. Dovrebbe essere il Bolt e il fulmine. Lightning Bolt di Magic da 2012. Oh, Cristo Dio, de... ah, no, 90 punti per Dario. Ah, che troia, era una carta. Sì, non abbiamo preso quello iconico perché quello iconico fa vedere un pezzo così e Dario lo riconosce immediatamente. No, 90 per Dario. Quello non è quello beta, questo è quello da È quello da 2011 in poi. Da questo hanno iniziato a fare questo. Dai. Ok. Un secondo solo, punti. E Cristo Dio. Vi ricordo appunto ci sono varie robe dentro, no? Tra i videogiochi e le carte. Pronti. Dario? God of War, quel remake. Insomma, remake il quarto. God of War, sono 150 punti. God of War è incredibile locandina che non potevamo non mettere. Eccola qua, tutta vista. 150 per Dario. Via. Adesso si è incazzato Dario, ha messo modalità MVP. Attiva. No, no, no. Di Soyback, conosco le copertine e basta. Ok. Vai. Prossimo, via. Sara? Hollow Knight? È l'Hollow Knight. Porca puttana, una cosa. L'Hollow Knight. Fighissimo. È l'Hollow Knight. È vero. In tutta la sua bellezza. Sono 160 per Sara, che ho contato i pezzi. Via. A volte sono artwork, a volte sono le cose. È un misto, perché il Masè è la collezione di tutto, no? Il suo archivio. Sì, magico, sì, sì, magico, sì. Magico. Certo, certo, certo. Ok. Via. Pronti? Siamo verso gli ultimi, quanto siamo? Sì, mancano tipo 5. Via. Dario? Horizon anche questo. Togli un pezzo perché l'aveva già, si era già prenotato. È Horizon, sì. Sono 150. Eccolo qua.
bellissima. Questa non è, non è la fan. Sì, la però si riconosce dallo stile, un po' così acquerellato. Un po' così. Sono 150 per Dario. Sì, no, no, ti ho tolto uno in più perché ti eri già prenotato e il regista aveva già attivato. Vabbè, tanto l'avevo bello capito. 4140, quindi, sì. Abbiamo pigiato in tre, tipo, contemporaneamente. Vabbè, basta vedere un pezzettino così lo riconosci. Lì... Ok. Ma c'è più che altro dalla... Lo stile. Pezzettino. Importante lo stile. Pronti? Pezzettino. Maseo? Rai Jackie. Eh sì. Rai Jackie con 13 pezzi rimanenti, quindi sono 180 per Edo. Eccolo qua. Tutta la sua bellissimo bellezza. Scusate? Yugi. Scarta e distrugge, scarta una carta e spacca tutti i mostri, no? Sì. Edo vola più 180, sì? Quindi va a 4000? Boh, non lo so, regista fallo te, non c'ho voglia. Ma c'è manco una carta di Pokémon, Poli, una. E infatti porca Eva, io Pokémon Magic. Effettivamente, il Masella però le colleziona le Pokémon. E beh, il Masella non colleziona neanche videogiochi, se per questo, però ci serviva come espediente narrativo. Pronti? Sì, Masella con Yugi fa ridere. Anche Yu-Gi-Oh! È vero, infatti lo odia, no? Eccoci qua. Pronti? Mazzo. Infatti ha fatto casino, colleziona. Maseo? Monster Hunter. Togliendo il pezzo, Monster Hunter. Mica, questa qua. La coda dopo. Sono 170 per Edo, vediamola tutta nella sua. Il Nero Gigante incazzato con Freya. Eccoli lì. Che la coda bastarda. Quanti punti erano? Non lo so, l'ho appena detto, me lo sono già dimenticato. Fortuna non devo contare io. Via. Pronti? Mancano tre, credo. Dovrebbero mancarne tre dopo il round è finito. Sì, quattro. Pronti? Kuro Nier. Kuro prima. Vabbè, sì, era Nier. Era Nier, esatto. Nier Automata. Porco Automata. Sono 170 Automata. Per Dario. Per Sara, scusami. Sono i coglioni. Sì, questa non... Cioè, non era... Cazzo, ma è questo buzzer di merda! No, Dario, è sviluppato da Riccardo Evox, salutiamo. Sì, la fa culo Riccardo. È il dito biologico, dito biologico. Di merda! Via, prossimi. Ultimi tre. Dario! Loto versione Duel Masters. Vabbè, è esagerato. È un flexone, non da poco. Non ho idea. 170 per Dario. Il Black Lotus, solo nella sua nero. Versione, sì. Perché quell'altra era un po' troppo. Era sgamo, però era sgamo anche questa. 170. Beh, in realtà l'abbiamo messa, però credo che anche gli altri potevano rispondere a questa, ovviamente, no? No. Credo che manchino 100 punti. Oddio, in realtà non mi sarebbe venuta facilmente in mente. Dovrebbe arrivare a 4.000. Vedevo i petali, sì. Ok. Penultimo. E dopo... Avete sistemato e il Masella vi darà. Vi ricordo che se voi aiutate lui, lui aiuterà voi. Ah, certo. Vabbè, sì. Puzzle. Ecco lì. Penso che via. Sia. Vabbè, Cops. Kuro Lili. Con un puzzle. Ori. Con un pezzo in meno di puzzle. Togliamolo. Esattamente. Ori. Vabbè, sì, sì. Bellissimo, bellissimo. Guarda là, si vede subito. 180 punti. Sì, questa qua è un'immagine che bella. Nonostante non sia ufficiale, cioè non sia presente, tipo è di. Questo è Ori e The Blind Forest. È bellissimo, un incredibile. Gioco. Anche il secondo è fighissimo. Più 180 per Sara. Pianto un sacco. Adesso abbiamo l'ultimo e ci siamo. Eccoci. Ultimo puzzle. No? E poi cose. Via. Dario? Tesco evocato Toon. Con un pezzo in meno anche. Sono 140 più 50. 190 punti per Dario. Vediamolo tutto nel suo splendore. Molto bella come carta. Peraltro, vabbè, una serie di easter egg che spiegheremo nella live di domani. Più 190 mi sembra sì, perché solo due o tre, non mi ricordo. Quanto ho detto? Non mi ricordo un cazzo. Io, Fedand, fai te, sono cazzi tuoi. Allora, erano due pezzi. No, impossibile 4.008, sì, cioè stava a 4.003 nel migliore dei casi, a 4.005. 4.008 mi sembra un po' tanto. Un po' tanto. Ok. Allora, round finito e ma nemmeno una carta Pokémon, ormai è incredibile. Sì, era il meme, no? Mettiamo anche quello, poi ve lo aspettate, non c'è. Vabbè, non è vero, era perché non sapevamo cosa fare. Qualsiasi carta Pokémon era troppo riconoscibile, anche in 16 pezzi.
purtroppo. E però io ci gioco. Ma il Masella no. E allora, il grande collezionista, quindi il Masella. Yugi invece il Masella tutti i giorni. È un giocatore professionista di Yu-Gi-Oh! È il suo gioco preferito, me l'ha detto in privato. Vabbè, andiamo avanti. In questo round avete aiutato il Masella, quindi una volta che l'avete aiutato, il grande collezionista, così si fa chiamare, vi dice... Ah, vai. Beh... Alla fine non siete così stronzi come pensavo. Vi avevo quasi scambiato per Poli. Beh, lo sapete, io non manco mai alla parola data. Quindi, ora sta a me rispettare la mia parte dell'accordo. Dovete sapere che molti anni fa ho spezzato un'arma potentissima usando unicamente la mia sola, unica ed incommensurabile forza. Merchia. A quel punto ho sparpagliato i pezzi ovunque. Beh, ora vi dirò dove sono. Così potrete infilarla su... Questa che è... Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? No, spoiler! Che cazzo fa? Vabbè, spoiler ormai. In realtà l'audio era completo. Ma c'è la mappa! Potete scegliere dove andare. L'audio è fatto così. Allora, il quiz adesso prende una scelta che basa... Ma che casa di Blur? Si basa con... completamente su di voi. Ora, il Masella vi ha detto che ha spezzato quest'arma in tre parti e l'ha mandata in giro per il mondo perché è troppo potente. Sentiamo cosa ci dice. Sono quattro i luoghi. Ma il buzz serve ancora? Il boss finale, dopo, una volta. Serve ancora, poi? Sentiamo, dopo Dario. Dopo. È dunque giunto il momento di rivelarvi dove sono nascosti le tre parti dell'arma potenterrima. Una è nascosta a Baccarat, l'ho data a quei pezzenti che gestiscono il casinò di zona. Mentecatti. L'altra invece è nelle terre gelide di Northrend, difesa da un potente cavaliere della morte dei cazzi coi culi. Chi ha scritto questa cosa, poi? Lui. Invece. Lui. In fondo alla Grotta Celeste, dove vi aspetta una grande prova per averla. Un vecchio amico vi aspetterà. Allora, vi ha detto che l'arma è stata spezzata in tre posti, che peraltro non so se avete visto, sono tre... Poli. Un vecchio, non tutto attaccato. È stato un errore non corretto, non c'avevo voglia. Poli. Non da parte mia. Allora, faccio notare che i tre round sono tre mondi a voi affini. Quindi abbiamo un MMO per Sara, ICC da Lich King, Grotta Celeste Pokémon, mondo del Masseo. E per Dario, quella merda di World of Warcraft. Esatto, e per Dario abbiamo il casino di Baccarat, ok? Di Dragon Quest. In realtà adesso dovete scegliere voi dove andare. Io non ho modo di aiutarvi. Non lo so. Allora, scegliete, brainstormate. Io nel frattempo, mentre voi scegliete, vado a pisciare. Così pensate dove andare per primo. Tanto non è che c'è da brainstormare molto. E io devo pisciare però, Dario. Ma serve il buzzer o no? Serve, che sennò dopo serve. Devo pisciare. Vai a pisciare anche te, Edo. Dì la tua preferenza e poi vai a pisciare. Cazzo, Edo, mi sto pisciando addosso. Andiamo al casino? Io guardo la chat. Guardate la chat, io piscio. La chat? Sì. Dai, andiamo al casino. Vabbè, uguale, tanto uguale, tanto bisogna farli tutti, mi sa, eh. Cioè, non è che... Ma io non conosco Dragon Quest, Dio. Ma non credo ci siano domande a tema no, Dragon. No, non penso neanch'io. Oh, guarda sto stronzo! 9000 spettatori ha fatto! Guardalo! GG! Quiz show di merda. Sì, vabbè, sto cadario, vabbè. Ma io non lo seguo, Poli, quel cazzo. No, vabbè, io ci da rinnovo anche l'abbonamento, guarda. Dario, quel cazzo di soldi. Dario, via. Fai dei coglioni, vado a pisciare. No, non lo fai, non rinnovo l'abbonamento. Con le cuffie adesso. Rubando Spect, ma è che li ruba, cioè non è che siamo in live. Esatto, infatti. Dario Telecronaca, no, sono dentro al canale di Poli. Leggevi la chat. No, veramente è sempre stata chiusa, ragazzi, non abbiamo guardata, sennò Poli ci rompe il cazzo perché gli roviniamo il quiz preparato da due mesi, le solite robe, via. Era pronto il 28 se non fosse stato rimandato, ricordiamo. Cosa succede? Cosa è andato a pisciare? Che momento certo, break? Certo, Dario, ma non è che se indovino le domande, non è che sono sempre idiota, se indovino delle domande magari siete stupidi voi che non le sapete, ma io sì, cioè abbi pazienza ragazzi, non rosicate. 9000 persone ci sono, io non ho aperto niente ragazzi, sì, 9100, no 2200 abbiamo visto ora. Grazie, apprezzo. Non si fa il Reddit ragazzi. Apprezzo molto e vabbè in realtà. Io non le sapevo. Spero vi state divertendo. Stupida. Ma avete se deciso gli occhi...
No, raga, ma pensa, cioè, si gira da parte all'altra. State male, ragazzi, state malissimo. No, credetemi, adesso, con tutto rispetto, ho la piena fiducia, se no li bannavo, non sto scherzando, che non stiano copiando. Non c'è, c'è in palio, c'è una roba, che è questo. Vabbè, io se avessi copiato e non ne avessi saputa nessuna, sarebbe stato un problema. Questo movimento degli occhi. Piccolo momento spam del trofeo, che sarà poi... Vabbè, chiudiamo. Indovinate tre. Eccolo, eccolo, bellissimo il trofeo. Io sto tryhardando solo per prendere questa cosa. È un trofeo del... un pad PlayStation 1, no? Sì, esatto, sì, sì, esatto. Sì, sì, sì. Un pad. Allora, hai... così. Ditemi dove volete andare. Nessuno vai. Dubita di me perché faccio cagare. Vai. Vai dove? Che gioia. Dove bisogna andare? È cioè, casino? C'è il LED di Sara che flickera addirittura nella... Ok. Come lo vedi il mio LED? Di dietro, no? Curo lì. Io non lo vedo. Io lo vedo. Su Discord pazzesco. Si vede più grande, Curo. Sì. Ah, perché voi state guardando su Discord. È vero. Certo. Dove cazzo stai guardando tu? Io sto guardando sulla schermata proprio dei poli. La sta guardando la Shazza! No, la schermata di poi questa. Di Discord. Streaming. E io vedo la cornice piccolina. E io vedo il grande e poi in piccolo vedo tutti. Sentite, sì. Dove volete andare? Pezzi di merda, cioè con tutto rispetto. Siamo andati a partito. Casino. Casino. Prima di andare avanti, dovete trovare. Dovete trovare un modo di andare al casino. Dovete trovare un modo, quindi chiedete aiuto al Masella. Sentiamo il Masella cosa dice. Vai, sentiamo. Ecco, come al solito, senza il Masella non siete in grado di fare un cazzo di niente. Nemmeno di sfilarvi quel lurido dito dal buco del culo. Prendete questi tre portali e levatevi dal cazzo, che ora ho soltanto voglia di grattarmi un po' i coglioni. E per favore, quando avete finito, fatemi un fischio, che c'è quel testa di cazzo pagliaccio di Poli che è indebito di qualche schiaffo. Ok. Ma, i soldi, no? Ma in che cosa ci ha aiutato Poli? Vi ha aperto un portale per andare in questi luoghi. Okay. Questi luoghi. Okay. Andiamo al casino! Casino. Ma queste sono le ultime. Una bella la slot di Dragon Quest. No, ragazzi. Pronti? No. Allora, spieghiamo. Adesso in poi voi giocate questi round per recuperare quest'arma del Masella, ok? In questo round... è anche un po' in meta, si gioca un po' con le slot machine, così si fa girare la ruota della fortuna, ok? In modo però goliardico. Allora, come funziona? Voi entrate nel casinò, vedete che in cima c'è un premio fantastico che riconoscete essere sta arma del cazzo, che non capite che cos'è, ma è la cosa più ambita del casinò. Dov'è che lo vedo? Appena entri vedi una cosa gigantesca, ok? Dov'è? Non lo vedi tu, lo vedi, immaginati. Usa la fantasia. Qua dentro. Quindi succede che voi lo vedete, quindi capite che per giocare dovete vincere la ruota della fortuna, che è questa, ok? Come funziona? Allora, a turno, partendo da chi ha più punti sempre, perché è quello teoricamente più svantaggiato, poi non si sa, spenderete 50 punti, quindi spendete un gettone. La ruota ha 6 outcome, come potete vedere. Sono tre grandi, che sono outcome. Audio, citazione e personaggio, e tre piccoli. Non ho capito. Te lo sto spiegando, Edo. Te lo sto spiegando adesso. Non puoi avere capito. Come funziona? Quando voi farete giusti 10 tra tutti e tre manche, quindi azzeccherete tre risposte di queste categorie che adesso vi dico, dei 10 di queste tre categorie, il round finisce, si apre la ruota e ottenete il vostro premio. Le categorie sono audio, quindi vi farò sentire un audio di un gioco, quindi per esempio un effetto, dovete riconoscermi il gioco o l'audio. Citazione, vi farà apparirà in basso una scritta di un videogioco, di un personaggio che dirà qualcosa e dovrete capire chi l'ha detto o chi lo nomina. E il personaggio apparirà sulla destra, dove è vuoto, un personaggio di un videogioco. Dovete dirmi chi è o di che videogioco appartiene. Più specifico possibile, in realtà. Gli altri tre out sono passo, o quindi spendete 50 punti e non fate un cazzo. Potrebbe stare in museo. Vabbè. E penalità, quindi perdete 300 punti. Punti e ne guadagnate 300. Quindi dai, andiamo fuori, forza. Dai. Dario spende 50 punti. Adesso capirai. E si fa girare la ruota. Paghiamo i 50. È un po' luck based questo gioco, è molto luck based. Ci voleva. Vabbè. Pronti? Go. Vai, andiamo avanti, va. Gira la ruota. Casino, ci sta che sia luck based. No. Personaggio. Adesso Dario apparirà un personaggio, solo Dario può rispondere. Se fai giusto guadagni 200 punti, se sbagli non succede niente. Me lo ricordo, è di Ratchet & Clank. Sì, allora, mi chiamo sto stronzo. Più specifico possibile.
Boh. Tordo. Non me lo ricordo. Come non si chiama Tordo, no, eh? No, Dario, no, no, no. No, non me lo ricordo come si chiama lui. Niente. No, allora, no, do la risposta io, non potete rispondere voi. È Skid McClarks. Di Ratchet Clank. Porca puttana. Senti, ti fai il Masseo Quiz Show. È facile. Ma poi tanto ora ci provi te. Che lo sapevo. Edo, 50 punti in meno. Paghiamo paghiamo le slot. Non voglio. Non giochi. Allora stai qui e fa un cazzo. Via. Io voglio chiudere il buzzer, ragazzi. L'unica... Citazione. Adesso apparirà una citazione in basso. Dimmi chi mi dice. Oh, shit. Here we go again. Carl. Ok, beh, CJ. Sì. CJ di. GTA San Andreas. GTA. 200 punti per Edo e una delle 10 sfide vinte. Aumentiamo anche il numero delle sfide a 1. Bene. Sara. Bello il coso. Paghiamo. Cosa bello cosa? No, no, niente. Ok. Guardavo. 50 punti per Sara che paga la ruota. Non so se le sono già stati tolti. Penso di no. Yeah. E intanto io. Giro. Personaggio. Un nuovo personaggio, non lo stesso di prima. Ah, pezzo di merda! Il nome tu vuoi. Nome veramente, Poli, veramente. No, sì, sì, non è facilissimo, è un po' così, un casino, difficilissimo, è impossibile. Ovviamente, ricco. Quanto più specifico... Non so il nome. Quanto più specifico possibile cosa fa e chi è, diciamo che può andare bene lo stesso come risposta, come dicevo prima. Ah. Cioè, se mi dici chi è, cosa fa... Ma non si può collaborare a questo gioco per risolvere le prove, Poli? Non si può. Non quindi, lo so il nome, Poli. È Money Bags di Spyro. Quello che paghi e ti dà accesso ai... Questo l'ha dato vicino, però. Hai detto non lo so. Orsetto con Mose. No, lo so, no. Ha detto un'altra roba, ma... Com'è che si chiamava Money Bags, in italiano riccone. Sì, sì. Ah. Il nome più generico possibile immaginabile ci hanno dato. Tocca a Dario che spende 50 per far girare la slot. E? E se non volessi? Non giochi. Ah, ok. Citazione. Via, vediamo cosa succede sta roba stavolta. Non... Press vabbè. F to pay. Metal Gear Solid. È la risposta vera o è un meme... Chiedo. No, è Call of Duty, ovviamente. Ah, okay. Però boh. C'era anche una cosa molto simile in Metal Gear Solid 3. Ok, non lo sapevo. Comunque sì, è COD. È giusto, COD. No, la passata secondo... prima... Vabbè. Ho avuto un momento di defiance. Sì. Edo, ti tolgo 50 punti e buona fortuna. Punti. Audio. Porco. Allora, finalmente sono curioso di questa abbassiamo roba. Abbassiamo a bestia la soundtrack perché devono poter sentire al meglio. Edo, solo tu potrai rispondere. Oh, ma la pro, buttate il coso. Ah, è vero, a 2 su 10, 2 su 10, importantissimo, sennò rimaniamo qua in eterno, 2. Ok. Due. Prego. 2. Ancora? A Crash. Ah. Un po' più specifico però. Cosa in che momento di Crash? Quando piglia la vita? Non mi ricordo quando piglia più. La vita. Allora, in realtà questi bisogna essere abbastanza specifici, però credo Dario purtroppo specifici. Non vabbè, però lo dico lo stesso. Puoi dirlo lo stesso. Quando aspetta, prendi aspetta. Quante risposte posso dare? In realtà una, Edo, avresti già sbagliato, però. Allora. Quando prende il cristallo, ma da Crash Bandicoot 3 in poi. Da Crash Bandicoot 3 in corso. No, non la so. Flexata, incredibile. Vabbè, non c'è problema, hai speso solo i 50, rialziamo la soundtrack. Poi c'è una... Tipo nel 2 c'è un suono tipo da... Boh, da casino, appunto. Ok. Sara, faccio girare, per te. Vai. Punti! Più 300! Gratis! Easy, basta, fai nient'altro. Oh, meno male! Ma Dio, che inizio! Non so un cazzo! Più 300! Fine! Grazie! È culo, ragazzi, non è che dipende... È una prova! Viene considerata... Di miedo! Andiamo su? No, andiamo su dove? Meno male! Di 10? Di 10? No, è punti, non vale niente, dovete rispettare 10 prove, non... Okay. No, dai, Oh, lasciami stare che scammata così. Meno 50 Dario sono già stati tolti. Ma che punti, cagarla mica. No, ma era per farci finire il gioco, ma che vuoi? Audio. Abbassiamo la soundtrack. E dimmi. No!
Vabbè, la morte dell'eroe Metal Slug. No! Morte di Marco Rossi su Metal Slug. Sì, sì. Ah, vuoi proprio lì proprio il nome? No, 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 vabbè, morte dell'eroe è molto specifico, direi che più che abbastanza. Arriviamo a 3. Anche perché te una No, sei genere. Esatto, minchia, esatto. Cazzo. Esatto. Sì, sì. Sono 200 per Dario, alzerei un pochino la Mobile soundtrack. Mobile Starlight. No, ok. Vabbè, questo non è... Via. Faccio girare per Edo, bocca al lupo Edo. Personaggio. Apparirà un personaggio di là. Sì, sì. Dimmi chi è. Non lo vedo. Ah. Dio Bono. Famoso, famoso, famoso. Non lo so. Però pensaci un attimo, se no appena mi dici che schippi. Tutto schifoso così. Guarda, sai a chi somiglia, però non è lui assolutamente. A quel bastardo di Destiny, però non è lui. Vai. Non è il bastardo di Destiny, è il mercante di Resident Evil. Welcome! Come back anytime. Va bene, nessun problema. Sono 50 in punti meno per Masseo. E andiamo. No! Pronti? Punti, punti, punti. Jack Sur l'hanno copiato. Punti, citazione. Vediamo, Sara, se mi indovini questa. Let's rock, baby. Ho fatto anche il tema. Sì, sì, sì. California. No, non lo dici. Potrebbe dirlo però ai tempi odierni. Sì, 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 sì. Let's rock, baby, California. No, California no, no, California è aggiunta. Let's rock, baby, punto. Let's rock, baby. Sdrumox. Let's rock. Indovino sempre. Let's rock, baby. Baca. Oh, che cazzo ne so. Non perdi niente se non lo sai. Boh, non lo so. Devil May Cry, quando nella cutscene urla un Let's Rock Baby, ripreso anche in Bayonetta poi come... E anche Prether, mi pare. Bel gioco, anche quello. Mi pare, comunque anche il Duca, mi pare, ogni tanto lo dice. Duca di Milano? No, Duke Nukem. Ah. Dice un'altra cosa. Cose un po' diverse, sì, un pochino modificata, però insomma. Per Dario. Punti, dai. Audio! Tanto così. Sentiamo ancora un suono di... Abbassiamo la soundtrack e sentiamo il suono per Dario. Ah! Faccio risentire un paio di volte, ovviamente. Deve essere... Allora, è di un MOBA, sicuro, sta roba. Vai. Ah, no! È quando... Aspetta, però non mi ricordo... Ultima volta. No, ti devo dire il gioco o l'effetto sonoro? Beh, se, teoricamente se mi dici l'effetto sonoro è il gioco. Allora, è GTA, okay. Però non mi ricordo se era la mappa o quando mori. Faccio sentire perché sei lì. Prego, l'ultimissima volta, è abbastanza... No, è quando mori, perché è troppo lungo, la mappa era più corta. È quando mori su quando mori, GTA. Okay. Wasted. Sì. Eccoci. 4.009, andiamo a 4 la sfide mappa, su 10. La mappa come fa? Non ne ho idea. Alzo leggermente la soundtrack, cortesemente. Al volo. Giro per Edo. Edo, tuo. Gira. Ole. Edo. Audio. Oddio. Altro audio. Sbassiamo di nuovo il suono. Edo. Punti. Bellissimo. Ancora una volta. E lo fai risentire. Cazzo, sono indeciso tra due robe. È Pokémon. Che cazzo esulti? Ha vinto il Milan probabilmente. Questa è storia. Allora, no, allora, o è basta, super efficace o è la fuga. Secondo me è... Me lo fai risentire l'altra volta? Dai, va bene, solo perché se... Sono stato come distratto. Per Dario. Vabbè, lo fai a tutti, dai. Come per... No, è giusto, come per Dario. Vai. Super efficace, perché dai. Super efficace di Pokémon. Via, 4580. No, quando esci dal dungeon è più corto, è mozzatissimo. È tipo... No, era la fuga o era questo? Spendiamo i punti per Sara e alziamo la soundtrack. Ah, la fuga, sì. Oh, Sara, tu. Più o meno, non è tanto di diverso. Passo. Niente, purtroppo sarà passo 50. Meglio passo. Che non fare un cazzo. Via. Si torna da Dario. Meno 50. Vai, roba, eh? Ora mi ricapita un altro audio. Vai, audio. Me, giusto, pronti. No? Fammi vedere.
Ha vinto il Milan? Cazzo, 3-1. Molto cos'è? Bene. Penalità. Penalità. Eccoci. Meno 300 per Dario. A posto. Vai. Così? Meno 300. Sì, sì. È il coso. Questo è quello lì. Si va da Edo. Cos'è penalità? Ha perso 300 punti, Dario. Perso i punti. Così. Madonna. Così, così. È un gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo. Adesso li perdo io. Edo. Tu chiami il cazzo. Passi. Ma porco di Dio. Beh, sembra un po' troppo. Prossimo. Ha preso bene. Oggi è il compleanno di Sandro Tonali. Che devo fare? Che personaggio per Sara. Con te. Ok. Sara. Vai, personaggio. Prego. Mi sto sentendo come il Gabrone in questo momento. Raga, io non so un cazzo. Non ho idea di che cazzo sia sta roba. Non so un allora, cazzo, questo è difficile. È io vorrei vedere se lo conoscono in chat. Io mi sento ignorante, veramente. È difficile, questo mi è difficile. Mi sento una persona ignorante, io non so un cazzo. Posso uscire da sto cazzo di buzzer di merda? Se vuoi sì, ma ci riservirà dopo, ma in caso te li passo. Non ho idea poi. No, allora, è un gioco che è un picchiaduro 3D chiamato War of the Monster, dove ci sono dei mostri giganteschi che si menano, famoso in PlayStation 2, e il gioco si chiama, e il personaggio è Kinectlops. Mai visto in vita mia. Mai, scusa, neanch'io. Kinectlops. Giuro, si chiama così. È difficile da dire, ma che cazzo? Difficilissimo. Ma dove l'hai trovata sta roba? È tutto farina di internet di solito. Dario, vabbè, si va da lei. Kinectlops. Vabbè, questo cos'è? Penalità o citazione? Penalità. Vabbè. È ricurvo, un po' come... sì. Vabbè, è ricurvo. Ma come è ricurvo? Dai, Poli. No, sì, è dove punta il perno. Okay, che sfiga di merda. Mi spiace, è gioco d'azzardo, ragazzi. Si va da Edo. Semmai meno punti, no? Eccoci. Pronti? È ricurvo il logo, vabbè. No, vabbè, no, ma punta di là. No, va benissimo, Poli, ci mancherebbe. Edo. Personaggio per Edo. Vediamo. Via. Dai, Poli, ma vaffanculo. Che cazzo tua mamma. È il culo. No. Non dipende da me. È la ruota. No, Allora, se Dario fa così... Sì. quell'altro che è lucubra, teoria allucinante. No, se fai così o è Dragon Quest... Qualcosa sì. Di Dragon Quest? No, non ci casta nulla. L'unico figlio di puttana, però non so il nome. Cioè, era un personaggio che era un dinosauro su Tekken, ma non mi pare lui. Aspè, qualche dettaglio in più su questo eventuale personaggio di Tekken? Cazzo. Perché è un po' vago. Lo usavo, prendeva dici... in bocca gli stronzi e li mordeva. Quel pezzo di merda. Mi devi dire poi qualcosina in più, però. In un Tekken lo potevi giocare tipo nella pallavolo e basta. Che cazzo era? Beach Volley del cazzo. No, non so il nome. Solo che era in un Tekken, ma non so il allora, nome. Sei tanto vicino alla risposta giusta e secondo me è giusto dartela. È un personaggio extra. È un personaggio so extra di Tekken. Vabbè, dai, è molto giusto, è molto giusto. Era difficile. Ed è vero anche la cosa della pallavolo. È giusta anche la cosa della pallavolo. È Gone di Tekken e c'è anche il gioco e il manga. Era Gone. Non mi ricordavo assolutamente il... Come si fa per tutti, si fa per chiunque. Troppo, le regole indissolubili. Già pagato per Sara? No, ancora no. Non perfetto. So. Stiamo pagando per Sara. Regia, ho sentito del rumore. No, non da me. Ok. Pronti? Chi è che ha parlato? Vai. 1760. Pagato. Zero. Sara. Pagato. Audio per Sara. Via. Abbassando la soundtrack. Vabbè, Super Mario. Cosina in più sempre su Super Mario? È quando prendi il fiore che diventa super potente, vabbè, dai. Sì. Che c'ha c'è il cosino del costumino bianco. Esatto, è la stella, l'invincibile di T. Ragazzi, a caso, mi dispiace chat, è il gioco d'azzardo, può andarti molto bene. Male. È la loro. Vai tranquillo, Poli, vai tranquillo. 7 su 10. Mario triggerato. No, ma anzi, quando indovinano gli altri, levami 500 a me, così almeno facciamo il gioco d'azzardo. Vai, prego. Ha detto fiore, ma è quello dell'immortalità, la stella dell'immortalità. Ah, cazzo, la stellina. Vabbè, dai, ma Cristo, quell'altro ha detto di Tekken, un po' vago. Sì, dai, un po' manica larga. Che lo potevi giocare a Beach Volley. È vero, è vero. La stellina, è vero. Vai, Dario, vai, molto per te. Vai.
personaggio. Vai, vai. Poverati. Vai. Tu, vabbè, Dario. Dai, questo è easy. Vai, Dario, è facile. Questo è easy. Globox. Globox di Rayman. Visto. Meno male. Via, meno male. 200 Globox. Punti per Dario. Via. No, no, è Globox. Sembra inventata, Globox. Per questo l'abbiamo messo. Era molto divertente il fatto che fosse inventata. Globox. Edo, spaga. 8 stronzi. Dammi un istante. Paga Edo e giro. Quanto intanto. Pago? Guarda, bella penalità. Io quasi quasi a Dario. Io adesso me la prendo. No, 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 ma non te, io. Un'altra penalità. Ah, ecco. Meno 300, visto? Edo. Mannaggia a Dio. Io la verità l'avevo detta a me, però vabbè. È così. Una prossima penalità la vorrei, via. Vai. Per Sara. Via. No, dai. Sara, era un bel punti. E via. Vai. Dai, punti. Citazione per Sara. Dai, che cazzo. È storto. Citazione per Sara, quella lì, la 4. Sei un ragazzo o una ragazza? Vabbè, porca puttana. Vabbè, ramma mezzo. Eh? No! Ramma mezzo. No, ma secondo me c'entra, perché è giapponese, quindi... No, è Pokémon. È Pokémon. Quando inizi, sei un ragazzo o una ragazza? Il dottor Oak. Purtroppo non è giusto. Ramma me. Però in Giappone l'hanno fatto. Sia Ramma che Pokémon. Seghe su Ramma, Dio caro. Un millino e si vede vedere. Dario, per te. Sei via. Vai. Penalità, vai. A posto. Citazione. No, però è un po' curvo, eh. È un po' curvo. Non arrivo, Billy, se ci pensi. Hey, you're finally awake. Allora, vabbè. Io però ho capito, Edo, mi stanno capitando, cioè, tutte delle merde incredibili, cioè Skyrim comunque. È Skyrim. Stanno capitando delle merde una dopo l'altra, una facile, fammela fa. Sapevo che questa round avrebbe fatto un sacco di casini. 9 su 10. Edo, potresti chiuderla certo. Te se becchi l'ultima risposta. Ma in realtà gli equilibri mi sa che si sono mantenuti. Pochino, mi danza bassa o la penalità. Hai pagato per Edo, non ho visto Fedan, chiedo al regista. No, ancora no. Ok, e io faccio girare, forse l'ultima volta. Citazione per Edo. No, no, è penalità questa. Sì, certo. It's time to kick ass and chew bubblegum. Vabbè, non la dirò il resto, è cringe. E sono... È tempo di spaccare culi e masticare gomme. E sono senza gomme. Non lo so. Spara a caso, sennò... Com'è possibile questa coincidenza qui? Scusami, poi. Sì, hai beccato prima. I have no fucking idea. È Duke Nukem. Monty di Luffy. As always. È Duke Nukem che è una frase... Ma che cazzo è Duke Nukem? Ma come? Si va da Sara. Vediamo se Sara chiude il cerchio. Punti. Audio. Mamma mia, che culo. Audio per Sara. Vediamo forse l'ultimo. L'ultimo, sentiamo. Via. Pronti? Quella sotto. Tipo. Worms. Sempre un po' più specifico. Più specifico è la bomba Armageddon, quella la, come si chiama? La bomba, quella della bomba santa. Vabbè, sì, granata sacra, bomba santa. La bomba Dario, sacra, va bene? Sì. Può andare bene come... va bene tutto a me. Chiedo una cosa in più. Ok, è la bomba sacra. Ok, rimettiamo anche un pochino di soundtrack e avete finito. Così siamo fuori dai coglioni questo posto di merda. Allora, vi dico cosa succede. Si apre la ruota e il premio, quindi uno dei tre pezzi delle carte che, del premio che vi ho detto, dell'arma di... Non ho visto la ruota aperta. Del masella. Non si è aperta, è nella tua testa. Ma quanti bisogna fare? Tutti e quattro, tutti gli altri tre? Tre, dopo è finito. Dopo è andata a Pegasus, finito. Sono 10 carte. 10 carte da gioco che però sono completamente bianche. Quindi avete 10 quest'arma che ha spezzato il masella. Sono 10 carte vuote. No, è voglia, voglia tu. No, in realtà questi sono i più veloci. Adesso questi sono i più veloci, questi due qua, soprattutto i due. Dai. Quindi avete 10 carte. Dove volete andare? La maggioranza stavolta. Dario. Oli. No, è uguale, dai. Oli, in uno. Grotta per vai, Sara. Grotta celeste. Dai, grotta. Prego. Ecco, allora voi andate a Grotta Celeste. Eccoci. E una volta entrati a Grotta Celeste. C'è Mewtwo, Grotta Celeste. Perché Tun. Ma marcio in quel senso. Perché è Mewtwo diventato, esatto, cartoonizzato. Anche lui. Tun. Mewtwo. E in questo round. Si diverte. Allora, vi spiego cosa succede.
Adesso sì. Vi spiego perché. Ma qua io sono convinto che io non devo fare un cazzo, ragazzi. Dico solo questo. Non allora, vedo il logo curvo di Poli, quindi già sto tranquillo io per ora. Allora, spiego. Quando prima vi ha detto il Masella che qui ci sarebbe stato un amico, intendeva appunto Mewtwo. E appena arriva in Grotta Celeste, viene con voi anche il Masella, quindi anche il grande collezionista viene con voi. Ah. Viene con voi perché vuole rivedere questo amico. Sentiamo cosa gli dice. Boia, Mase, era una vita, non ci si vedeva per davvero. L'ultima volta fu quando ci beccò quel contadino a ruba poponi. Come stai? Ah, quindi vuoi che metta alla prova i tuoi amici per vedere se sono in grado di sostenere uno scontro mentale. Ha voglia. Va bene, che Mase, ma solo perché sei te e perché siamo amici. Ora metterò alla prova questi tre e mi divertirò un casino a vedere come vanno di fuori, boia, come i cerani sui terrazzi. Vabbè, è uno streamer, il Delmo, un saluto. Ah, è Delmo! Mi chiamano. E adesso... Non so che cazzo sia. Vabbè, adesso... La voce così tutta, non la pronti. Conoscevo, vuol dire. Allora io dico una cosa, innanzitutto il Masella è venuto con voi. Infatti il Masella in questo momento sarà il giudice di questo round. I punti stavolta li darà il Masella. Alla fine, avete presente Buona la Prima? Il no. programma? Sì. Buona, sì. In Buona la Prima sì, quello di... il regista da lo facevano Ale Franz, Ale Franz no. da ai, sì. ai ad Ale Franz delle informazioni delle istruzioni che Ale Franz sì. devono improvvisare, ok? In questo round io vi darò delle informazioni in questa lavagna mentre voi discutete, vi fate la vostra live normale, diciamo, adesso vi do delle basi e dovrete rispettare quanto più possibile queste informazioni, queste istruzioni che io vi darò. Alla fine, colui che verrà reputato dal Masella, che verrà momentaneamente in cam da Dario, che è lì apposta, ecco. guadagnerà 1500 punti, il più bravo. Dimostra, il più bravo prenderà 1500, il secondo 1000 e il terzo 500. Okay? Buonasera, stronzi. Ciao, ciao Mase. Mase. Quindi sarà lui a fare il giudice perché noi non saremo parziali, la chat nemmeno, ovviamente. Quindi sarà lui che so che è più imparziale possibile. Certo. Diamo la prima istruzione base. L'istruzione base è che ovviamente siete venuti qui perché Mewtwo vi controlla la mente, perché Pegasus ha l'occhio del millennio che legge quello che fate. Quindi vi mette alla prova Mewtwo. E quindi l'inizio di questa storia che vi faccio raccontare a voi come volete, potete prendervi il tempismo e tutte le tempistiche che vi servono, è questa. Siete in un bar, Edo è il cameriere, Sara la barista e Dario il cliente. Ok, voi dovete partire da questa base, improvvisando su queste informazioni, un po' alla volta farò scorrere queste informazioni per uno di voi. E lo vedrete, perché ci sarà scritto Dario, l'immagine di Ratchet, Sara l'immagine di Rivet e Clank l'immagine di Edo, e comunque anche il nome. Una volta terminato il tutto, chi avrà improvvisato meglio prenderà i punti da il Masella. Tutto chiaro? Okay. Ok. Ok, io abbasso la soundtrack... Sarà un pochino cringe all'inizio, me ne rendo conto. Tranquilli. Sì, passerà, passerà, passerà. Io vi lascio veramente tutto a voi in mano. E un po' alla volta vi verranno date informazioni qua. Ho ridotto la soundtrack per fare a voi tutti. A voi il meglio content. Ognuno ha un ruolo. E un po' alla volta le cose cambieranno. Chi inizia? Inizia. Prego. Bisogna rompere il muro del cringe e me ne rendo conto. Questo lavoro di merda sottopagato. In cui devi interagire con le persone di merda. Finito la round. Perfetto. Ma non manco parere i personaggi? Questo è l'incipit. Un po' alla volta si aggiungono cose. Questo è l'inizio. Io non vedo nulla, è normale che non vedi. Ma come? Devi guardare da Discord, Dario. Sto guardando, ma vedo sempre. Io sto guardando pure da Discord, ma vedo sempre il cose. Questo frase. Ma è l'inizio, ok, quindi partiamo da qui. Va bene. Appena inizia, dopo io aggiungo cose. Capito? Ok. Quindi... Allora avevamo capito male, stavamo aspettando cose. Ho sbagliato. No, è giusto, è giusto. È giusto. Vabbè, potete tenere la chat aperta. Potete tenere la chat aperta. Ok, quindi Dario il cliente del cameriere. Ma che cazzo mi serve la chat? Beh, se volete per fare le gag con la chat e avere una risposta, un feedback immediato. Meglio di no. Io vado. Non lo so, allora io rispondo a Edo, quindi si parte. Sì, certo, è un discorso tra voi, vi ho dato un ruolo. Ah, Edo, vai. Buongiorno. Dimmi, io volevo la migliore birra che avete, qual è? Sara di Ocale, qual è la birra migliore che abbiamo? Che botto!
Non è che mi ricordo bene. Allora guardi, vuole una bionda, vuole una mora, vuole una rossa un po' corposa. Quale tipo di birra gradisce lei, signor? Signore? La più potente che avete, per favore. La più potente? Io le metto un po' di correzione, però qua il cameriere mi deve dare una mano, perché io ho cambiato, adesso ho cambiato la disposizione, a Marcord un cazzo qua. Ma lei, voi come vi chiamate? Per sbagliare i vostri nomi devo prima saperli per la prima volta. Sono Brigilda, piacere. Ah, ecco, Barinda, va bene. E lei, invece, Pupolo. Cameriere? Come? Pundolo? Pupolo. Ordolam? Pupolo. Credalas? Pupolo, porco Dio! Oh, non capisco, Pomnolod. E lei ha detto Pupolo, insomma, stia a sentire lei. Stia zitta, Jessica. Brigilda! Un po' tardi è arrivato questo messaggio. Va bene, mi dia la birra, forza, Crotolo. Dammi questa birra, questa birra. Sì, sì, arriva. Un attimo, beh, allora, birra, due porzioni. Stia, cameriere di sto cazzo, prenda sta birra e la dia al cliente, per cortesia, che qua c'ho da lavorare. Ecco la birra, piena di schiuma, tenga. Grazie, Ugo. E allora, un attimo, calmiamoci, cambiamo la situazione, io mi giro, voi parlate un attimo dei cazzi vostri, io mi giro un secondo, torno subito, torno, toc, toc, una dose di questa, ecco, prendete, bevete, anche te, cameriere, dai che ti vedo un po' agitato, datti, bevi, ti vedo setato, bevi. Allora posso bere, signorina Credil? Sì, beva, Cresilda, Brigilda, quella lì. Sento un pochino strano, però, signorina Pog. Ma no, sono i fumi dell'alcol. Adesso è tempo che le arrivano alla testa e vedrà. Si riprenderà in due secondi. Ma che cazzo scrivi, Poli? Vabbè, sei un coglione, va bene. Ma mi sento strano perché questa birra è lezza! Madonna, incredibile, proprio è una merda, sgocciola. Come osa lei dire che la mia birra è una merda? È una merda, perché lo butti fuori. Cameriere, faccia qualcosa, muova qualcuno. A Onna osa buttare me l'asso del gioco. Cameriere, lo butti fuori. Io vivo a Malta, non ci sono questi problemi rispetto all'Italia che sgocciola. Oh, pesa, Dio, voglia, Beppi, come sia? Tutto bene, amore mio? No. Raga, famiglia, tutto bene? Fiori? Che cazzo di fuori? E faccio il cameriere che ha un attimo dei problemi, mi sa che devo cambiare il personale. Lei, signor cliente, qua lavora? Il gatto più caro del mondo, guarda come è. Allora, guardi, se vuole io le posso proporre questi due martini, questo pomodoro di doppia seconda generazione, ho questo limone, 4/3, lo vuole questo limone? Le piace? Fate piano, Dio buono! Sta zitto, Teli! Carte! Allora, me li compra sti limoni? Sì, perché i limoni! Si sgretolano, però! Un cazzo! Odorano proprio di palle! Senti la buccia, come appena raccolta! No, ma non ho letto se c'era la mia slide, siamo nella merda. Guardate. Perfetto. Questo limone, welcome back, follower, welcome back, unturnished. Guardate questo limone racconta una storia incredibile che andremo a sviscerare nel nostro long play che durerà solo 6 mesi. 6 mesi dove andremo a approfondire ogni aspetto di questo gioco di merda. Devo un po' fischiare perché ormai le cose si stanno accumulando. E quindi madonna, questo limone è come sgretola. Ma è incredibile, però io lo vorrei comprare. Allora, te qua, signor cameriere, te sei un po' bucato, lo so, però... Un bel panino col salame, un bel panino col salame. Signore, voglio questo limone, offro... Io offro 50 nichelini, quanto offro? Offro abbonamento gratis per un mese a Agnese OnlyFans. Non c'è... Ma non vale! Non c'è nessuna Agnese OnlyFans! Ah, ora stai lì, hai detto che ha ammazzato il vostro! No, Cos'è proprio con le nocche! Ho visto limone di merda! Beh, ci credo, sta prendendo le foto! Sono simpatiche ste scimmie! Beh, bello, insomma... Madonna, no, ragazzi, dai, no, Poli, non mi fa. Incredibile, sto mastino. Madonna, un gorilla! Perché...
Rubino, vediamo un po' dei culi. Forte, che bel cucciolo di blu, vieni qua che ti faccio due carezze. Ma guarda come 6.000 euro oggi, ragazzi. Boom baby, dai, boom baby, boom benvenuto baby, nella sala, oggi 6.000, dai che non perdiamo niente. Mia, senti, come erano questi due sabbietti? Questi 5 giftini dov'erano? 2, let's go. Guarda, la gabbia delle scimmie. Oggi si fa la storia, ragazzi. Guardate, oggi una bella infornata di TikTok. Rubino. Allora, ragazzi, attenzione, perché c'è qualcosa che non mi dà. C'è qualcosa che non mi torna qua, perché se ci pensate, tutto questo casino che abbiamo, dimmi tu, problematico, e quindi bisogna assolutamente trovare, ehi, bisogna trovare il modo di quietare un po' gli animi, perché se no poi alla fine se ci pensi dai, ragazzi, dovete stare calmi, per favore, che non fare così. E tocca a te, che mancia! Sei una merda! Te il tuo pub dell'amico di merda, ci cago sopra e gli do fuoco! Ma cos'è che però? Beh, ok. Devo pubblicarla anche. Quanto meta vuoi fare? Vedi te, Edo. Se vuoi pubblicarla, Non si fa così, ma cazzo. Mi sento la testa, Oh, vabbè, raga, mi avete rotto i cazzi. Io ho le daily da fare qua. Vai, le daily. Le daily. È una cosa assolutamente problematica. Bugia, perché le ho già fatte tutte, ma le rifaccio. Vabbè, le rifaccio. Vai sto bloccando. Le daily. Tutta fatta. Poli. Questa pietra ci servirà più avanti, ma ne riparleremo. Aonna! Ehi! Ah sì, scusate. Welcome back. Oggi dobbiamo dare un triste annuncio. Qualcosa che nell'industria non sarà mai visto. La Tomodachi ehi! Ti è sciolta, madonna! E quindi dobbiamo sì, no, perché poi c'ho i vecchi tic, le vecchie cose. Non so se sono cumulabili, comunque ci dibutto tutto. Vai, più grande. È veramente un problema, sia per Twitch che per tutto il resto della community di Twitch. Ehi, penzola, Mish. No, che tragedia, no. È molto importante stare attenti, perché la Tomodachi effettivamente è qualcosa che ha cambiato, se vogliamo, il destino. Ehi! Efficienti, si sciavano. Immorale. Dai, insomma, Edo, dai che ha perso un cazzo, talvolta maniera, la pida sa per sotto, la pisa un po' ma tutti. E penzola, però, ma ogna. Talpis, la pida sa per sotto, Edo? Chi? A che lingua era? Okay. Ultimo. Ok. Poli, sei un coglione di merda, questo qui si deve cagare. Una sega quella giacca di merda, meno male che te la sei tolta, porca Eva, ci avrei pisciato sotto. Ovviamente schifo, ma poi Poli HS nel 2022, ma cambia il nome su Instagram per fai cacare con quelle carte virtuali dei cazzi. Ho discresso nel nulla, investimenti nel cazzo. Cioè, animazioni, doppiatori, qualsiasi cosa, per cosa? Per il nulla assoluto proprio. Ecco qua. Avevo uno scaraccio incredibile. C'ho tutta la Date magia. I feedback che volete, chat. Io ho bisogno di qualche secondo, prego. Intanto, Masella pensa chi può aver vinto primo, secondo e terzo. Devo lavare. Ci vuole anche il podio. Nexaso troppo cringe. Vabbè, insomma. C'è stato. Allora. Guarda che mi stavo però con l'analisi delle interpretazioni singole. Vieni dentro la webcam, Mase. Sì, ma è per il microfono. Ah, no. Ok. Tanto devo parlare. Ok. Aspetta, dammi un secondo. Vai. Ecco fatto. Dicevo, passerò all'analisi delle interpretazioni singole. Primo ti ricordo, Mase, che il primo prende 1.500, il secondo 1.000, il terzo 500. Me ne frega 500. Un cazzo, Poli, io devo soltanto dare un giudizio, non mi rompere i coglioni. No? Sì, è interessante. Devi spiegarle prima e non interrompere il mio giudizio. Comunque, dicevo,
Parto da Sara, devo dire che comunque è stata un po' incostante a momenti, è intervenuta solo quando è richiamata, ma con grande intensità. Poi ovviamente quando si è dovuta immergere nella sua terra natia ha dato il massimo di ma se stesso. Ma non ho capito quella roba. Romagnolo. Ah, Romagnolo. Esatto. Bene ma non benissimo. Bene, ma, onesto, non benissimo. Bene ma non benissimo. Accetto. Passerò a quel test cazzo di Edo, che prima o poi gli spacco quel telefono in faccia direttamente. Ma è successo un casino, Mase, questa volta veramente è successo un casino. Ho capito. Hanno liccato la canzone. Un casino. Va bene. E comunque molto bene, Edo. A parte grazie. Quando si distrae perché pensa alla figa, all'alcol. Figa, è saltata una live che dovevamo fare. Lasciamo perdere. Va bene. Devo fare una roba, è saltato qua tutto. Vabbè, sti cazzi. La rifarai, non succede. Sì. Okay. E comunque vabbè, Edo è sempre molto bene, soprattutto quando si incazza e deve offendere, è insuperabile. No, è molto facile. Dario è stato molto bravo, ho visto che quando cambiavano le scene aveva un po' di smarrimento, tintinnava, non so. Però ecco, appunto, ho apprezzato questa intraprendenza nell'accumulare i personaggi, che hanno creato un po' di confusione, ma onestamente, ecco, mi sento proprio per questa finale scompiettante dove c'erano contemporaneamente dentro di sé Zeb 89, Sabaku, che se non ricordo male in antichità sono stati sovrapposti fra di loro, Adrian Fartade in un certo momento, insomma, cosa del genere, questa sovrapposizione mi è piaciuta, quindi mi sento di dare il primo posto a Dario. Secondo posto, sono molto indeciso, probabilmente per la grinta nel romagnolo la assegnerò a Sara, ma è stato un podio abbastanza, io metterei il pari merito se fosse per me. Non esiste il pari merito, purtroppo ci deve essere però, un terzo e un secondo. Se Mattella ti dice che c'è il secondo posto a pari merito, il giudice supremo incontrastabile dovresti acconsentire al fatto che assegni pari punti al secondo posto, perché uno ha eccelso in una cosa e l'altra in un'altra, si sono assolutamente equivalsi. Se a Dario va bene, dato se Dario potere, a me va bene, posso leggere il commento più bello della live? Leggi tutto quello che vuoi. Ah, io non li conosco, questa è la premessa, quindi tenetevi forte. Ma allora, il giudice che sta insieme fisicamente ad un concorrente non può essere di parte. Allora, era sirissimo, il Masella no. È difficile che il Masella sia di parte. Io ho una soluzione. 750 a testa. Sì, va bene anche a Sara. 750 testa. Va bene. E allora 750 testa, dai 750 e via, 750 testa e via. Ma i punti sono i soldi che vi danno per partecipare, bene. Non potrebbe essere permesso. Ok, 750 testa, facciamo i conti. Io vi dico, mentre si va avanti, Mase, grazie mille anche per aver dato la voce, poi ci saranno i dovuti ringraziamenti alla fine. Grazie mille, Mase. Manca l'ultimo gioco, quindi. Due giochi mancano. Il prossimo, questo è il prossimo, è molto veloce. Dario, doveva durare un sacco, sta durando molto meno. Ma io guarda, se ci penso. Niente come cosa. Allora, adesso vengono aggiunti i punti. Prima di andare avanti, volevo solamente ringraziare tutti quelli che già mi hanno detto, i collaboratori stanno sul Kickstarter, si è già arrivati una cifra importante, quindi... Quanto? Oh, buttiamola dentro, dai. Dica sì tu, no? 400 vado euro. Anche io, quant'è? Dov'è? Vado a donare. No, vabbè, io ricordo solo perché siamo anche su YouTube, punto esclamativo dire. Kickstarter su Twitch. E la cui metà è mia. E in descrizione c'è il Kickstarter su YouTube. Certo. Grazie per tutti quelli che stanno già finanziando l'episodio 3 con le doverose ricompense, quindi grazie. Allora, io vado avanti con la lore, per intanto voi recuperatevela se vi interessa, tanto non c'è tanto che si può ancora fare. Si torna nella mappa e una volta che avete dimostrato a Mewtwo di essere bravi, Mewtwo vi dà un altro pezzo di quest'arma che vi diceva il Masella, che è sono altre 10 carte completamente bianche, completamente vuote anche con queste altre 10 carte, quindi vi trovate con un mazzo di 20 carte vuote però, completamente blank, ok? Alzo la soundtrack. Non vi rimane tanto da fare se non andare a Dice Crown Citadel, posto famoso di World of Warcraft. Non c'è PayPal col Kickstarter? Non ne ho idea di cosa ci sia, io l'ho fatto e non so come si possa pagare, la gente farà un po' come cazzo gli pare. Cazzato, ma non serve, Dario, già il fatto che mi state dedicando tempo è tanto.
Andiamo a Northrend. Eccoci. Vai, Northrend. Sì, e Sara si è prenotata, ma mi sa che è un bug. La chat va levata. Allora, va levata la chat, ma tanto qua sarà molto veloce il round, quindi... Non ho cliccato. Cioè, allora, non avevo neanche le mani sul mouse. Non c'ho più il buzz. Non c'è nessun problema. Dario, riprendilo dalla chat. E anche Edo e anche Sara. Non avevo neanche le mani sul mouse. Lo ripreso, ma... Questo è un round che andrà molto veloce. La cronologia non vale? Da quello che ti ho mandato su WhatsApp. Solo lo riprendo. Ma dove cazzo è? Ora non lo trovo più. Vabbè, su Telegram. Cerca la chat con me. Il Masseo lo vedo. Il Masseo lo vedo. Sara, se provi a prenotarti anche te. Io ci sono. Sara lo vedo, manca solo Dario. Mentre Dario arriva, io vi spiego. Lo vedo? Bravo. Sì, lo vedo, lo vedo. Ok. Sara, lo vedo. Spiego cosa succede qui. Arrivate in questo posto famoso di... Maschile. Perfetto. Arrivate in questo posto famoso di World of Warcraft. C'è questo cavaliere che difende l'ultimo pezzo. Non può? Niente, non andiamo avanti. Non lo conosco. Che difende l'ultimo... Che difende l'ultimo pezzo. E appena arrivate, però, lui giustamente prova a difendere ciò che gli è dato. Sta roba. E sentiamo cosa dice. Che non ho mai conosciuto, ricordo. Ah, vabbè. Vabbè, oh. Questo è cringy, ve lo dico. Questo è tanto cringy, ve lo dico. Praticamente le cose ti costruiscono in questa landa desolata, però tu vuoi passare sul mio cadavere? Oh, porca troia, non c'ho più l'età per sta roba. Da quando il biondo platino mi ha reso così non faccio più paura a nessuno. Ed è anche un casino tenere la voce modificata per così tanto tempo. Ah, prima di lasciarvi devo portare avanti una tradizione del Poly Quiz Show. Blur? Merda! Ma non quel blur, Non quel blur, ma che era Leonardo, è blur. Poi ci ha messo tanto amore e impegno nel farlo. Allora, innanzitutto non è blur che pensate, blur collega di Evox che salutiamo, Riccardo. Salutiamo anche il Duca che ha doppiato. Era solo per la lore del Poly Quiz Show, non ve ne frega quasi un cazzo. È stato tunizzato anche Arthas e quindi non difende una minchia, dovete andare avanti con il round. Il round è molto semplice. Sono dei rebus. Okay? No, carissimo. Sono molto più semplici del dovuto. Allora, vi faccio vedere un esempio. Vi faccio vedere un esempio. Allora, innanzitutto tutti quelli che vedete. Poli, sappiamo fare rebus noi, Poli. Invece saprete fare, invece così finiamo, andiamo tutti a casa a romperci i coglioni. Carra All Might. Allora, vi spiego. La stragrande maggioranza dei personaggi e dei titoli di videogiochi sono in inglese. Quindi tutti i rebus sono in inglese. In questo caso sarebbe una chitarra, quindi guitar, e lui è un eroe, quindi hero. Quindi sarebbe Guitar Hero. Certo. Grande, facilissimo. Okay. Ci arriverò mai. Ogni risposta corretta sono 150 punti. Da una certa vi dirò che ogni rebus vale 200, perché diventano molto più difficili. Oddio, molto. E qui dobbiamo bazzare, ma non possiamo superare. Sempre bazzare. Poli, ho capito, Poli. Sempre bazzare. Ho capito. Va bene. Va bene, bazziamo. Quindi, io ve ne faccio vedere una alla volta. Il primo che si prenota, quando pensate di dare la risposta, cliccate. Ricordo, titoli di videogiochi, personaggi... generici del mondo dei videogiochi. Ok. Primo. Masseo. Cuphead. Io porco. No, cioè nel senso che palle. È successo un casino. Via, 150 per... Un po' la testa di Facebook. Ma sì, sono cringe a posto. Alziamo un po' la soundtrack che non si sente una minchia. Cioè io sono un po' volente. Secondo. Via. Non ci vogliono i flash assurdi. Masseo. Questa so, volevo... E allora, passa al Masseo, Dario. Ezio Auditore, Assassin's Creed. Oh, Ezio Auditore. Bravo, è vero. Ezio Auditore di Assassin's Creed. Mamma mia, se l'ho scazzata. Ah, ma io pensavo in inglese. Questa, dei livelli. Continuavo... Perché show, Auditorium. Show. Auditorium, sì. No? Quindi... l'ho scazzata. È livelli improbabili. Latino. Pronti, via. Dario. Ovviamente, questo è... Adesso mi è venuta. Questa, ovviamente... Pirate? Pirate? Pirates? Pirates? Eh? Pirates? Come? Come? L'abbiamo già detto, no? Pirates? No, mi sdocca dare la parola a Sara. Sara? È Jack and Dexter. È Jack and Dexter. Ah, Jack Sparrow. Certo. 2960. Pirates Laboratory, famoso videogioco. Via. Terzo. Quarto. Masseo. Wolfenstein.
Wolfenstein. Non ce la fa il cervello a starci dietro. Questo è il dito più veloce. Questo è il dito più veloce. 150 anche. Vabbè, per me. Anche alla mente, perché. Sì, la mente, il dito. Chi ci arriva prima? Anche, perché sono semplicissimi. Pronti con il prossimo? Via. Masseo. Metal Slug. Ce la faccio. Slug. Sempre dopo. Metal, il mio cervello non ce la slug. Esattamente. Metal Slugs. Perché metal, metallo e slug. Sì, vabbè, cazzo. Perfetto. Prossimo. Cos'è sta roba? È un piccolo sell out. Ah, Dario? Kickstarter. No, deve essere un gioco, Dario, non può essere Kickstarter. Ah, un gioco, ma davvero non è frullato. O un personaggio o un'immagine o un videogioco. Rise of Kingdom. Perché Rise of Kingdom? No. Rise l'impero non del è Rise of Kingdom. Ah, non okay. È Rise of Kingdom. Sono confusa. Masseo. È un Link. È Link di Zelda. È giusto. Ma no, ma il gioco hai detto. Ho, ho detto personaggi e videogiochi. Ah, ok, ok, ok. Oppure... Link. Ah, anch'io avevo capito solo è Link di Zelda, no? E quindi sell out nella gag. Il livello. Che stronzato. 56.000 punti sono un po' troppi. Pronti con il prossimo. Via. Dai, Dario. Hades. Hades. Ce l'ha fatto il mio cervello. Ce l'ha fatta. Bravo, grande. Cervello. Non mi mollare adesso. 6.003 per Dario. Resettando. Madonna, questo buzz di merda. Pronti, via. Dario. Tony Hawk. Tony Hawk. Bravo! Skateboarding. Tony Hawk. Chef Tony. Il brand... Io oh. Chef Hawk, non mi veniva. Chef Hawk, un nuovo gioco, mi sa, nel mercato. No, no, via. Edo. Dragon Quest. Dragon Quest. Drago e la quest. Mi sembrava cliccato. Dragon Quest. Pronti. Buzz impossibile da gestire. Via. Dario? Questo è trabocchetto però, eh? Perché? Questo è Rocket League. Questo è Rocket League. Bravo! Questo è il Team Rocket e la Lega Pokémon. Rocket League. Ci sono arrivata. Eccoci qua. Sfida per sti giochi. Ok. Via. Prossimo. Via. Sta bruciando il cervello. Edo. Tomb Raider. Madonna, che cazzo hai fatto? Come cazzo hai preso? Raga, madonna, ma seri? Wow. Tomb Raider, 150 per Edo. Puttana, questa non era facile. 5.930. Ho letto la chat. Non credo che tu l'abbia chat. Possa c'ha due secondi di delay. Non penso tu l'abbia letta. Allora, questo bello, è il penultimo bello. E poi diventano più difficili. Dario. Super Mario. Ah, ho capito. E però ci vuole la versione, eh? È Super aspetta, Mario. Ah, Bros, vabbè, Bros. Sì, Bros. Sì. No, pensavo Super fosse Mario, più Bros. Tricky, tipo, stavo pensando Sunshine Galaxy 64. Un saluto a Mario Sturniolo. Super Mario Bros. Da ora questo, diventa più difficile. Da questo 200 punti ciascuno. Porco via. Due. Dario. Ho capito. Questo è Dio. Sub-Zero. Sub-Zero. Sub-Zero di Mortal Kombat. Mortal Kombat. Zero è il cane amico di... Sì, zero. 3, 2, 1. Anche... Masseo? Silent Hill. È Silent vero. Silent Hill. Ve l'ho detto, il più forte. Ma, dai, però ci sono questi ancora, sono. Dai. 6.130. Pronti? 3, dai. 2, 1. Dario? Micchia, l'hai visto così velocemente? Sì. Aspetta. Dio Cristo. Non è un gioco, Dio Cristo. No, aspetta. Forse. Vabbè, c'è l'ordine, ce l'abbiamo. Quindi se non è no, Dario, è il Masseo. No, niente. Via, niente. Edo. C'è Sara, dai, lo sa Sara. No, non la so. Sara? Ho pensato Terraria, non so però. No, se... però in inglese, quindi... Allora io vi faccio... So, beh no, avete risposto tutti, quindi... Angel di... Quel cane è un Border Collie, quelli sono le terre. Borderlands. Io pensavo a dog, capito? Sono più difficili, te l'ho detto. Ho pensato che il cane poteva avere un nome. Ci sta. Bella, quella sarà un po' roleplay, un po' troppo roleplay. Un po' meta. Beh, poteva essere tipo Angel di... Tre. Sì, Bobby anche. Due. Bobby. Masseo? Warhammer?
c'è qualcos'altro, però è sbagliato. Ah, ho capito, bella, sarebbe questa. Sbagliato. Oddio, l'ho capita. Warhammer è sbagliato. Warhammer è sbagliato, perché è proprio sbagliato. Che cazzata. Bella questa. Sì. Peccato, mi sono preoccupato, pensavo avessi indovinato. Warhammer, quante mille sono? Tantissime mille. Saranno tipo, non lo so. Una. Devo contarle. Ma che conti? Se vuoi te lo dico. Mila. No, fai rispondere. Un numero mila, ma non lo so quale cazzo. Allora, visto che contarla è impossibile. Sara. Sara fa rispondere. Allora, teoricamente Warhammer è sbagliato, quindi io gliela devo dare a Sara lo stesso, perché non è solo Warhammer. Warhammer è un'altra cosa. Sara è lei. Vabbè, no, è Warhammer 40.000, però la sapeva. Però dai. Warhammer è il gioco non col 40.000, quindi è giusto dire Warhammer è un altro gioco proprio rispetto a 40.000. Lo so. Ma Warhammer Fantasy 40.000. Fantasy è 40.000, dire solo Warhammer è sbagliato, no? Purtroppo va bene, Paoli. Oh, ne ho messe 40. Potevo mettere 40 e una X. Ho messo 40.000. Sono 40 quelle, eh? Una alla mano. Oh, vabbè. No, voleva rispondere Sara. Dai, perché la va scoperta subito. Sara. Vabbè, però l'aveva indovinata anche lui. Dai, diamo dei punti anche a Masseo. Allora. Diamo no, 70 punti al Masseo. Così va tondo. Se volete, vai. No. Poi se perde per questi, ci incazziamo. 3, 2, 1. No, Dario? Non so. Non so cosa sia sta roba. Questa ovviamente è Earth of No, scusatevi, è Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, le ombre. Stavo per dire Earth of Darkness a caso, non so perché. Shadow of the Colossus. E quello è Colossi Dark. Perché era un Earth of Darkness. Sì, perché off Shadow of Olifants the Colossus. Ma non mi risulta che grandissimo titolo. Vecchio mi sembra che l'ha cambiato. 3. Sì, l'hanno cambiato, perché 1. Kuro Lili. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Sì. È proprio lui. È proprio lui. Quel gioco lì. 3360. Beh, mancano 5 o 6. Ne mancano pochi comunque. 3, 2, 1. Let's go. No! Dario? Vabbè. Ovviamente. Come? Questa è famosissima. È famosissima. Gioco incredibile. Micro Machines. Fine. Esatto, Micro Machines. Microsoft tagliato e macchine, quindi Micro Machines. Esatto. Vabbè, era per fare un attimo, perché volevo dire V3, che è il gioco del PS1 storico, però vabbè. No, sarebbe stato troppo difficile poi, no? 2, 1. Ah, c'è ancora. Però erano 3. Dario? Dio porco, la fanbase di Blur. Ah no, scusa, mi stavo confuso con... No. Aspetta. Ho sbagliato. Comunque. No, beh, non credo. Non la so. Non lo sa? E allora, Sara? È Devil May Cry. Devil May Cry. Non ricordo. Vabbè, okay. 200 punti a Sara già dati. Ne mancano 4 ed è finita. Signori, 3, 2, 1. Ha già vista. Dario? Oddio. Life is Strange. Life is Strange. La barra della vita, la life. È Strange. È tutto Strange. Basta. E ultimi 3. 3, 2, 1. Go. Questo è arduo. Attenzione, Dario. Questo è Red Dead Redemption. È proprio Red Dead Redemption. No, perché era red. È rosso. Red. Cristo Redentore. E quello bravissimo. È Cristo Redentore. Quindi Red Dead Redemption. E gli ultimi due. Adesso ne mancano altre due difficili. Bravo. 3, 2, 1. Che cazzo? Non è un sell out a chi ha Amazon Prime, ci tengo a precisarlo, eh. Serviva quello. Oh, cioè ci sono. Dario? Metroid Prime. Esattamente, Metroid Prime. Il gioco Metroid che cazzo Prime. Sia. Ma quella era il tesserino della Metro. Quella è una ID? Allora, Metro, una carta ID, carta d'identità, ID. E una corona allora, del Prime. Io la parte centrale non l'avevo capita, però ho visto Metro e Prime. Hai collegato. Sì. E avete grazie. L'ultimo, ragazzi. Via. Dario? Little Big Planet. Acceso il cervello ed è stata una bestia qua, eh. Little Big Planet. Siete delle bestie. Steve Orlicio, Big di mio fratello, e il pianeta Planet. Bravi. Allora... Si torna alla mappa. Signori, può guardare la chat? Potete guardare la chat.
E ci avviamo verso l'ultimo round. Giuro, è l'ultimo round e poi abbiamo finito. Allora, avete sciolto il ghiaccio che conteneva le ultime 10 carte. Poli, dimmi la verità. C'è un round ribaltone? Io ti conosco a te, eh. No. Beh, in realtà dipende troppo da voi. Eccoci. Non dico un cazzo. Vabbè. Allora, mentre si legge in chat, potete fare quello che volete, prendetevi 2 secondi. Io vi dico cosa succede al volo, sia alla chat che chi ci guarda YouTube e a voi. Allora, Suka non hai potere. E io in realtà mi sono già segnato i nomi, ragazzi. I mod sono già segnati. Vi vanno sul mio, chiaramente. Allora, mettete insieme le 30 carte. E appena le mettete insieme, le carte diventano da bianche, ottengono una faccia. Questa faccia sono 30 carte che vedono protagonisti buoni del mondo dei videogiochi. Ok? Quindi avete un mazzo di 30 carte che vede solo protagonisti, quindi Crash, Spyro, Link, Snake e molti molti altri. Con questa, che è l'arma che il Masella vi ha detto che aveva spezzato, andiamo all'ultimo round. La boss fight con Pegasus. Era il via questo. Non ho sentito niente perché ho letto la chat, ma sono convinto che sia un gioco bellissimo, dai. Allora, questo è l'ultimo round. È diviso in due fasi. Non serve più il buzzer, potete... Oh, meno male. Potete chiuderlo. Allora, questo è l'ultimo round. Allora, voi avete a disposizione 30 card. Io vi dico già, questo round voi potreste perdere. Ve lo dico senza problemi. Okay. Allora, è diviso in due fasi. Una fase dove voi prendete una carta e una fase dove giocate contro Pegasus. Questa è la fase dove reclutate quelli che chiameremo adesso in poi per comodità campioni, che sono quelli lì sopra. Come funziona? Allora, la prima fase consiste nel, a testa, in realtà è uguale l'ordine perché il punteggio è identico, da Dario, Edo e Sara, sceglierete di provare a prendere una di quelle carte che vedete là, che saranno un totale di 30. La carta ha un piccolo valore, come vedete, un numero vicino a una spada. Questo rappresenta il valore di attacco di quella carta, che servirà per fare danno a Pegasus, ok? E anche, oltre al valore, anche quanto è difficile la domanda per prendere quella carta. Ok? Come funziona? Mettiamo caso che Dario scelga di prendere come campione momentaneamente Crash. La domanda relativa a Crash sarà solo e soltanto sul mondo di Crash Bandicoot. Cioè la risposta è dentro il mondo di Crash Bandicoot, un gioco dei Crash. Quindi non può essere Snake, deve essere qualcosa contenuto all'interno del mondo di Crash Bandicoot. Partiremo facili perché comunque questa selezione di prime carte è semplice. E un po' alla volta ne sbloccate sempre di più difficili e più forti contro Pegasus, che vi dico già 100 di vita. Quindi voi finite tutto quando avete fatto totali 100 danni a Pegasus. Va bene? Ok. Prima di iniziare, Pegasus vi raggiunge nel suo castello e vi dice qualcosa. Sentiamo al volo. Non ho capito niente. Vi do il benvenuto nella mia dimora. Speravo proprio che riusciste ad arrivare fin qui. Ah, vedo che siete riusciti a rimediare un deck di carte. Finalmente, dopo tanti anni, forse sarete in grado di offrirmi una sfida. Fatemi fare gli onori di casa, lasciando a voi la prima mossa. D'altronde, sono pur sempre un gentiluomo. Da parte. Per forza, potevamo fargli dire per forza, ma non lo diceva bene. Allora, quindi vi fa fare la prima mossa, ovvero vi fa reclutare un campione prima voi. Prima dello scontro vi fa scegliere la possibilità di giocare. Dario, tu adesso sceglierai, alziamo la soundtrack per favore, sceglierai una di queste 5 carte. Può andarti bene, quindi puoi avere la risposta e saperla, o può andarti male. Se ti va male, scoprirai dopo cosa succede. Quindi scegli uno di questi 5, uno dei mondi per il quale sei più... Vabbè, provo Crash, chiaramente. E proviamo Crash. Con Crash. Allora, togliamo Crash dalla selezione delle carte e di là, a destra, apparirà una domanda. La domanda in questione è... Da noi sono le Marlene, ma qui questo frutto... ha un altro nome, i frutti Wumpa. Dario ha preso Crash. Momentaneamente passiamo al Masseo. Edo, scegli un personaggio di questi mondi. Link. Prendiamo Link. Vediamo la domanda. Indecisissimo. Vediamo. Dopo ne spawneranno altre di carte dietro, eh. O è bellina, o è bruttina. O è vagina. Non è dentro il mondo di Zelda, lì, immagino, mi sembra. No, è la fatina, che cazzo è? Questa è molto cringe anche la risposta, se posso. Dimmi, no. O è bellino, o è bruttina, o è... O è carina. O carina!
È giusto. Dio porco. È lo carina, no? E quindi vabbè, anche Edo. Vabbè, ma ti devono dare l'eroe, dai. Hai detto vagina, vabbè, zii, no. Cioè non posso prenderla come buona come risposta, scusami Edo, cioè. Sara, vai. Soleil. Vai, dai. Soleil, vediamo da Sara vuole provare a evocare Soleil. Vediamo la domanda. Nomina un boss dove Soleil è evocabile. Porca troia. Boh, anche io me lo ricordo. No, non per quello, che io non summono mai. Ah, è tipo guarda, casino, la mia casino. Challenge personale. Non me lo ricordo troia. Mai, cioè. Me basta uno, sono cinque se non sbaglio, 4 o 5. Un boss dove evocare, boh, tiro all'inzecca sul primo capitolo. Fammi pensare dove potrebbe essere evocabile. Forse... Allora, sicuramente non Orsten e Smaug. Sicuramente non Artoria, sicuramente neanche Sif. Non lo so, andando per esclusione... Provo Calamit, ma proprio non lo so. Che? No, non credo. No. Un secondo, perché non mi sono scritto il nome. Posso chiederti, non ho giocato Dark Souls perché sono ignorante con la merda. Che boss è? Che tipologia di boss è? Calamit è un drago, è tipo uno a cui è più difficile tagliare la coda, è un dragone gigantesco, nero. Mi confermano che è sbagliato, ok. Perché io ho scritto il nome del nostro completo. Allora, non c'è problema, Sara, non perdi niente. Andiamo nella fase 2, okay. Quindi spostiamoci nella fase 2. Allora, intanto mettiamo... Non preoccuparti, Sara, teoricamente potrebbe non succedere niente. È Ganzo che si gioca contro Pegasus con le carte, poi. Vabbè, la citazione Exodia che è il mazzo. Sì, 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 chiaro. Allora, sì, mettiamo... 100 life points, cioè il cretino. 100 life points, esatto. Adesso vi dirò come potete fargli danno. Allora, in questa fase potete guadagnare o perdere punti, in base a se avete o no un campione. Allora, di fronte a voi, a partire da Dario, uno alla volta, apparirà nella corsia rispetto di fronte a Crash un nemico del mondo dei videogiochi. Potrebbe essere di qualsiasi mondo del videogioco, ok? Se mi dici chi è... Il nemico, essendo, diciamo, il deck delle 30 carte di Pegasus, svanisce e fai danno direttamente a Pegasus, pari al valore d'attacco del tuo personaggio, ok? Mm-hmm. Quindi se tu mi dici che il nemico è, che cazzo ne so, è Soleil, adesso dico una stronzata, il nemico svanisce e tu attacchi i life points di Pegasus, facendogli 5 danni. Il tuo punteggio per aver fatto giusto l'evocazione, quindi Crash, e aver riconosciuto il nemico, sono 200 punti totali. Poi arriviamo a Sara, che invece non ce l'ha. Quindi facciamo una cosa alla volta. Facciamo apparire il primo nemico di fronte. Ah, no. Ah, boia. Ma c'è il buzz qui, c'è bisogno... No, 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 cosa... tu mi devi rispondere quando ci vuoi, rispondi. E non mi ricordo il nome. È coso. Diciamo non che... È quello di Bloodborne, non mi ricordo più come si chiama. Indicativamente quando andrebbe bene. Diciamo che è il primo, dovrebbe essere il primo boss ufficiale, ma il secondo se batti Chierico Belga. In realtà poteva già andare bene anche Bloodborne come risposta, perché comunque è il videogioco. Come si chiama? Si chiama German. German. Sì, quello che può usare anche il carion. Allora, quindi basta dire il gioco da cui... Basta vedere il gioco, esatto. Ah, quindi si può evitare anche figure di merda di questo tipo. Benissimo, dai. Ok, spostiamo che il numero è una merda perché sono un coglione. Quindi... E Dario ha risposto correttamente, si è preso i suoi 200 punti per aver risposto a entrambe le domande correttamente. Edo, adesso appare uno di fronte anche a te. Vediamo chi è quello di Edo. Ma io non vedo un cazzo. È il Teostra, Monster Hunter. Precisissimo. Eh sì. È Teostra. Mamma mia. 200 zero, punti. Zero Monster Hunter. 200 punti per Edo. E... Il più forte. E altri 8 danni a Pegasus. Se metti le robe che conosco, grazie al cazzo. Beh, l'abbiamo detto che è scritto intorno a voi, per questo non si poteva paccare. Stiamo calmi, Poli. Allora, Sara, tu non hai un campione, quindi non puoi fare danno e sei in difesa, vedila così. Però, se tu riconosci comunque chi c'è di fronte a te, comunque non ti fa del danno. Quindi se mi dici comunque il nome, non perdi 200 punti. Ok. Eccoci qua. Ah, quindi... Dio buono. Sì, è di Kingdom Hearts, Xehanort. Sì, vai, Xemnas, comunque Kingdom Hearts va bene. Xemnas, scusami, Xemnas. Visto che vabbè, non hai un campione, ma sono tutti uguali, tanti. Sì, sì vabbè, tutti sono tutti uguali. Visto che svanisce, non prendi danno e non fai danno. Molto semplice. Ok? Bene.
Andiamo, torniamo nella fase di recruit e compaiono altre tre carte al posto di quelle che avete. Ah, tutte le volte c'è la fase di recruit. Ogni volta voi reclutate una carta e via. Adesso appariranno nuove carte. I miei fratelli. Okay. Sono apparsi Sonic con difficoltà 9, Rayman con difficoltà 8 e Super Mario con difficoltà 5. Edo, stavolta partiamo da te perché prima è partito Dario. Edo, scegliene una. Io ho qualcosa di Sonic, vai. Sonic, andiamo a vedere la domanda di Sonic. Sarebbe stato meglio se questo riccio di fosse stato di mare, visto che la voce gliel'ha data un pesce. Gliel'ha data un pesce. Bellissimo. Disabilitiamo la carta intanto, Fedand. No, questo è un casino. Sarebbe stato meglio se questo riccio fosse stato di mare. Cosa cazzo dovrebbe... Poi posso fare una domanda, ma quindi se rispondi a difficoltà 9 fai più danno più al boss, non prendi più punti. Punti sono sempre 200, però visto che le carte sono poche, meglio, se sono 30 se voi potete perdere. Quindi sta a voi fare un gioco di squadra. La voce gliel'ha data un pesce, l'unico coglione doppiatore è mio fratello, il grande battutiere di freddure bastarde, Merluzzo, però non... Però poi mi devi dire di qualcosa in più, perché ovviamente sei un po' lontano dalla... È giusto, ma qualcosina in più. Ma allora quindi cosa sarebbe sta roba? Non ho capito. Non mi devi dire... Merluzzo la risposta. No, la risposta è sempre qualcosa inerente al gioco. L'indizio... Ah, inerente... No, allora sempre. Non la so. Era Knuckles, il porcospino rosso che si vede... Ah, perché l'ha data... Gli ha dato la voce nel film, Maurizio. Nel film l'ha data, porco Dio. Sì, vabbè, dai, meta. Non c'è problema, come hai visto non è necessariamente un problema, Edo. Si va a Sara, il giro è così adesso. Provo con Jinkazama. Jinkazama. Vediamo Jinkazama che domanda ha. Secondo solo perché sempre è tutto Maurizio. Un casino qui. Vediamo Jinkazama. Nomina il padre o il nonno di Jinkazama. Non ho capito che dovevo fare il collegamento. Oddio, lo so, aspetta. Uno dei due, basta, Ci sto pensando. Quello con la sgommata, Sara. No, lo so chi è. È Yachi. E Yachi, brava, Mishima, esattamente. Dai, quindi Sara avrà... mi veniva. Jin a raga, sono lenta a ragionare. Di là Mario, ti rimane una scelta tra i tre. Molto veloce. Provo Rayman. Provi Rayman. No. Vediamo la domanda di Rayman. Che cos'è? Nonostante forse Super Mario era più semplice. Ho avuto l'illuminazione. Ok, ma che ti devo dire però? Qui la risposta è qualcosa sempre nel mondo di Rayman. Vabbè, i lum bianchi, ci sono i lum neri, ci sono... Cioè, André... Cioè, lum. Ah, ok. Giusto, ah, il lum. Ah, ma non era da 8, secondo me. Però, ma perché è bastardo? Perché se non capisci il mood della domanda è una stronzata. Ma è scritto maiuscolo, vabbè, comunque... Ma è facile, però, è per facilitare che uccidiate Pegasus, perché sennò è un casino se perdete, faccio una figura di merda io. Ok, andiamo nella seconda fase. Perché ci sono... Quanti turni ci sono? È fino a che non muore o lui o voi. Regà, cioè, non è che manca... Quello può essere. Beh, dov'è la nostra vita? I vostri punti. No, il numero di carte. Avanti. No, il numero di carte. Voi avete 30 tentativi. In realtà metà. 15. Okay, 15 okay. Errori. Ecco, 8 gli si fa danno se rispondo bene. Esatto. Abbiamo Jin per Sara. Che sei buono. E Sonic per Dario. Quindi adesso è uguale l'ordine. Torniamo da Dario. Qui risponderà sempre Dario per primo perché tanto non cambia niente. Vediamo il villain che si pone di fronte a... Dai. Sonic. Ah, minchia, che coincidenza. No, perché Sonic... Ah no, Rayman, scusami. Non so, sono deficiente, scusami. Rayman. Comunque è Mr. Dark, comunque. È Mr. Dark, sì, non so perché si è attivato Sonic. Beh, okay. Comunque, va a far culo Mr. Dark, mori, Pegasus di merda. Perfetto. È Veigar. No, è Mr. Dark di Rayman. Okay. Veigar di League of Legends. Chiedo scusa, non sono io che gestisco. È un casino questo round, bisogna ricordarsi un sacco di cose, chiedo Venia. Ma tranquillo, ci mancherebbe. Quindi vabbè, sono danni per Pegasus, meno 8. Lo mandiate a 79. E adesso si va da Edo. Edo, tu non hai un campione, ma se riconosci, se riconosci non prendi danno. Quindi vediamo il cattivo di fronte a Edo. Non mi ricordo il nome di questo figlio di puttana. Qua ti devo chiedere di essere preciso perché ovviamente sappiamo tutti l'universo. Ma non mi ricordo il nome. Arcane. È di Arcane. È un personaggio di Arcane. Un pezzo di merda. Ma non mi ricordo il nome. Bisogna essere un po' precisi qui perché purtroppo se no... Non ricordo mai. Niente, allora purtroppo è Silco di League of Legends, di Arcane. Non me lo ricordavo mai. Quindi sono meno 200 per Edo.
Vabbè, cioè, può starci. La, diciamo. L'hanno messo sul TTFT che era sbroccato. Sì, ecco. Non mi ricordavo, di fronte no. A Sara ne appare uno che è... Ma chi cazzo l'è questo? La vena romagnola è uscita così. È figo questo, è famosone, famosissimo. Luca, si chiama. Ma guarda, dallo stile, no, per non tanto non so essere specifica, dallo stile mi dallo può stile ricordare forse sembrere. Final Fantasy, però non... Dimmi... Non lo so. A me Devil May Cry ricorda dello stile. Però non... Oh, io non lo so, non lo conosco. Allora, skip, era Virgil di Devil May Cry. Comunque, ah, okay, però, questa è la prima volta che succede, visto che è un campione che ti difende... Lottano okay. Entrambi, tu non perdi niente, ma non fai neanche danno. Quindi è un passo. Okay. Si torna nel recruit. Non c'è qualche trick perché Pegasus usa l'occhio del millennio? No, è tutta una stronzata per fare un round imbecille sull'improvvisazione. Per fare un vabbè, po' di vabbè, non c'è bisogno di sbilire. No, beh, è la verità, però. Cioè, è tutto quello che è successo alla fine. Allora, si va da Sara, questa volta che inizia lei. Vai. Worms. Vediamo qual è la domanda per il vermiciattolo. A differenza del forno e della lavatrice, qui esplode a 90 gradi. Un po' fraintendibile. Vabbè, togliamo Worms nel frattempo. Là. A differenza del forno e della lavatrice, qui esplode a 90 gradi. Ma è tipo un gioco di parole. C'è qualcosa che no. A 90 gradi nel bellissimo forno questo. O nella lavatrice e poi esplode una keyword, no? Su Worms, no? Esplode probabilmente è qualcosa del mondo. Gradi. Cioè, sono le armi, gadget tipo, e basta. Un'arma che a 90 gradi esplode. Beh, io suggerisco a Sara, me ne frega un cazzo. Sara... No, non me lo dire. Ah, no, ti dico semplicemente... Pensa al sesso. Anche? È fatto anche apposta. Ah! La super pecora! Yeah! La pecora esplosiva, la super pecora, esatto. E quindi... Non ci sarei mai arrivata, grazie Dario. Io sto pensando a eutanasia con la vecchietta, però non era. Ma perché ti non fa queste fantasie? Vabbè, Dario, vai. Io vado sul facile, tento almeno, Mario prendo. Stavolta. Mario, vediamo sì. La domanda per Super Mario. Ho capito quella della pecora. Perché la voce era la pecora esplosiva. Super Mario. Ah, 90 gradi. Il verde è di gran lunga... Maio del Rosso. Non ero sbagliato a scrivere. Luigi Di Maio. Luigi Di Maio. Luigi. Bello. E anche bello. Abbiamo anche un campione per Dario. Questo poli quiz show, attenzione. E tocca a Edo. Ratchet. Vediamo qual è la domanda per evocare Ratchet. Nonostante il nome, ha seriamente bisogno di vedere la trasmissione di Piero L'Angela. Quindi stiamo pensando a un personaggio, Edo, no? Qualcuno di Ratchet, qualcuno che probabilmente è stupido e ha un nome però riconducibile a Piero Angela. Seriamente bisogno di vedere, non mi viene in mente. Pensa a Piero Angela, se posso dare un hint. Voglio suggerire a Edo. Dario, fai come vuoi. Io aiuto perché qui bisogna sconfiggere insieme Pegasus. No, nonostante il nome, ha seriamente bisogno di vedere la trasmissione di Piero Angela. È una trasmissione famosa che di cultura, quindi, no? Il Quark, bravissimos. Quark, l'ha detto. Scusami, mi sono ricoglionito. Capitano Quark. Ok, avete tutti e tre un campione. Via, yeah. Mettiamolo e vediamo quanti ne passano. Abbiamo Ratchet per Edo, il culo che viene posizionato al centro. Abbiamo Worms. Sta addormentando. Worms e sì, mi si è spento il cervello. Mario. Vabbè, tanto è finito dopo questo. È terminato. E Dario, di fronte a te appare Spinale. Qualcuno. No. Sì, per forza appare qualcuno, no, se no rimaniamo qua per sempre. Vada. Chi è? Chi è sto stronzo? No, chi è questo Izzy? È un samurai. Va bene, anche il gioco deve essere specifico, mega specifico. Anche dipende, perché qui lo stile aiuta, no, quindi un pochino di più. Lo stile aiuta? Cioè, vedendolo capisci un po' a che gioco potrebbe appartenere, no? Due al massimo, però. Ma è di Sekiro questo? Sì. Ah, minchia, che coglione, ma questo è Genichiro. È lui! Genichiro, bravo! Easy!
Minchia, no, che ma non l'avevo mai, non l'avevo mai visto l'artwork. Madonna, bravo. No, no, ok. 200 punti che gli casca l'armatura e poi perché io me lo ricordo magro, ci sono stato anche io, me lo ricordo ferri. Nudo. E ci credo, ci siamo stati due ore. Madonna, è stato il boss più merdoso della storia. Eh sì, perché è quello che ti insegna a parare. Com'è bello, com'è bello. Sono stato tipo due giorni. Com'è bello quel gioco del capo. E lui è quello che ti insegna il combat di Sekiro, fighissimo. Senza senso la bellezza di quel gioco del cazzo. Di fronte a te appare qualcuno. Vediamo se riconosci lui. Dio, ecco questo proprio. Chi è? Cazzo! Schneider! Sì, beh, molto vicino a Schneider. Esatto, di Tsubasa. Tsubasa. Fortissimo, cazzo. Sì, sì, sì. 6 danni a Pegasus e 200 punti a Edo. No, non che me lo ricordassi, è proprio da Capitan Tsubasa che mi... Se no, cazzo. Perfetto, va bene. 200 punti a Edo e... Pronta anche Sara per quanto vedere. Cazzo va giù piano sto Pegasus, madonna. Ah, beh, è un po' lunga, è una boss fight, ragazzi. No, è troppo forte. Sara? Adesso tocca a Sara. 7 punti vai. Fuori dai coglioni. Bisogna prendere uno da 10, secondo me. Personaggio di un gioco, peraltro. Tutti sta fiammella nell'occhio. Lungo. Ah, perché sono incazzati? Perché sono tutti maledetti, corrotti, no? Sono sotto... Sono corrotti dal signor Pegasus. Pega. Non è facile questa, eh? Okay. Gioco molte scelte, se vogliamo. Sbudiol. La fiammella nell'occhio. No, la fiammella non guardarla, c'è. La famiglia... La fiammella ce l'hanno tutti, la fiammella, Ce l'hanno tutti, la fiammella. Molte scelte. Molte scelte. Capito, forse. Comunque, probabilmente già non potete più perdere, io ve lo dico. Per quante ne avete fatte già giuste. Non lo so proprio. Skip. È Amanda di Detroit Become Human. Mai giocato. Porca troia. Pensavo... l'ho anche giocato. Ma lei... Nessun problema, nessun problema, ragazzi. Lei l'ho rimossa. Mai giocato. Via. Ma manco io. Ho guardato dal franzese. Se l'hai visto da qualcuno, top. Ma il franzese esatto. Fa tutti i gameplay. Allora, appare Leon di Resident Evil. Scott Kennedy. Ok. Appare Tidus Final Fantasy e è quello, no. Spyro di Spyro di Dart. Si torna vecchi... No, tocca a Sara se non sbaglio a scegliere per prima, no? Tidus a manetta. Tidus a manetta. Tidus. Via. Tidus. Vediamo subito Tidus qual è la domanda. Uno sport pensato per persone con le branchie. Easy. Blitzball. Questa la sapevo anche, non avendo mai giocato. Allora io Tidus, vai. Leggendario. Io siccome ho tanti punti la rischio con Solid Snake per buttare giù Pegasus. Vale. Solid però... Snake. Ok. 10 secondo me è mega difficile. Siediti lungo la riva del Madonna, fiume. Aspetta. Dio Cristo, Metal Gear Solid 3, come cazzo si chiama il fantasmone? Aspetta, vabbè, l'hai letta al posto, se l'hai letta a posto. Cosa? No, l'hai già letta tutta? Sì. Ok, scusa. Io sono velocissimo a leggere. Chiedo scusa. Come si chiama lo stronzo? Io. C'è qualcosa che perdura, no? Che devi far passare il tempo. Sì, sì, sì. Sì, no, poi ci sono due modi. O arrivi in fondo e prendi tra l'altro la tuta apposta, oppure sì. Però non mi ricordo. Allora, diciamo che sei stato già tanto specifico, quindi hai già capito chi è e non ti ricordi il nome. Dammi due dettagli su com'è. È uno spirito praticamente, che tra l'altro ogni tanto si vede anche nei filmati che ti perseguita in un certo senso. Ok, un altro pochettino in più, una robetta in più. Io più di questo, ti devo dire solo il nome praticamente. Sì, vabbè, anche sì. Dai. Beh dai, allora tocca dire che essendo difficile la do buona, è The End. Io mi sono difficile. The End. Il vecchio che fai passare il tempo e lui giustamente... No, ma scusa, sì. È quello. The End. No, il cecchino dicevi te. Che ci sono due modi per ucciderlo. Quello certo, oppure nella... Certo. No, certo. Oh, va bene. No, perché ho pensato al fiume, ai cadaveri, ho pensato un'altra cosa, ma ero sopra il pensiero. Vai, ah, ok. Vabbè, ormai... Devo essere sincero, avevo pensato all'altro, al fantasma. Il problema è che la risposta per come me l'hai data era giusta anche con The End, perché due modi per ucciderlo, potevi mandare avanti il tempo, me l'hai detto te. Mandi avanti il tempo oppure lo trovi, però c'è l'altro che, siccome lungo il fiume... Io ho pensato che fosse il fiume coi cadaveri che ti fanno arrivare invece. Beh, io te l'avevo lo stesso, semplicemente perché prima di questa rivelazione era corretta, quindi vabbè. Volevo essere sincero. Vabbè, ok. Edo. Spyro, perché non Spyro. Conosco... Che coincidenza bella, però. Vabbè. Tanto è per finire. Dal nome mi immaginavo uno con arco e frecce.
non un ghepardo. Porca troia. Ah. Vabbè, sì, cioè, devi non tradurre in inglese una parola qui, Edo. Arco e frecce. Cos'era? No, no, non mi ricordo. Un ghepardo con arco e... cioè, arco e frecce, chi è? Cacciatroie. In realtà è giusto perché si chiama cacciatore anche da, in uno dei tre. È Hunter, allora. È Hunter, cacciatore. Ha detto che me lo devo tradurre dall'italiano all'inglese. Vabbè, tanto ci sta aiutando a tutti ormai, poi. Per finire, perché tanto è palese che purtroppo andrà... cioè, andrà giù per forza, perché credo non possa più... Come cazzo si chiamava l'altro boss di Metal Gear Solid 3, lo spirito? Io ho letto dalla chat e sembra Sorrow. Sorrow. Ah, The Sorrow, certo. Porca troia, bellissimo. Mi dicevi quello, era sbagliato, quindi meglio, diciamo come è andata. E abbiamo anche Tidus per Sara. Dario, di fronte a te appare qualcuno. Vediamo se me lo riconosci. Ora. Dio Ganondorf. Proprio stra-easy, proprio stra-easy. Sì. Questo era un... E sono scritti... Devi dire Ganon, molti dicono Ganon. Anche Ganon, sì, anche... Cioè, vabbè, anche Ganon. È perché è l'altra forma. Perché Ganon è la forma quella spiritica. Bravo, esatto. Edo. No, è la bestia, il cinghialone. Edo. L'avevi detto te, tipo... Vada. La differenza. 200 punti per Dario. Edo. No, non vabbè, è uguale. Poi risponde alla chat. Prima è stato fatto un errore e non è stata data la risposta corretta. Per questo non ha perso vite Pegasus. Cazzo, Far Cry 6. Vabbè, dai. Immediatamente. Come cazzo si chiamava il comandante supremo? Comandante Esposito. No, non si chiama Duce, però era un duce. Era un dittatore più che un duce, forse. No? Un tiranno. Vabbè, tiranno, dai. E comunque l'ha visto immediatamente. Come si chiamava? Castillo. Castillo. Sì, va benissimo. Non mi ricordo, assolutamente. Dai, dai. Certo. 200 punti per Edo e 5 danni a Pegasus. Via. Tanto in tre giri comunque l'avete fatto, cioè siete già al terzo e sta già a 50, quindi ci siete. E considerate che adesso le domande sono sempre più alte in termini di danno. Sara, di fronte a te appare uno stronzo, ovvero? Questo... siamo lì, no. Recente. Non ci posso credere. Recentissimo. Ci giochi. Recente. Questo no, allora Elden Ring, ma devo capire chi è. Sì, dimmi la locazione a livello di dove è messo, ma vabbè, tanto penso che tu lo conosca. È che, allora, è molto piccolo e lo vedo un po' sgranato. Ok. Sì, è tutto pieno di pixel, non è capisco un po'... se quello... No, davvero. Allora, ingrandiamo un secondo, Fede, ingrandisci non la carta, esatto, ma proprio la schermata. Un attimo, ti chiedo scusa. Ok, no, va tranquillissimo, guarda qua. Vai, un po' strecciata, ma... Ah, okay. Io pensavo fosse Ganon versione cinghiale. Ho detto. Sì, no, adesso sì. Ah, ho capito. Perché mi sono già scordato il nome. No, io me lo ricordo il bastardolo. E qua devo chiedere qualcosina di più. Mi sa che io questo non l'ho fatto ancora. No, sì. No, sì, devi sì, averlo fatto se non sbaglio. Sì. Sì. Allora sarà impossibile. Merda. È uno di quei nomi che girano quando parli di Elden Ring, vediamola così. Cioè, penso che girino tre nomi. Io sono una merda con i nomi. A posto. Sarà o il primo che becchi o quello subito dopo. Gwyn. Sono tutti uguali anche loro. Ragazzi. Anche loro sono molto simili. Dai. Ma quando sai quando si ficcano le cose, no? Cazzo, non mi viene. Io Sara l'ho dimenticato, non mi ricordo. Allora... io i nomi me li ricordavo, ma adesso tocca skippare purtroppo. Mi piace. Da essere buoni. E Godric. Godric l'innestato. La lore non è importantissimo. Va bene, non c'è problema. Avevi un campione, non prendi danni, non fai danni. Easy. Questo è il secondo giro, avete fatto 50 danni in 3 tentativi, quindi ci siamo. Altre tre carte appaiono, sono rispettivamente Kratos con difficoltà 9, poi abbiamo Geralt di Rivia, difficoltà 4, e poi Marcus Phoenix di Gears of War con difficoltà 6. Okay, non... Si torna da Dario, tu il primo. La merda. Sì? Sicuro? Tu il primo, hai appena fatto Sara, quindi. Allora faccio, provo sempre per i danni Kratos. Kratos, 9 di Kratos. Ha preso più cazzotti lui che tutto il pantheon di divinità greche. Qual del nome non te lo ricorderai mai, quindi mi va bene. Cioè, in che senso? Allora, c'è qualcuno durante God of War che viene menato fisso. Vabbè, io mi ricordo, ce n'è tanti che vengono. Quello che mi è rimasto più impresso è stato Ercole, che viene proprio. Gli fanno qualsiasi cosa. Più che
il momento singolo, proprio durante il gioco, viene menato tante volte. Ti do questo. Ah, ma aspetta, ma ah, ma nel 4, ah, ma God of War, eh no, God of War l'ultimo. Ah, certo. Allora me lo ricordo. Allora, si chiama, okay. Si chiama quello con la barba e i tatuaggi che ti becca all'inizio. Sì. Vabbè. Vabbè. Figlio di B è giusto? B è giusto. B e si chiama, c'è il cancello anche. C'è il gioco col cancello. Vabbè, puoi dire il nome del dio. Lo so dimenticato. Vabbè, comunque hai capito che all'inizio tatuaggi, barba, è Baldur. Sì, Baldur di merda. Va benissimo. Baldur's Gate, è vero, ma avevi detto. È giusto comunque, hai beccato Baldur. Tutto, l'avrei sempre passata. Ma via. Che bello. Cazzo di me, devo ripassare, di giocare tutto God of War. In saccoccia per Dario. Edo. Ah, che tutto il Pantheon. Cioè, che nel senso, che tutti insieme, nel primo, la prima, durante il tutorial, insieme, lo riempi di mazzate in modo disgustoso. E poi in fondo, però quello che mi è rimasto più impresso è stato Ercole, che veramente quella per la violenza, forse. Io ti direi il più facile. Geralt, perché sennò Geralt, vediamo Geralt di Rivia di The Witcher. Paradossalmente è l'unico card game ad aver vinto un GOTY. Stiamo parlando di un card game di The Witcher. Ce n'è uno. The Witcher. In The Witcher c'è un gioco di carte. Lo conosco. Ecco, bisogna flippare. Ma perché non conosco? No, no, vabbè, ci sta. Allora, era Gwent, era Gwent e non importa, non importa, non importa. Sara? Mi ricordo. Provo con Leon. Leon. Ragazzi, non me lo ricordo. Non c'è problema, dai, tanto. Vabbè, ma se non l'hai giocato. Leon di Resident Evil, eccolo lì. Cos'è Street Fight? Street Fighter, Resident Evil e Gears of War. Che cazzo è? Ah, no, col cazzo. Diffondiamo virus da prima che diventasse una moda. Diffidate delle imitazioni e chiamate ora. Umbrella Corporation. Umbrella Corporation, esattamente, che diffondono virus a destra manca. Abbiamo per Sara Resident Evil, quindi Leon, e per Dario Kratos. Kratos, mettiamoli al volo e vediamo cosa appare. Una bella penalità ci starebbe. No, basta, basta. Chi era? Casino? Casino? E Leon. Dario, di fronte a te appare qualcuno. Vai. E vediamo se riconosci chi è. Quello che inizia. Esatto. Cosa? No, no, questo non. Non so. È Vlad the Sexy Empire. Allora non lo so. È un po'. Poi, allora, è la butto lì. È un pochino una è un meme. E non è un villain vero. Però è un è rompicoglioni. Allora, sì, no, sicuramente. Oddio, no. Cioè, mi ricordo che in un gioco tanto tempo fa c'era una telecamera che ti parlava continuamente e ti rompeva il cazzo. Non pensare. Ok, vabbè, vai avanti come vuoi. E ti ribadisco, pensare... è un meme, non pensare a qualcosa. Ti dico che la risposta è molteplice, ecco. Vediamolo così, ci sono sicuramente più risposte, più anche di quelle che noi abbiamo pronte. Ho capito. Io no. La telecamera nei videogames, intendi. Telecamera visuale. Esatto. Però io mi ricordo nitidamente, non so, forse... Telecamera. C'era una telecamera che ti parlava continuamente in un gioco. Vabbè, però non ne ho idea. Forse è comunque la telecamera di letteralmente qualsiasi videogioco. Si può partire da Kingdom Hearts. Vabbè, da se tu non mi avessi dato l'indizio. Ma perché è meme questa? Te la dà? Cioè, perché è lì, ma è meme apposta, ovviamente. No? 44 vite per Pegasus. Edo, tu non hai niente, però puoi comunque non perdere punti. Vediamo cosa ti si pone di fronte a te. Questo è tuo, eh. Alexios di Assassin's Creed. Odyssey. Bravissimo. Comunque io poi, tra le altre cose, sì, vabbè, sempre Alexios. È tutto a caso, io non so cosa scegliete voi. L'ordine delle cose che siamo preparate noi è random, quindi non scriptiamo nulla. Sara? Tu c'hai un logo nel tuo canale. Credo che Oddio, sia. Oddio, questa è tipo di Spyro, è una cattiva, ma non so il nome. È uno dei boss di Spyro, però i nomi io proprio non me li ricordo. Vabbè, il boss di Spyro, dai, sì, è il boss, è la sorceress, la stregona, cioè è il nome più banale esistente nel mondo, quindi va benissimo. Il terzo, poi, Madonna che palle lei. Poi fa degli easter egg in giro, sì. Okay. Bella questa. 38 vite. Probabilmente gli ultimi due giri.
torniamo di là e vediamo cosa appare nelle carte. Abbiamo carte, un secondo solo, che vedo anch'io. Abbiamo Tracer di Overwatch con 9 di difficoltà, questo bisogna conoscerlo. Un Ezio Auditore con 10. Tutte e robe. Un Dante di Dante's Inferno con 9. Tutte cazzutissime queste. Tocca a Edo. Io ti Ezio Auditore. Vedrai. Allora, io ti dico, io ti faccio la domanda, ma ti devo dare per forza un aiuto perché questa è veramente difficile. Capiamo. Fermare una caduta da un chilometro? Mi sa che è una balla. Di fieno. Porca troia. Ma il salto della fede, poi. Sì, ma non la risposta è fieno. E che cazzo dice fieno? È giusto, fieno? Vabbè, la balla di fieno. È la balla di fieno, perché balla di fieno è una balla, è impossibile. Una grande gag. 10 di difficoltà questa, Ok. 10, questa era 10. Ti devo dare un aiuto perché è veramente difficile. Ci abbiamo risposto nei test, era difficile. Okay. Sara! Allora, io provo Tracer, anche se non ci gioco da un sacco di anni, ma proviamo. Tracer, di Overwatch. Questo in realtà, se l'hai giocato, si può arrivare. Nomina i due fratelli del drago. Clan Shimada. Sì, uno dei due, in realtà. Sa che... porca troia, come si chiamavano? Dai, a present for you! Deli Graviano. Hai giocato anche alla beta, magari, no? Ryuga wa te kyokurao! Cioè, ma sono in la sua citazione, non mi viene... Ma già benissimo, andrebbe benissimo. Sì, dai, facciamolo andare bene. È la skill l'ulti. Hanzo e Genji. Hanzo e Genji, non mi veniva. Vabbè, se mi fa l'ulti, ha capito. Via! Preso anche Tracer, Dario, manca te. Io non conosco niente di tutti e tre i brand. Non sono, cioè, di Street Fighter qualcosina, ma de poca roba. Vedete. Provo Ryu. Ryu. Sì. Street Fighter. Vediamo la domanda di Ryu. Alla fine. Se fossi biondo... Ken. Ken il guerriero. Ken. Sì. Via. Andiamo di là, avete tutti un campione. Qua gli tirate gli schiaffi importanti. Fase 2 abbiamo per Dario, appunto, Ryu. E vediamo chi è. Per Edo abbiamo Ezio Auditore con 10 e per Sara Tracer. Vediamo, vediamo chi appare di fronte a voi. Per Dario. Un secondo, quello dopo. No, eccolo. Mi sa che quello è sempre... Dio, eccoci. Big Boss, no? Big Boss. Di Metal Gear Solid 3. Quel campo di fiori, bellissimo, boss fight. Via, facile. 200 punti per Dario e 32 HP per Pegasus. Edo. Vada. Rhino. Spider-Man. Bravissimo. Questo era un filler perché abbiamo detto... Non lo sa magari, però è un rinoceronte, quindi dirà Rhino ed è facile. Easy, 10 danni, figa! Sti cazzo dovrebbero essere difficili. Vabbè. Ok. 22. E Sara? Vediamo, potresti ucciderlo il prossimo turno comunque, anzi è facile. Sì. Vediamo. Ah, è Sephiroth. Vabbè, sì. Direi che è morto il prossimo turno. Tra l'altro, perché ha una la 13 vite e 200 punti per Sara. Eccoci. Dai, qua. Che si batte, la forza, prossimo coraggio. Giro e basta. Dai. Via. Aveva scelto Dario adesso per primo o Edo, non ricordo più. No, ha scelto Dario, quindi tocca a... No, per io. Ma tocca a io? Tocca a Sara. Tocca a Sara, ok. Tocca a me. Sara, appaiono altre tre carte, probabilmente le ultime, che sono... io Dante purtroppo non lo Scorpion, giocato. Di Mortal Kombat, 4. Ah, di Mortal Kombat. Illidan con 3. No, incazzata. Come c'era? E Torma. No, bello. Il casino è che io tutti gli altri, a parte Mortal Kombat, non li ho giocati. Beh, basta che gli altri due facciano 10 su Illidan, perché almeno forse è facile che la indovino. Vai su Illidan. Vediamo. Illidano. 1300 euro di statua e 900 di vetrina per contenere lui. Oddio. C'hai messo una Frostmourne? Cioè è un meme tuo? Ma perché ce l'hai alle spalle? Si sta indicando col ditino, poi attenzione. Devo ingrandirti tanto. È fra Frostmourne e Arthas comunque. Era la Frostmourne. Vabbè, lì c'è Kinga. Sono autocitato di avere qualcosa di figo, una cosa che immaginavo avessi o una Frostmourne. Non c'è problema.
È giusto comunque. Vabbè, quello che è. Edo. No, Sara, Dario, scusa, madonna. Vabbè, tanto cambia poco. Dario. Siccome bisogna fargli danni, io proverei però con Tarma, perché lo conosco. Sì. Di solito la premi per portare rispetto, ma qui è usato per fare il culo agli alieni. Ah, flame shot. E anche flame shot, esatto. Anche Tarma è a casa. Edo? Io non conosco un cazzo, Dante, via. Dante, ci si prova. In realtà ci si può arrivare anche questa. Vediamo a Dante. Dov'è? Dante's Inferno. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Sopra. Eccolo là. Proviamo. Solitamente indica la fine, ma in questo caso non è l'inizio. In omaggio un'arma. E l'arma in questione è quella che vedevi nell'immagine che è stata tolta, che è una falce. E non l'ho giocato, non ti posso aiutare. Ma manco io l'ho giocato, pensavo si rifacesse. Di solito è la fine. La falce è il simbolo della morte, quindi... Esatto. Pronti! Esatto, è la morte. Pronti! Che la prendi a inizio gioco ed è, ti dà l'arma in omaggio, uccidendo la morte. Non ho giocato ultimo gioco, te lo giuro. Vediamo cosa però, appare di fronte a voi. Beh, teoricamente basta che faccia giusto Edo. Dai. E tutti, Dario. Sì. Edo e Dario. Illidan è un plus, probabilmente. Vediamo Tarma. È solo non inizia Sara, scusa? Inizia Dario, come sempre in questa fase inizia sempre Dario. Tanto è uguale in questa frase. Eccoci qua. No, niente. Dario, di fronte a te appare... Chi cazzo è? Ah, come no? Oddio. Vabbè, Dragon Quest 8. Vabbè, ok, comunque è lo stronzo del monastero di merda. Ok, comunque si chiama... Ha un nome italiano. Angelo è il protagonista, lui si chiama... È uno del party, vabbè, lui si chiama... Se vuoi arrivarci da solo, perché io te lo considero già buono, perché mi hai riconosciuto. Ah, ok, allora dammelo buono. Marcello! Marcello di merda! Marcello. Ok. La merda delle merde. La merda delle merde. Il peggiore leccaculo della storia. Se tu mi becchi questo, farà Sara e poi ci si saluta. Vediamo cosa appare di fronte a Edo. Appare... Ma ho avuto un culo, Dragon Quest, addirittura. Cioè. Oxide. È Oxide. Bello, Oxide. CTR. Eccolo lì. CTR. Visto che, vabbè, non cambierà molto, però per giubilo si fa anche a Sara. Vediamo se Sara, un nome lo indovino. Vediamo chi appare di fronte e in caso guadagni questi 200 punti in più, che non faranno la differenza come è, però no, è però. Giusto. Vai. Okay. Ah, sì, Overwatch, i nomi di merda. Vabbè, effettivamente. Dai. Sono tutte le citazioni, perché a tre anni mi vengono i nomi, assurdo. Quando vuoi, tanto è inutile, Sara, quindi io te la damo bene, buona, nomi, però... Ragazzi, non una frana. Vabbè, è Reaper. È Reaper di Overwatch. Reaper. Va benissimo. Finito. Meno 3 addirittura se preso. Ma è negativo, può morire. E basta. E ora cosa dice Pegasus quando schianta? È morto e c'è un'ultima scena post-credit e abbiamo finito, ragazzi. Prepariamo al volo la schermata del vincitore, che in questo caso è Dario, con non so neanche quanti punti, ma vince Dario. E... Dario, ma in chiaro, erano messi a caso ed erano già giusti. Cioè Dario, Edo e Sara. Questo è il punto. Aia, scam? Mafia? Ma è già preparata? Ai. Ora posso leggere la chat. Allora, io prima di lasciarvi ringraziare, anche se un secondo, vi faccio vedere una post-credit scene. Quindi, fammi vedere la post-credit. Una volta che avete battuto Pegasus, la nostra trama va avanti. Succede questo. Eccovi, ciao ragazzi. Questo show è proprio... leggendario! No, stai sbagliando tutto. Si dice leggend... Non ti muovere, Dario! Ti stai sbagliando. Oh, no. Ci vuole molta più enfasi. Leggendario! Ci vuole più suspense. Leggendario! Allora ascoltami bene, che lo dico da anni. Leggendario! No, è il concilio delle onde. Il rituale di evocazione è iniziato. No. Attenzione, eccoci.
Comunque, sì, leggendario. Ma secondo me citazione ad Arston e a no, secondo me qua, secondo me invece è un broglio, perché già avevi previsto che avrei vinto io e quindi c'è un piccolo perché è leggendario, dai, scrittato, ragazzi. Va bene, dai, vabbè, semplicemente è tipo come scommettere sui cavalli, no? Io sono no, vabbè. Semplicemente qualcuno o qualcosa è stato evocato e si scoprirà nell'episodio 3 se mai si terrà. Regà, io vi ringrazio al volo due persone. Allora, visto che ringraziare tutte le persone che hanno lavorato dietro a sta merda sono troppe, sono 23. Io ho fatto un comando per comodità e punto esclamativo ringraziamenti con tutti i doppiatori. Tu i tre concorrenti. No, cosa vuol dire Marco? Cos'è questo che dice Marcolino 48? Dario dovrà fare la finale? Sì. Adesso ci arrivo. Ma no, adesso è finito, Dario, puoi andare, non preoccuparti. È fra un annetto, non preoccuparti. Vabbè. Ne riparliamo. Sostanzialmente, punto esclamativo ringraziamenti. C'è un link con tutte le persone che hanno lavorato, dei doppiatori, a altro. Ringrazio principalmente Smuki e Filo per avermi aiutato in primis e tutti gli altri. Chi ha realizzato il pad che vedete qua sotto, che Dario dovrà darmi l'indirizzo di casa che glielo devo spedire. Non ho più una casa. te lo devo spedire. Forza. Sono a Matteo, per favore, in segno di lo distruggerebbe. In segno di sportività glielo mandiamo a Matteo. Dai, un grande regalo. No. Un grande regalo. Io ringrazio tutti, ricordo per la seconda e ultima volta che l'episodio 3 c'è il Kickstarter che manda avanti il tutto, quindi se volete punto esclamativo Kickstarter in descrizione da YouTube e in chat punto esclamativo Kickstarter. L'ospitata è roba mia. Va bene, e tutti i soldi andranno a Edoardo il Masseo. Punto esclamativo anche ringraziamenti per tutti. Io ringrazio voi tre. Vabbè, la chat per ultima. Allora aspetta, quindi Edo mi offre la cena con i soldi che gli hai dato mentre ci guardi alla finale di Dario. Guarda, Edo, credo non ci sia problemi per lui andare a cena con te, guarda. Quando vuoi. Io spero vi sia piaciuto alla chat, pronto. Ma chiedo a voi tre se vi è piaciuto, se vi siete divertiti. È durato 3 ore e mezza, doveva durare 3 ore, raga. E mezz'ora è stata la vostra idiozia all'inizio, quindi per me è un risultato incredibile. Effettivamente. Ma troppa ansia, è andata benissimo. È andata bene, sono contento. Ci mancherebbe altro. Ma poi eri a 9.000, quando sono entrato in chat era 9.005. Io non ho i numeri attivi, quindi non so quanti siamo. Spero che sia piaciuto a voi. Io invito tutti a lasciare un feedback e veramente adesso ti butto fuori da questa stanza. Esco da questa serata sentendomi più stupida, però mi sento arricchita da questa esperienza. Sono contento, mi fa piacere che siamo riusciti a organizzare e vi ringrazio veramente tutti, vabbè, per ricordarlo. E basta, se avete feedback voi apprezzo, voi tre. Dai, fate dei belli applausi in chat, ragazzi, per Poli che si è fatto un culo incredibile e ci ha supportato me e Masseo fino alla fine, dai. Anche Sara è stata una news, in questo trio. Cioè, Sara è stata brava. All'inizio un pochino. No, all'inizio ha detto un dio stronzo incredibile. Non è vero. Sì, verrà tributato. Sì, c'è stata una piaciuta, piaciuta. Piaciuta. Però vabbè, a noi ci è piaciuto. Ma noi piacciono. Dio buono non è una bestemmia. No, non era buono. Non era proprio un dio buono, ma a mio parere questo magari... È stata un aggiuntino. Io ricordo una cosa solo, cioè che, vabbè, Dario è un meme, però ti tocca. Toccherà la finale probabilmente l'anno prossimo insieme a Merrino e a chi vincerà il terzo episodio. Insieme a Marco. No, dai, tu Merrino e non io mi arrendo, ha vinto il Masseo per me, ha vinto il Masseo. Beh, io sono secondo. E domani ricordo a tutti, anche Freebooter e altro, che c'è la live dove vi spiego il tutto, perché lore, eccetera, e ringraziamenti maggiori con queste persone. Se avete feedback voi tre, li accetto. Frugazza nessuno. Ma adesso, in questo momento, sì, no, anche se io vi è piaciuto, vi siete divertiti? Allora, la domanda è iniziale. Vi siete divertiti, sì o no? Questa potete dirmi anche qua. Molto carino, molto divertente. Sì. Anche Edo. Bello, top regia. Questo show molto bello. No, davvero, grande presentatore, meglio senza giacca. Tanta roba. Facciamo caldo. Ottimo pubblico. Va bene. Ottime domande. Ottimo tutto. Ottimi cazzi. Io ricordo solamente Kickstarter, eccetera, link in descrizione, in chat, sì, per chi vuole. Io vi saluto, non ringrazio nessuno, Poli, perché mi levo dal cazzo. Bravo, ringrazio voi tre, ringrazio tutta la chat, Poli, e tutti i punto esclamativo ringraziamenti per aver partecipato a questo episodio, tra voci, grafiche e altro. Un bacio enorme e... Poli.
se volete dire qualcosa, io devo dire una ultima chicca prima che io chiuda. Poli, poli, poli. Perfetto. Un bacio. Grazie, Poli. A domani, ciao, ragazzi. Ciao. E alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao,